Jungle. Ore 19.30, benvenuti, buona domenica, ben ritrovati con l'Abruzzo del Pallone, la domenica sportiva di TV6. Questa domenica sarà un Abruzzo del Pallone particolare, in versione XXL, extra large, perché? Perché con la Serie A ferma, la Serie B è in campo. Questo pomeriggio la Virtus Lanciano ha perso 1-0 sul campo del Bari, gol decisivo molto bello tra le altre cose di Valiani, ma questa sera alle 20.30 ci sarà Ascoli-Pescara, una partita sentitissima dai tifosi biancoazzurri. Noi ovviamente la seguiremo qui in studio e allo stadio del Duca di Ascoli, dove per noi ci sarà Paolo Renzetti che ci racconterà la partita e anche poi le interviste post gara. In questa ora ci occuperemo ovviamente della partita del Lanciano, rapidamente della Lega Pro e soprattutto l'ampia pagina di Serie D. Io saluto in redazione Andrea Costantini. Ciao Andrea, buonasera. Ciao. Ciao Jacopo, buonasera a tutti. Io ho una chicchetta perché mi è appena arrivata, grazie all'ufficio stampa della Pescara Calcio, la formazione del Pescara, la formazione ufficiale. Quindi se vuoi svelo già subito qualcosa, Jacopo. Sì. Perché c'è una novità importante, gioca Caprari con Cocco e con la Padula, quindi una squadra molto offensiva, va in panchina Valotti, in panchina anche Torreira. Ora vado a leggere la formazione: Fiorillo, Bruno, Fornasier, la Padula, Zuparic, Caprari, Cocco, Benali, Selasi, Crescenzi e Fiamozzi. Chiaramente l'ho letta un po' come mi è stata scritta, però ecco, andando a leggere, oltre a Fiorillo in porta ci sono Fiamozzi e Crescenzi sulle laterali, Zuparic e Fornasier al centro. A centrocampo ci sono Bruno, Benali e Selasi, e poi Caprari dietro le due punte che sono Cocco e la Padula. In panchina vanno Aresti, Campagnaro, Valotti, Boulevardi, Mitrizza, Cappelluzzo e Torreira. Quindi sono scelte davvero particolari quelle di Oddo, che rinuncia a Valotti e Torreira e schiera Selasi e Bruno insieme, un centrocampo un po' più di copertura per avere molta più qualità in avanti. Avrei anche l'Ascoli, vi do anche l'11 dell'Ascoli: Lanni, Antonini, Pirrone, Perez, Iancto, Giorgi, Grassi, Cacia, Canini, Almici e Milanovic. Quindi la formazione dell'Ascoli era quella attesa ed è quella che vi abbiamo mostrato oggi alla fine di Diretta Stadio. La formazione del Pescara invece presenta diverse novità. Poi più tardi magari con Paolo Renzetti faremo un po' meglio il punto della situazione, ma avendo avuto questa primizia e avendo queste notizie particolari sulla formazione, mi è sembrato giusto già svelare questo 11 biancazzurro. Hai fatto benissimo Andrea. Dunque gioca Caprari insieme a Cocco e la Padula, formazione assolutamente offensiva per i biancazzurri di Massimo Oddo. Lo ricordo, alle 20.30 il fischio d'inizio allo stadio del Duca di Ascoli contro i bianconeri di Petrone. Dopo aver salutato Andrea Costantini, saluto e ringrazio gli ospiti, lo ritrovo con piacere Antonio Luzzi. Ciao Antonio. Buonasera. E poi per reduce da una vittoria sofferta ma importantissima, il difensore nonché capitano del Giulianova, Edoardo Ferrante. Ciao Edoardo. Buonasera, buonasera. E allora andiamo subito a vedere le schermate, partendo ovviamente dalla Serie B che giocava questo pomeriggio. Ovviamente fatti salvi gli anticipi e fatto salvo il posticipo tra Ascoli e Pescara delle ore 20.30. Vediamo i risultati con l'ausilio della grafica. Eccoli qua, settima giornata. Giornata a Bari Lanciano 1-0, come detto il gol decisivo è di Valiani. Oggi nel lunch match il Cagliari ha battuto il Cesena 3-1, Farias, Sau e Melchiorri per i cagliaritani, gol del Cesena di Magnusson. Como Brescia 1-3, al quarto abate per il Brescia, il pareggio del Como con Ebagua, poi Geico su calcio di rigore e all'89esimo l'Airone Caracciolo mette in ghiaccio la partita 1-1 tra Livorno e Avellino, trotta per il vantaggio irpino e poi il pareggio su calcio di rigore dell'ex lancianese Comi. Il Modena perde in casa contro il Latina per 0-2, gol al 60esimo di Olivera e al 73esimo il raddoppio di Schiattarella, momento no per Hernan Crespo. 0-0 tra Perugia e Virtus Entella, Provercelli Novara.
È stato l'anticipo con la vittoria del Novara per 1-0 al 23esimo gol di Viola. Salernitana-Trapani 0-1, il gol al quarto minuto di Citro per la formazione di Serse Cosmi. Spezia-Ternana 1-0, gol di un ex pescarese come Emanuele Calaiò. 0-0 l'altro anticipo tra Vicenza e Crotone. La classifica rapidissimamente del campionato di Serie B, eccola qua. Comanda il Cagliari, 16 punti, 14 punti per Crotone, Spezia e Bari, Livorno, Trapani e Cesena 13, Vicenza 11, Pescara, Latina, Brescia 9, Salernitana 8, Ascoli, Perugia, Entella e Modena 7, Lanciano, Novara 6 punti, Avellino, Provercelli e Como 5, chiude la Ternana con 4 punti. Lega Pro adesso, girone B. Ovviamente partite si sono giocate, già giocate ieri, e dunque il quadro è praticamente completo. Ancona-Maceratese 1-1, Arezzo-Carrarese 1-4, L'Aquila-Savona 0-1, Pisa-Tuttocuoio 1-0, Pistoiese-Lucchese 1-0, Pontedera-Rimini 6-0, esonerato sulla panchina del Rimini Alessandro Pane dopo la sconfitta tennistica sul campo del Pontedera. 0-0 tra Prato e Spal, Sant'Arcangelo-Siena 1-1, il Teramo ha battuto la Luva-Roma per 3-0, la classifica ovviamente aspettando i recuperi del Teramo e del Savona. Spal 16 punti, 11 punti per Carrarese e Pisa, 10 punti per l'Ancona, 8 punti per Maceratese, Pontedera, Siena e Pistoiese, 7 punti per il Rimini, 6 punti per il Prato, 5 punti per Sant'Arcangelo, Arezzo, L'Aquila, Lucchese e Tuttocuoio, 1 punto per la Luva-Roma, 0 per il Teramo che ha annullato la penalizzazione, meno 2 per il Savona. Serie D adesso. Adesso girone F. Era la settima giornata, Fano-San Benedettese, partita incredibile tra due corazzate del campionato, vince nettamente la San Benedettese 1-4. Di misura invece la vittoria del Campobasso sulla Fermana 1-0, decide l'ex Teramano Valentini, Castelfidardo-Agnonese 2-1, Folgore-Veregra-Amiternina 3-1, il Giulianova come detto batte 3-2 la Jesina, Isernia-Recanatese 1-1, vittoria in extremis per il San Nicolò al minuto 93 con Francesco Casolla. Monticelli-Avezzano si gioca domani alle 15 perché lo stadio del Duca questa sera è impegnato in Ascoli-Pescara, Vispesa-Rocchieti finisce 0-0, la classifica. Il Fano e la San Benedettese a quota 16 punti, con la vittoria di oggi la San Benedettese aggancia proprio il Fano in vetta, 13 punti per il Monticelli, 12 per il San Nicolò, 11 per l'Isernia, 10 per Matelica, Chieti e Campobasso e Folgore Veregra, 9 punti per Fermana e Castelfidardo, 8 punti per Avezzano e Recanatese, 7 punti per Agnonese e Giulianova, 5 punti per Jesina e Vispesaro, 3 punti per l'Amiternina. Restiamo un attimo sulla classifica perché un primo commento lo voglio proprio da Edoardo Ferrante. 7 punti insieme all'Agnonese, oggi serviva una vittoria perché se non fosse arrivata, caro Edoardo, eravate penultimi. Sì, esatto, oggi la vittoria è stata fondamentale sia per le vicende che ci sono state in questa settimana, sia anche per muovere un po' questa classifica che veramente poteva farsi complicata. Visti i 4 punti in classifica che avevamo, i 3 punti di oggi danno morale a tutto l'ambiente, soprattutto danno morale a noi giocatori, e vederci lì a 7 punti, diciamo che possiamo vedere la classifica in maniera diversa, con più positività. Vi ricordo, perché lo avevo dimenticato, il numero per interagire con noi, lo vedete in basso a destra dei vostri teleschermi, 392 623 7060. Rapidissimamente, mi sei, hai visto il Lanciano oggi? Sì. Come ti è sembrato? Fino al trentesimo ho visto. Fino al trentesimo, come ti è sembrato? Ma un po' rinunciatario mi è sembrato. Io ho visto la partita, il gol, vabbè, del Bari è stato un euro gol, anche se la difesa, secondo me, è uno sbaglio sia di reparto che individuale, perché ha lasciato troppo andare al tiro, senza pressione, quindi lui poi ha preso il giallo e ha trovato l'incrocio dei pali e quindi era molto difficile poter parare, anche se il portiere ci è andato con il braccio contrario, quello giusto, ma però non lo poteva prendere quella palla, era troppo tagliata bene. Per quanto riguarda, però c'è stato un rigore non dato a Lanciano che era netto proprio su Ferrari, è stato proprio falciato davanti al primo palo, però non lo so. Si parlava del 4-3-3 del Lanciano, a me non mi è sembrato, perché ha giocato con una punta, era quasi un 4-4-1-1, 4-4-2, sulle fasce con Di Matteo, e quindi Di Matteo non è un'ala tipo piccolo che è incisiva dalla metà in su, è uno che fa tutta la vasca, però
È chiaro che ha caratteristiche completamente diverse. Mi è sembrato un Lanciano un po' con poca personalità, perché gioca troppo dietro e quindi poi deve fare delle ripartenze lunghe di 60 metri. E sa fatica la squadra e poi non ha, su davanti è un po' leggera perché non ha punte. Poi ci sono state due sostituzioni, praticamente si è tolto a Ferrari, non ho capito, è entrato Padoan, che, cioè, forse ci voleva un altro attaccante in più per recuperare 1-0. Certo. Invece, non lo so, forse sperava il mister che prima o poi, io non so adesso come sta la situazione della squadra, quindi certo, potrei anche dire delle cose. Però a livello tattico Lanciano mi è sembrato un po' troppo diciamo rinunciatario. Allora facciamo così, noi ci andiamo a vedere, intanto rivediamo una delle azioni sul finale che aveva fatto gridare al gol i tifosi frentani, ci andiamo a vedere il servizio della partita di Alessio Giancristoforo. Bari batte Lanciano 1-0, vediamo. Continua la maledizione del San Nicola di Bari per la Virtus Lanciano, che perde 1-0 contro la squadra di Davide Nicola. Non giocano male i rossoneri, ma la stitichezza sottoporta la troppa prevedibilità della manovra e alcuni avvicendamenti tardivi come quello di Lanini limitano i frentani. D'Aversa manda in campo un 4-3-3 che ben presto si tramuta in un 4-4-2 con Zé Edoardo a supporto dell'avanzato Ferrari. Il Bari non è e non fa nulla di trascendente, ma la qualità dei singoli a disposizione di Nicola farà la differenza al 90esimo. La stragrande percentuale delle conclusioni del Bari sono tutte dalla distanza. La prima è di Maniero al terzo, al quarto invece il turno di Valiani, ma la prima vera occasione della contesa è per la Virtus. Minuto 8, corner di Mammarella per la testa di Pucino che non inquadra lo specchio. Al 34esimo il vantaggio del Bari, palla per Maniero che è bloccata e può solo passare la palla a Valiani che non trova ostacolo alcuno, riceve palla e dal limite dell'area di destro disegna una traiettoria perfetta che non lascia scampo a Casadei alla Virtus Lanciano. A lamentarsi al 37esimo il Lanciano per un intervento che lascia più di un dubbio su Ferrari, ma anche in questa circostanza il fischietto Marini lascia scorrere. Sul finire di prima frazione di gioco è ancora pericoloso il Bari con Rosina che approfitta dello sbilanciamento dei rossoneri, ma la traiettoria dell'attaccante barese non inquadra lo specchio. Nella ripresa è più Bari, subito padrone di casa, pericolosi su corner con Casadei che interviene in due tempi, poi è il turno di Maniero all'11esimo che impegna in corner lo stesso Casadei. Iniziano i cambi, fuori Ferrari palesemente contrariato dalla sostituzione al suo posto Padoan, ma è ancora il Bari a rendersi pericoloso. Cross di Rosina in area di rigore per De Luca, sul quale si immola Aquilanti. Altri avvicendamenti per il Bari, è il turno di Sansone per De Luca, per il Lanciano dentro Crecco, fuori di Cecco, e al 32esimo fuori di Francesco, dentro Lanini. Proprio Lanini, nonostante 15 minuti complessivi in campo, si dimostrerà uno dei più attivi. L'esterno scuola Juve inventa un cross al centro dell'area che non viene agganciato da Padoan. Mammarella telecomanda una serie di palloni in area di rigore potenzialmente pericolosi, ma non vengono sfruttati come dovrebbero. Poi l'ultimo acuto della contesa è la punizione di Mammarella che dà l'illusione del gol. Una illusione in realtà che rimane tale e sembra ormai cronicizzarsi in casa Virtus a secco da 4 gare. Su questo aspetto deve lavorare certamente Roberto D'Aversa, magari provando anche altre soluzioni come l'innesto di Elio De Silvestro e dando più fiducia ad Eric Lanini, in attesa che Piccolo e Marilungo tornino a disposizione molto presto. Queste erano le immagini della partita, il servizio della partita. Mister, avevi citato prima sia la sostituzione di Ferrari che non hai capito, ma probabilmente non l'ha capita neanche lui, e l'episodio da Moviola, lo andiamo a rivedere, sì. Lo andiamo a rivedere perché lo ha selezionato per noi Andrea Costantini. Eccolo qua, eravamo al 37esimo, 38esimo, sì, del primo tempo, c'è questo contatto tra la gamba sinistra, Contini e Ferrari. Aspetta, vediamo, guarda lì, alza la gamba, vedi.
No, ha preso il piede, ha preso. Io beh, Edoardo, guarda, tu che sei un difensore. Guarda la scarpa rossa del piede dell'attaccante. Guarda contro, guarda il piede del difensore. Io molti, guarda molti, come molti, l'alza molti, la gamba, guarda. Molti. Vedi? Sì, non è che si può segare una gamba, vabbè, però oddio. Edoardo, aspetta, fammi chiedere ad un difensore però. Non lo so, ma... Sicuramente l'intervento in area era evitabile, il difensore poteva evitare di andare in scivolata, però come può darlo e come non può darlo? Comunque l'arbitro è un esordiente, mi sembra, è uno fresco. Sì. Andrea, tu come lo vedi il calcio di rigore? Io... ...di Roma 1, secondo... ecco, qui si vede, allora il contatto c'è quando Ferrari piega la gamba, cioè non è che il contatto... causa il piegamento della gamba e poi la caduta di Ferrari, è Ferrari che cerca il rigore, abbassa la gamba, prende, sta cadendo e poi successivamente c'è il contatto tra le due gambe, però il danno procurato effettivamente non c'è, c'è Ferrari che cerca il rigore, un altro arbitro magari ci poteva cascare, secondo me è stato bravo Marini a valutare e anzi a quel punto ci voleva la simulazione e quindi il giallo per Ferrari. Tu continui a non essere d'accordo. Ma io l'ho visto, no, io l'ho visto, non l'ho senti visto. L'ex Teramo di Matteo, tu hai detto è uno non abituato a fare proprio il piccolo della situazione, però in generale come l'hai visto? Va bene, ma soltanto che un giocatore che più che altro c'è una grossa resistenza alla velocità. Però non è incisivo come Piccolo. Piccolo ha caratteristiche diverse. Sì, è un'ala. È lui non è un'ala. Punta la porta. Lui è uno di quantità che fa tutto il campo, diciamo, fa le diagonali difensive, fa le diagonali offensive, però non è un'ala, insomma, come lo è Sansone, come lo è De Luca, come lo è... neanche Rosina è un'ala, insomma. Anche perché il Bari parla di 4-3, invece gioca quasi un albero di Natale, diciamo, prima, con due mezze punte. Rosina che gioca fra le linee e gioca una punta solo avanti, che è quello del Pescara, no? E quindi il Bari neanche mi ha fatto una grossa impressione, grande, diciamo, solo il gol è abbastanza sì, poi si è messo a fare possesso palla al secondo tempo perché gli bastava l'1-0 e forse anche lì mi sembra una, cioè una squadra del genere non può giocare sull'1-0 e mantenerlo fino alla fine. Certo. Ma il Lanciano comunque ha grosse difficoltà sull'avanti e ha fatto sempre pochi gol, ne ha subiti pure poco. Però è una caratteristica da sempre del Lanciano. Sì, però così, insomma, fuori casa se ne deve giocare le partite, perché con la classifica di un punto non è che ci vai lontano a cercare il punto. Oggi poteva rischiare un po' di più, secondo me, a mettere un altro attaccante, come poteva andare, perdeva 2-0, però poteva anche cercare una reazione alla squadra. Invece questo si è appiattito e allora il Bari giustamente vedeva che non pungeva. Che non attaccavano, no? E allora... si è messo a fare lo stesso palo. Perfetto, poi intanto di Serie B ovviamente continueremo a parlare dalle 20:30 in poi, ovviamente con l'occhio tutto puntato su Ascoli Pescara. E ovviamente per quanto riguarda i colori rossoneri della Virtus Lanciano vi do appuntamento a mercoledì sera, torna Virtus Style dalle 21 con Alessio Giancristofora e i suoi ospiti. Però adesso dobbiamo concentrarci per un attimo sulla Lega Pro, poi ovviamente avremo tutta la seconda parte dalle 20 alle 20:30, sarà solo Serie D. Mister, il Teramo in 4 partite ha annullato la penalizzazione. Ti aspettavi che ci mettessi un po' di più o un po' di meno? Io sul Teramo non lo seguo e non lo seguirò, quindi non mi voglio esprimere. Non ti vuoi esprimere, però allora ti faccio vedere il servizio. Vabbè. Teramo Lupa Roma 3-0 e a seguire il Savona che batte l'Aquila 0-1. Vediamo. Nel segno del 3. 3 come i ceffoni che il Teramo rifila alla Lupa Roma. 3 come i punti che mancavano per raggiungere l'agoniato 0 e togliere il maledetto meno in classifica. Ma soprattutto 3 come i minuti che servono a Mirko Petrella per spaccare la partita e indirizzarla sui binari del diavolo.
lui, il piccolo senatore, uno di quelli che c'è sempre stato, anche quando i riflettori si accendevano altrove. E lui adesso a prendersi il Teramo sulle spalle e condurlo via da quell'ultimo posto in cui per qualche ora lo aveva relegato il Savona con la vittoria del Fattori. E dire che Petrella dall'inizio non gioca, perché Vivarini cambia ancora e sceglie la coppia Moreo da Silva, che non fa male, anzi, perché l'airone Xentella costringe Mangiapelo a complicarsi un po' la vita al terzo, mentre i piazzati del brasiliano al 18esimo e al 35esimo fanno gridare due volte al gol il pubblico del Bonolis, costretto poi a ricacciare per due volte l'urlo in gola. La lupa è poca cosa, senza D'Agostino infortunato e con Di Michele in panchina, è Tulli l'unico che dà segnali di sé in una gara in cui i laziali sembrano quasi giocare a non prenderle. Il piano funziona, ma fino a quando si fa male da Silva in chiusura di tempo, perché al posto del sudamericano entra proprio il fantasista di Pratola, fa riscaldamento supplementare durante l'intervallo e la cosa deve aiutarlo parecchio, perché pronti via scappa a tutti e supera Mangiapelo con un lob morbido. Il Teramo va in vantaggio e la partita cambia radicalmente, almeno dal punto di vista psicologico, perché dopo 180 secondi il dribbling che inventa sempre Petrella è da applausi, ma l'azione nulla sarebbe se non fosse anche coronata da un altro tocco dolce che supera ancora Mangiapelo e chiude di fatto la partita con 40 minuti di anticipo. Il Teramo però è scatenato, passano altri sei giri di lancette e l'appoggio sbagliato di Cane libera il sinistro di Moreo. Prima rete in biancorosso per l'attaccante che mima l'airone come caracciolo e mette ancor di più in ghiaccio la gara. Da qui in poi è solo attesa del triplice fischio. La lupa centra il palo esterno con Pasqualoni, minuto 58. La sventola di Cecchini dall'altra parte, altra nota lieta in casa biancorossa, scalda i guanti di Mangiapelo. Petrella scatenato vorrebbe anche il 3 in chiusura. Massella, minuto 92, entrato da poco per Tagliarol, chiude troppo l'angolo e non inquadra la porta di Tonti, che rimane imbattuta per la prima volta quest'anno. E per il Teramo è una notizia buona, almeno quanto essere tornati a quota zero in classifica, con una vittoria netta e aver trovato, anzi, non aver mai perso, uno come Mirko Petrella, che già scalpita per la prossima partita, che arriva subito, si torna in campo mercoledì alle 15 con il Pisa di Gattuso. Vittoria doveva essere, ma vittoria non è stata. L'Aquila perde il delicato scontro diretto con il Savona e allunga a 4 la striscia di sconfitte consecutive. A pesare soprattutto è il gol a freddo ad inizio partita e l'espulsione poco più tardi che ha ridotto in 10 gli uomini di Perrone per tre quarti di gara. Nell'11 iniziale si rivede Anderson con Maccarrone al centro della difesa, a centrocampo Stivaletta e Manuel Mancini con Benzaglia in cabina di regia, in attacco la novità è la conferma dal primo minuto per Triarico con Ceccarelli pienamente recuperato, inizialmente spettatore dalla panchina. Pronti via e subito il colpo di scena, la regola dell'ex si staglia sul Fattori. Botta da fuori area, Zandrini risponde sui piedi dell'ex dal dente avvelenato Francesco Virdis, che sigla in tapini il vantaggio nella stessa porta dove realizzò con la maglia dell'Aquila il gol contro l'Ascoli nello scorso campionato. Subito in salita la partita degli aquilani, che poco più tardi restano in 10. Cocuzza battaglia con Anderson che lo stende in velocità, fallo da ultimo uomo e rosso diretto per il centrale inglese che va anzitempo sotto la doccia. Dopo lo sbandamento della prima mezz'ora, l'Aquila prova a crescere. Perrone inverte gli esterni e mette San Domenico a sinistra. Dal suo piede parte una conclusione che si spegne non di molto sopra la traversa. Nel secondo tempo cambia il tema tattico. L'Aquila in 10 forza alla ricerca del pareggio e non sembra che giochi con un uomo in meno. Il Savona si difende con ordine e agisce principalmente di rimessa. A suonare la carica per i rossoblù è il migliore in campo, Manuel Mancini, con un destro dalla distanza che viene spedito in corner da Falcone. Entra anche Ceccarelli che prova subito a far valere la sua classe. Gran giocata e conclusione a giro di sinistro, fuori di poco, alla destra del portiere del Savona. Finisce però così 0-1 il tecnico Carlo Perrone in sala stampa. Perrone alla vigilia aveva detto partite come queste i punti valevano doppio, quindi una sconfitta che vale pesantemente. Eh sì, dal punto di vista della classifica è molto pesante, perché comunque è una diretta concorrente
e quindi una sconfitta a casa è pesante. Abbiamo preso questo gol a freddo, poi ci abbiamo provato comunque, come è stato anche nelle altre partite, in tutte le altre partite che abbiamo disputato fino adesso, e anche oggi, rimanendo anche in 10, abbiamo fatto buoni 65 minuti in 10 contro 11. I ragazzi hanno dato tutto, hanno lottato, hanno cercato di schiacciare il Savona nella loro metà campo. A fine partita da segnalare un confronto pacifico tra una frangia della tifoseria e il DS aquilano Alessandro Battisti, che ai nostri microfoni non esclude la possibilità di nuovi arrivi in settimana dal mercato degli svincolati. Battisti, insomma, ci sono ancora due posti liberi, forse si opererà in questa settimana, ci potrebbero essere delle novità nel mercato degli svincolati per rinforzare la rosa e uscire da questo momento? Ma io non so se ci siano degli svincolati che possano farci fare un salto di qualità o comunque contribuire ad aumentare il livello di questa squadra. Noi dobbiamo, questa sarà una settimana importante perché dovremo lavorare con serenità, che al momento non abbiamo, però dobbiamo riuscire a crearcela. E queste erano le immagini, anche il servizio di L'Aquila Savona, oltre a quello di Teramo Lupa Roma. Ovviamente noi vi rimandiamo, come abbiamo fatto prima per la Virtus Lanciano, al nostro approfondimento il martedì sera Pro Teramo dalle 21 alle 21.45 e poi dalle 21.45 alle 22.30 Pro L'Aquila. Adesso ci vediamo gli altri gol della giornata di campionato. Partiamo con Ancona Maceratese, possono partire le immagini, eccole qua. Allora c'è il vantaggio dell'Ancona con il gol di Casiraghi al minuto 53, il pareggio della Maceratese, questo errore clamoroso che favorisce il piatto sinistro di Couco per la Maceratese, finisce 1-1. Arezzo Carrarese, vince la Carrarese 4-1 nonostante Capuano, Erpen, poi Ghiasi per lo 0-2 della Carrarese, l'Arezzo accorcia le distanze con Mariani al 79esimo, poi però all'89esimo ancora Ghiasi liberato dal servizio di un compagno di squadra, porta praticamente sguarnita, firma l'1-3, poi ancora Gnaure per l'1-4 a tempo scaduto, il Pontedera fa un sol boccone del Rimini 6-0, Cesaretti al quarto minuto, al settimo siamo già sul 2-0 grazie al gol del difensore Vettori, ancora Cesaretti al 41esimo, due volte, la seconda è quella buona, poi la volta di Scappini al minuto 48, il primo gol è questo qua, e poi al 55esimo la sua doppietta, la doppietta ancora di Scappini, bel gol al volo, e il gol del 6-0 è di Gavoci al 72esimo minuto, punteggio tennistico che costa la panchina ad Alessandro Pane, come detto. Vince di misura invece il Pisa contro il Tutto Cuoio grazie al gol di Lores al minuto 56, Lores Valdés. Questo è il suo gol e questa è la curva del Pisa. Passiamo a Pistoia, dove basta al 59esimo il gol di Sinigaglia per avere la meglio nel derby tutto toscano con la Lucchese. E infine il pareggio tra Sant'Arcangelo e Siena, 1-1, vantaggio di Sant'Arcangelo con Guidone. E il pareggio, eccolo qua, riproposto il gol di Guidone, il pareggio del Siena è con Mendicino, finisce 1-1. Questi erano i gol della Lega Pro Girone B, ci fermiamo per la pubblicità, non cambiate canale, continuate a scriverci, grazie a tutti quelli che ci hanno scritto, tra un po' leggeremo i vostri sms perché poi apriremo la pagina della serie D prima di Ascoli Pescara, a tra poco. Ore 20 di nuovo insieme con l'Abruzzo del Pallone, quinta puntata, leggiamo qualche messaggio, ne è arrivato uno fantastico, lo leggiamo con molto piacere, eccolo qua, Forcella, la bruttezza con te ci si è accanita, fai battute che fanno ridere solo te, Luzzi sei un fallito, Ferrante fate una cosa, prendete una scusa e andatevene tutti, l'unico salvato è Andrea Costantini. Vabbè, allora, io dico la sincera verità, sulla bruttezza posso darti ragione, nel senso che, vabbè, poi su prendere una scusa, l'unico che gli piace è Andrea, che mi sembra sia il più fortunato però di tutti. Però c'è un'inesattezza, perché Luzzi è scritto con due I.
Esatto, invece che scritto con una I. Va bene, va bene. Comunque salutiamo comunque tutti gli amici che ci seguono, a quelli a cui piacciamo e anche a quelli a cui non piacciamo, assolutamente. Però ci guardano, sì, effettivamente. Comunque, diceva un saluto comunque a tutti belli e brutti. Un saluto comunque. Diceva ancora è simpatico. Mister Ronci, non ti riesce proprio di vincere con le squadrette. Ennesima conferma che il Chieti ha bisogno al più presto di una punta forte. Ed in porta deve giocare Fatone. È inutile che mettete Diuff in porta perché è un under e il Chieti prende contributi. È troppo inesperto, oggi ci stava facendo prendere gol. Questo è un tifoso del Chieti, ovviamente. Ancora. Buonasera, un saluto in studio, grazie. La riflessione è questa, può essere che nelle passate stagioni una società a suo dire investe per vincere. Poi invece in questo campionato cambia totalmente, all'esterno una squadra che in Serie D lotterebbe per salvarsi con un budget irrisorio. Questi personaggi ora che si facciano da parte, comunque sempre forza L'Aquila, scrive nostro amico Massimiliano che salutiamo, tifoso dell'Aquila. Ancora. Mister Ronci, oggi abbiamo guadagnato un punto ma siamo sempre lì e non si riesce a fare sto benedetto salto di qualità. E visto che nei giornali dici che bisogna prendersela con te e non con la squadra, voglio chiederti come può il Chieti fare una partita così scialba a Pesaro? Va bene, andiamo avanti. Insomma, i tifosi del Chieti non sono particolarmente contenti dello 0-0 di questo pomeriggio. Forse si aspettavano il cosiddetto salto di qualità. Ancora. Presidente Pomponi, capisce che solo Dos Santos non basta, c'è bisogno urgente di una punta e a dicembre potrebbe essere anche troppo tardi. Potremmo già essere distanti parecchi punti, ovviamente questo discorso vale solo se lei vuole veramente vincere il campionato, altrimenti sia chiaro e dica che quest'anno serve solo per creare le basi per il prossimo anno. Ancora, salutiamo tutti i tifosi del Chieti e non solo, che ci seguono sempre, i tifosi del Giuliarova, i tifosi del Teramo, i tifosi dell'Aquila, i tifosi del Pescara, del Lanciano, insomma di tutte le squadre abruzzesi. Noi facciamo il tifo per le abruzzesi. Un saluto al più forte difensore di categoria, Ferrante, continua così, Steven Dabucchianico, lo conosci? No, ah, okay. Ma lo ringrazio comunque. Perfetto, ancora. Oggi a Pesaro squadra completamente abulica, non credo ci sia questa la strada giusta per restare in scia alla testa della classifica. Ragazzi, Nero Verdi e Mister Ronci, sveglia per piacere. Ok, sono finiti? Edoardo Ferrante, grande uomo e grande capitano, merita la Lega Pro, Armando da Martina Franca. Addirittura non da Martina ho la minima Franca. Idea. Eh? Non ho la minima idea di chi mi possa scrivere da Martina Franca. Però, arrivano complimenti, grandi complimenti, grazie. Va bene. Sono finiti i messaggi, allora io direi... Come Andrea? Potrebbe andare a Martina Franca, Edoardo, a giocare. Potresti andare a Martina Franca, però per il momento sei bene a Giulianova. Per il momento sto bene lì dove sto. Perfetto, allora a proposito del Giulianova ci andiamo a vedere il servizio della vittoria dei giallorossi. Ne è arrivato un altro. Da Bologna un in bocca al lupo a Ferrante e squadra. Grazie, Crepi. Da Bologna, da Martina. Da Bologna, Martina. Ok, ci andiamo a vedere il servizio della partita. Giulianova batte Esina 3-2, il servizio è di Paolo Renzetti. Vediamo. Gol ed emozioni al Rubens Fadini dove dopo 90 minuti combattuti il Giulianova supera per 3-2 una coriacea Jesina capace di recuperare due reti di svantaggio prima di subire il terzo gol locale. Si comincia in un clima teso e dopo una settimana pesante contrassegnata da contestazioni all'indirizzo della squadra ed in particolare del portiere Rossetti che non è più un giocatore giallorosso. In campo si affrontano due squadre costrette a fare il risultato per una classifica a dir poco anemica. La paura di perdere è palpabile. All'undicesimo si vede per la prima volta la squadra di Francesco Giorgini pericolosa con un colpo di testa al lato di Ken Dossè su angolo teso di Emili e il preludio al vantaggio griffato da Vita direttamente su punizione al tredicesimo con una conclusione secca che buca la barriera e non lascia scampo al giovane Cecchini. Al ventiquattresimo ancora Vita prova il bersaglio grosso mandando la sfera sopra la traversa, ma la squadra di casa per l'occasione in maglia blu è più che mai cinica e trova così al venticinquesimo il raddoppio con Sborgia che a tu per tu con Cecchini non sbaglia. Ma la gioia per il doppio vantaggio dura poco perché ci pensa Ragazzu, servito da Cardinali, a riaprire il match al 29esimo. I marchigiani ci credono e continuano a spingere anche se al 40esimo è l'ispiratissimo Giampaolo a chiamare Cecchini al salvataggio in calcio d'angolo prima del vero e proprio miracolo su Marini che a tu per tu con l'estremo biancorosso scarica sul portiere bravo a chiudergli lo specchio.
Nella ripresa la prima emozione è di Marca Giuliese con un tiro insidioso di Giampaolo che mette di pochissimo al lato. La gara è equilibrata rispetto al primo tempo, ci sono però meno spazi per gli avanti giuliesi che fanno più fatica ad avvicinarsi nell'area marchigiana. Dall'altra parte la Jesina spinge al 19esimo, trova così il pari con Tafani che di testa salta più in alto di tutti su perfetto calcio d'angolo di Frulla. Tutto da rifare per la squadra di casa che però al 25esimo con un perfetto pallonetto del neoentrato Mastrilli su uscita dissennata di Cecchini trova il 3-2 che vale 3 punti di platino e anche la pace con i tifosi. Giorgini, una vittoria importante, meritata, anche sofferta con la Jesina, era uno scontro diretto, questi 3 punti pesantissimi per la classifica, anche per il morale dopo quello che era successo in settimana. No, ma più caldo per il morale, quello durante la settimana sono cose che succedono in tutti i posti, anzi Giulianova non è successo niente di particolare, forse qualche ragazzo ha sbagliato dei nostri e quindi nel calcio dopo succede certe cose. Io lo dissi dopo la partita col Madelica, che durante il mercoledì avevamo un'altra partita importante, sono cose che si fa a livello di gioventù, è normale che dopo in certe situazioni succeda quello che succede, però non è successo niente di particolare. Per noi oggi è stata importante la vittoria, anche per i ragazzi, anche se sappiamo che per noi è molto dura. Fadini deve tornare ad essere il fortino inespugnabile di una volta, in casa comunque sono arrivate due vittorie importanti. Ma io devo ringraziare anche i tifosi, perché io la cosa che ho detto sempre ai ragazzi possiamo essere anche limitati, però ci dobbiamo mettere il cuore, la corsa, il Fadini ti aiuta, la dimostrazione si è vista oggi, a parte i ragazzi da curva dal primo minuto, ma anche la tribuna ha aiutato molto la squadra e va un mio ringraziamento anche da parte dei giocatori. Purtroppo, ripeto, quando sbaglia il portiere il 99% delle volte prendi gol, quindi, ma più che l'errore del portiere, che comunque è giovane, fino all'anno scorso insomma, giocava in un campionato inferiore, è il meno, più che altro ecco, gli altri errori commessi i primi 20 minuti è quelli che mi lascia più l'amaro in bocca. Insomma. Una volta riacciuffata la partita non dovevamo assolutamente rischiare più niente e male che andava dovevamo finire con un punto, insomma portare a casa un punto. Sono punti secondo me pesantissimi, importantissimi e rispetto alle altre sconfitte è la prima sconfitta che ci fa molto molto pensare agli errori che abbiamo commesso. Domenica prossima c'è il Fano. Sì, ma indipendentemente da chi viene domenica prossima, niente, sarà un ulteriore per noi insomma, scontro diretto con chiunque, anche se Fano, San Benedetto, insomma queste squadre qui dobbiamo per forza fare punti, dobbiamo cercare di vincere e tirarci fuori il prima possibile da questa posizione. Allora, abbiamo visto le immagini e le interviste di Giulianova Jesina. Edoardo, come detto, era una vittoria, intanto vedete... all'interno dello studio, nel monitor, le immagini che arrivano dallo stadio, eccole qua, le immagini che arrivano dallo stadio del Duca di Ascoli, dove tra poco inizierà Ascoli-Pescara alle 20:30, tra 20 minuti. Dicevamo, Edoardo, era una vittoria che oggi aveva un peso specifico, non dico doppio, ma più dei 3 punti valeva? Sì, sicuramente, sia perché abbiamo incontrato la Jesina, che è una diretta concorrente, sia per tutto quello che era successo in settimana. E dovevamo dare una risposta a tutte le polemiche della settimana passata e penso che la vittoria sia stata il modo migliore per far tornare una certa tranquillità in un ambiente che stava per esplodere. A proposito, quanta paura avete avuto nel momento in cui doppio vantaggio 2-2? Avete pensato per un attimo, accenti, nemmeno questo? No, è difficile perché in casa noi siamo consapevoli della nostra forza, sappiamo che il Fadini ci può dare tanto e quindi sapevamo che insomma, avremmo fatto di tutto per vincerla e ci siamo riusciti. Tre gol di ottima fattura, eccolo qua, questo è uno dei tre, anche Mastrilli, Sborgia, insomma questi sono ragazzi, è vero, molto giovani che però... stanno calando, si hanno delle qualità, perché si sono calati subito nella realtà della Serie D? Sì, questa è, per come la vedo io, una forte dimostrazione di gruppo, visto che hanno segnato dei ragazzi che magari hanno giocato di meno in queste ultime partite, si sono fatti trovare pronti, basti pensare a Mastrilli che è all'esordio, e a Sborgia che magari quest'anno ha trovato meno spazio rispetto all'anno scorso. Sì.
e quindi diciamo che niente, che il lavoro paga come ogni volta. Abbiamo sentito il mister parlare, insomma, di qualche, perché questa inevitabilmente è stata una settimana particolare per la piazza di Giulianova, per il fatto di Rossetti che ha rescisso il contratto con il Giulianova. Molto si è detto però probabilmente in maniera sbagliata o comunque non vera, perché per esempio c'è stato il comunicato dei tifosi in cui chiarivano una posizione che non è quella che è stata descritta con i tifosi che entrano nel residence, prendono i giocatori, li attaccano al muro, vero nulla. No, tu da capitano... Io devo spezzare una lancia a favore di questi tifosi, visto che sono passati agli occhi di tutti come dei criminali. In realtà non è assolutamente così. Loro magari hanno sbagliato ad andare lì, perché comunque sono gesti che non vanno giustificati, bensì condannati. Però insomma non hanno fatto niente di che, hanno spronato solamente la squadra a dare di più e in particolare Rossetti a rescindere il contratto, visto che era un elemento di disturbo nel gruppo. Sì. Anche perché ricordiamo che poi si richiedeva, era stato rimproverato con un atteggiamento più professionale poi sostanzialmente. Sì, sicuramente, fuori dal campo... Anche perché parliamo di un atteggiamento che è arrivato quando il Giulianova... era alle porte c'era un turno infrasettimanale, quindi non una settimana lunga in cui magari qualcuno può anche prendersi un po' più comodo, però c'è l'impegno e il mister aveva richiesto espressamente professionalità. Sì, esatto, l'analisi è perfetta come l'hai fatta tu, insomma, il mister ce l'aveva chiesto, poi dobbiamo essere, ognuno di noi deve essere consapevole del fatto che se esce a 3 giorni prima di una partita, ovviamente... avrà delle ripercussioni in campo. Certo. Quindi ormai questo è un episodio passato, un episodio chiuso, non c'erano più le condizioni per trattenere Rossetti, visto che ormai si era rotto qualcosa tra lui e la società, certo. E quindi penso che questa sia la fine migliore per entrambi. A proposito di te, tu hai anche fatto un post, lo facciamo vedere, insomma, perché lo abbiamo scovato, perché hai cercato anche di riportare l'attenzione sul campo, un po' lungo. Al di là dei comportamenti di alcuni tifosi, comunque sostenitori della squadra di cui faccio parte, mi sento in dovere di sollevarli da ogni responsabilità che gli è stata attribuita dai media negli ultimi giorni. A mio parere, infatti, è stata data un'enfasi alla vicenda esagerata rispetto all'effettiva portata degli ultimi accaduti. E qui in questo sono d'accordo con te, probabilmente la portata è stata esagerata proprio perché probabilmente la ricostruzione non era proprio quella veritiera. Senza necessariamente giustificare il comportamento di qualche tifoso, mi permetto di dire che questo è stato generato da mancanza diffusa di professionalità e di impegno da parte del calciatore al centro della polemica. Da giocatore, ma soprattutto da persona, spero che questa vicenda sia servita al diretto interessato come allo spogliatoio, perché questo può essere anche di insegnamento a tutto lo spogliatoio, a crescere e riflettere su come le singole azioni si riflettano sul bene comune del gruppo. Questo è quello che significa giocare di squadra. Vale, in mia opinione, la regola generale di non azzardare giudizi affrettati, evitando di puntare il dito contro chi, peraltro, la squadra la sostiene ogni domenica, quando non si vivono i fatti in prima persona. Questa vicenda, penso che ci manchi, spero che questa vicenda sia servita al diretto interessato. Ah no, scusami, ho sbagliato. Spero che questo post possa servire a far tornare i riflettori puntati solo sulla prestazione di domenica e sul campo, poiché penso che tutta questa vicenda abbia già distolto fin troppo la nostra concentrazione sull'obiettivo che è e rimane inevitabilmente uno solo, che è quello di vincere per arrivare a questa benedetta salvezza. Insomma, sì, è quello di fare più punti possibile per arrivare al nostro obiettivo, che è quello della salvezza. Senti, come ti trovi nelle vesti di capitano, quindi di uomo che deve comunque essere da esempio, da timoniere per i ragazzi che sono molto giovani? Sì, diciamo che per me è una sensazione tutta nuova. Poi fare il capitano in una piazza come Giulianova non è proprio semplice, basti pensare a quello che abbiamo passato questa settimana. Però comunque i ragazzi si sono messi a disposizione, di grandi, di over, diciamo che ne siamo 4-5, che poi di over stiamo parlando di ragazzi del 93, del 94, certo. Però comunque over. E quindi diciamo che loro si sono messi a disposizione, questi under si sono messi a disposizione nostra, ci stanno seguendo e speriamo che continuino a farlo, perché potremo toglierci diverse soddisfazioni. E il fatto di avere Francesco Giorgini in panchina aiuta un po'?
Sicuramente il mister è uno dei pochi che insegna ancora a giocare a pallone, quindi lui è abituato a giocare con i giovani. E sicuramente io sprono anche i ragazzi a seguirlo, visto che può insegnare davvero tanto. Mister, quante volte l'hai incontrato tu, Francesco Giorgini? Panchina. A prescindere siamo molto amici, ma gli auguro veramente di andare oltre la salvezza, perché, come ha detto giustamente Ferrante, merita tanto. Già il fatto che c'è una grossa responsabilità nella propria città ha preso una brutta gatta a pelare, però io gli faccio veramente un in bocca al lupo, perché se lo merita tutto. Però anche in questo il fatto di dire la situazione non è facile, però ci sono io, la prendo io in mano la situazione, perché chi sì, meglio vabbè, di me? Giuliano non può fare interregionale, parliamo questo di questo. Questo è poco ma sicuro. Quindi si deve svegliare la città e dare un grosso supporto al mister, perché insomma ha un passato troppo illustre Giuliano per ritrovarsi così, insomma. Assolutamente. Intanto comincia il riscaldamento delle squadre ad Ascoli, lo andiamo ad intravedere. Eccoli qua i giocatori del Pescara e anche quelli dell'Ascoli che si riscaldano. Queste sono le immagini che arrivano proprio dal Cino e Lillo del Duca. Come detto, il Pescara si schiera con tre punte, Caprari, Cocco e La Padula. Insomma, siamo curiosi di vedere come sarà questa partita molto sentita. Questo è un ex Giulianova, come Leonardo Perez, che adesso gioca con la maglia dell'Ascoli. Possiamo rientrare, perché ci andiamo a vedere in un altro servizio di un'altra abruzzese, purtroppo però sconfitta, la Miternina, che perde 3-1 sul campo della Folgore Verega. Vediamo. Terza vittoria interna consecutiva per la Folgore Veregra, la seconda in 8 giorni, sempre a danno di una formazione abruzzese. Dopo il Giulianova, a cadere sul campo di Montegranaro è stata la Miternina, unica squadra del raggruppamento a non aver mai ancora vinto in 7 gare di campionato. Eppure l'11 di mister Vincenzino Angelone, in tribuna per scontare la seconda delle 2 giornate di squalifica, era partito bene portandosi in vantaggio con il gol di Marco Tullio, ma poi ha subito l'azione costante degli avversari e il risultato di 3-1 finale non fa una piega. La Folgore ritrova Raparo in mezzo al campo tra i migliori assieme a Traini e a Cico, dal primo minuto anche Arcolai, mentre assente l'infortunato Sbarbati e Sacò dirottato in panchina. La formazione di Scoppito si presenta con un 4-3-3 iniziale che poi verrà modificato in corso d'opera. De Matteis punta centrale con Torbidone, D'Alessandris e Di Paolo a fare il lavoro sporco di copertura sul possesso palla avversario. Gara bloccata fino al 21esimo, quando Marco Tullio, lasciato solo di colpire di testa in piena area su una punizione calciata dalla sinistra, manda il pallone nell'angolo basso. Il pareggio dei locali è praticamente immediato al 26esimo ed è un regalo del portiere Merlini, che non trattiene un tiro dalla distanza di Raparo. I marchigiani alzano ritmo e baricentro, concedendo pochissimi palloni agli ospiti. Al 35esimo la partita viene ribaltata dai locali. L'azione parte da Gianlonardo, un mediano schierato a destra della linea difensiva, classe 1996. Il pallone arriva a Cico, che lo smista a centro area per Pedalino, che segna la sua terza rete stagionale. L'attaccante avrebbe poco dopo anche l'occasione per andare di nuovo in gol, ma si impappina sul più bello. A 2 minuti dal termine, l'estremo di casa, Marani, conserva il vantaggio, compiendo in pochi secondi 2 miracoli. Ancora una volta la Folgore dimostra di patire le palle inattive, visto che l'occasione la Miternina l'aveva creata su un corner calciato sulla sua sinistra. Gli abruzzesi, dopo quel vantaggio iniziale, appaiono smarriti, accusano il ribaltamento dei locali e nella ripresa le occasioni sono tutte per i giallo-bru di mister Zaini, che avrebbero anche modo di chiudere la pratica prima con Pedalino e poi con Padovani, ma la rete del definitivo 3-1 la sigla Nazziconi, che raccoglie un assist quasi dal limite per colpire Merlini. La Folgore Veregra a sorpresa si porta al ridosso della zona playoff, ma il vero obiettivo resta la salvezza senza passare dai playout. Per la Miternina la strada resta tutta in salita. Eh sì, strada in salita per la Miternina. Abbiamo visto le immagini della vittoria per 3-1. In gol anche Raparo, che tu hai avuto, cui sei stato compagno di squadra proprio a Giulianova, Edoardo. Sì, con lui mi ci sento spesso, praticamente ogni giorno. Ci siamo sentiti anche oggi a fine partita e sono contento per lui, insomma, per il gol fatto.
Io vi ricordo che noi, siccome andremo avanti fino alla fine di Ascoli Pescara e anche oltre, perché seguiremo in diretta le interviste, eccolo qua ancora una volta la curva dello stadio ascolano, quindi sarà un'edizione extra large dell'Abruzzo del Pallone, quindi per il momento noi ci stiamo per fermare qui perché dobbiamo iniziare con Ascoli Pescara, ma non vi preoccupate perché vi continueremo a proporre servizi ovviamente durante l'intervallo di Ascoli Pescara, tra l'intervallo e le interviste, quindi appassionati di Serie D, mano a mano che arrivano altri servizi noi ve li proponiamo. Potete continuare a scriverci al numero di SMS 392-623-7060. Allora andiamo a leggere i messaggi perché ne sono arrivati ancora e noi vi ringraziamo tantissimo perché noi, come avete visto, li leggiamo tutti, belli o brutti, li leggiamo sempre. Li leggiamo sempre e ci fa piacere leggerli perché vuol dire che ci seguite, ci volete bene e già solo per questo noi vi dobbiamo solo ringraziare. Petrella è da Serie B, scrive Claudio da Pratola e quindi è parte in causa però. Comunque sì, è un giocatore che veramente si sta mettendo sulle spalle il Teramo in questa prima parte di campionato. Ancora. Bravo Ferrante, nonostante tutti i problemi, riesce a mantenere la squadra unita. Tutta Giulianova è con te. Okay. Grazie, grazie. Ancora. Edoardo Ferrante, difensore di altra categoria. C'è chi come me lo dice da tempo, continua a crederci, siamo con te, scrive Roberto da Colle d'Oro. Non lo conosci? Lui lo conosco. Ah, lui lo conosce, lo saluti allora. Sì, lo saluto. Grazie Roberto, ancora. Forza Giulianova, forza ragazzi, con due cuoricini. Noi speriamo ovviamente che il Giulianova, come ha detto anche mister Ruzzi, possa non solo centrare la salvezza, anche qualcosina in più. Grande capitano, l'orgoglio di Giulianova. Sai che per una piazza come... essere definito l'orgoglio di una piazza come Giulianova è tanta roba, Edoardo. Sì, sì, indubbiamente. Ancora. Ma fate vedere la partita del Pescara, la seguiamo ovviamente, non possiamo farla vedere, magari potessimo, la seguiamo insieme, siamo insieme all'Abruzzo del Pallone, tra un po' cambieranno gli ospiti, il mister rimane con noi, ci sarà anche William Carosella, ci sarà Valerio De Carolis, ci sarà Andrea Costantini ovviamente sempre dalla redazione, sì Andrea. Farai il Ravezzani di turno? Io farò il Fabio Ravezzani di turno, sì, spero di fare un pochino meglio, però va bene. Ok, sono finiti? Presidente, manda via Ronci, ottima persona ma incompetente per questa categoria. Insomma, a Chieti pareggio non è andato molto giù, ma non solo io penso questo pareggio. Comunque noi speriamo di avere presto in studio Ronci e il presidente Pomponi. Ci pensa la Padula, Gianluca, fagli due pere. Forza diavolo, ovviamente tifoso del Teramo che non vede l'ora che la Padula segni proprio al Del Duca contro l'Ascoli. Sono finiti? Si parla di un avvicinamento del pilone calcio a Ferrante, potete confermare? Questo penso sia qualcuno che si è divertito. Ah, ok. Comunque noi non confermiamo, eh? No. Forza Giulianova, bravi ragazzi, avanti così, avanti. Sì, 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 sì. Mister Luzzi ha insegnato calcio e continui ad insegnarlo. Sei il numero uno, come spieghi tu il 4-3-3? Non lo vede nessuno, scrive Moreno Rocchi. Lo conosci? Grazie. Lo conosci? Sì, lo conosco. Ok. Sono finiti? Ancora. Grande risposta di questi ragazzi dopo una settimana difficile. Giulianova o si ama o si odia. Va bene. Sono tutti? Sono tutti. Va bene, sono le 20:25. Edoardo, ti faccio vedere il prossimo turno di Serie D, così lo commenti soprattutto per quanto riguarda il Giulianova. Poi, come vi ho detto prima, mano a mano che arriveranno i servizi, ve li proporremo durante questa ora e mezza e anche di più, due ore che saremo ancora insieme per seguire tutta Ascoli Pescara. Amiternina Isernia, Avezzano Campobasso, Chieti Monticelli, Fermana Castelfidardo, Jesina Fano, Agnonese Folgore Veregra, si va a Recanati, Edoardo, San Nicolò, Bispesaro, San Benedettese, Matelica. Faccio due domande. Dopo la vittoria di oggi, la San Benedettese aggancia il Fano, diventa la favorita numero uno? Favorita numero uno probabilmente no, bisogna ancora vedere il Campobasso che ruolo recita in questo campionato, perché penso che abbia la squadra sulla carta più forte e penso che il Fano reagisca subito domenica a Iesi. Seconda domanda, ovviamente Recanatese, squadra costruita per grandi traguardi che però
in questo momento sta un po' stentando. Esatto, diciamo. Stenta parecchio. Sì, la squadra c'è, sulla carta i nomi ci sono. Rincontreremo domenica l'ex Mariani, che è un giocatore che conosciamo tutti e sì, sappiamo la sua forza. Quindi sarà sicuramente una partita difficile, poi lì è un campo sempre difficile, hanno il sintetico e insomma la dovremo preparare. Ma che ti toccherà marcare, Miani? Sì, è un giocatore che conosco. Lo conosci? Sì, lo conosco. È un giocatore, diciamo, alla Inzaghi, è uno un po' sornione, sta lì, magari non tocca un pallone, dopodiché gli lasci uno spazio in area e fa gol. Va bene, in bocca al lupo Edoardo, ovviamente, in bocca al lupo a te, in bocca al lupo al Giulianova, è arrivato anche il timer perché tra poco ci siamo. Noi ringraziamo Edoardo Ferrante, gli facciamo in bocca al lupo a te, al Giulianova, ovviamente sperando di riavervi presto in studio, anche un po' più su in classifica, ce lo auguriamo. Speriamo. Noi ci fermiamo solo per un attimo perché poi inizia la seconda parte lunghissima dell'Abruzzo del Pallone, tutta su Ascoli Pescara, cambiano alcuni ospiti, voi continuate a scriverci e noi continueremo a seguiremo la partita insieme e poi negli intervalli vi proporremo anche tutto quello che è arrivato del campionato di Serie D Girone F. A tra poco! Serie B con te.it, il campionato degli italiani. E allora eccoci di nuovo insieme per questa seconda parte di questo Abruzzo del Pallone extra large. Ascoli Pescara è iniziata da 25 secondi. Do la buonasera di nuovo al mister Luzzi. Ciao mister. Poi ringrazio e saluto da forzapescara.com Valerio De Carlo. Ciao Valerio. Ciao Jacopo, grazie a te. E grazie, buonasera. William Carosella, ciao William. Buonasera a tutti. E allora, partita iniziata da pochissimo con l'Ascoli che in questo momento è in attacco. Innanzitutto, primo giro velocissimo sulla formazione. William, tre punte, ti piace? Cocco, Caprari, sì, la Padula. Sono galleoniano io, quindi praticamente mi piace tantissimo il 4-3-3. Poi mi piace Oddo perché fa praticare alla squadra un gioco, molti dicono, spregiudicato. No, è il gioco del calcio. A te piace Valerio? Assolutamente sì, non so se giochi dietro le punte o comunque faccia l'esterno, comunque credo che sia la scelta più giusta visto anche il centrocampo. Perché 4-3 è inutile che te lo chieda. Non lo so perché conoscendo la Padula, cioè non lo so se gioca con due mezze punte e una punta, cioè Caprari lo usa come ala, però la Padula non so se l'esterno si gioca. Lo scopriremo durante la partita. Do di nuovo la buonasera ad Andrea Costantini dalla redazione. Di nuovo Andrea, ciao. Ciao, ciao, ciao di nuovo. Vedo un bel mucchio selvaggio in studio. Esatto, mucchio selvaggio in studio. Andiamo adesso ad Ascoli perché faremo. Do la buonasera a Paolo Renzetti dallo stadio Cino e Lillo del Duca di Ascoli. Buonasera Paolo. Ovviamente con te faremo collegamenti da 3-4 minuti e poi commentiamo quello che è accaduto in studio. Ciao Paolo, buonasera. Ciao, a te. Jacopo, buonasera, buonasera, sì, grazie. Buonasera Jacopo, buonasera ai nostri amici in studio William e Valerio. Prendiamo la linea qui dal Cino e Lillo del Duca di Ascoli. 2 minuti nel corso del primo tempo, 0-0 tra Ascoli e Pescara. Ascoli in maglia bianco-nera, Pescara in maglia rossa, una tenuta inedita per la formazione di Massimo Oddo. Avete visto voi e avete parlato della formazione di Pescara, dei due schieramenti che andiamo a ricordare insieme brevemente a beneficio dei nostri telespettatori. Ascoli in campo con il 4-3-1 due l'anno in porta, Almici, Canini, Milanovic, Antonini in difesa, Giorgi, Pirrone, Bianchito a centrocampo, Grazzi e il trequartista Casia e Perez, le due punte. Per quanto riguarda la panchina della formazione marchigiana, c'è il secondo portiere Svetkautas, Pecorini, Carpani, Berrettoni, Cinaglia, Addae, Altobelli, Petagna, Bellomo, l'allenatore è mister Petrone, due ex giocatori del Pescara, uno è Antonini che quando era ancora molto giovane ha militato per una stagione
in maglia bianca-azzurra, e poi Svetkaukas che però non ha praticamente mai giocato con il Pescara nella stagione in cui ha indossato la maglia bianca-azzurra. A proposito del Pescara, Pescara che deve fare a meno di Zampano, Mandragora, Memusciai e Verre, si schiera con il 4-3-1-2 che potrebbe essere interpretato anche con un 4-3-3, anche se Caprari agisce leggermente qualche metro dietro le due punte Cocco e La Padula. Intanto osserviamo questo attacco del Pescara, non passa il pallone di Cocco, dicevamo 4-3-1-2, Fiorillo in porta, Piamozzi, Fornasier, Zuparic, Crescenti in difesa, Benalì, Bruno e Stelati a centrocampo, Caprari sulla tre quarti a Darmanforte, a Cocco e La Padula, panchina con Aresti, Campagnaro, Valotti, Boulevardi, Mitrisa, Cappelluzzo, Torreira, Forte e Malocu. Prima convocazione in stagione per Bruno, reduce dalla squalifica, gettato subito nella mischia vista l'emergenza a centrocampo per le contemporanee assenze di Mandragora, Memusciai e Berre. E prima convocazione e in panchina Malocu, classe 98, dunque appena 17 anni. Dirige l'incontro il signor La Penna di Roma 1, gli assistenti Cangiano di Napoli e Chiocchi di Foligno, quarto uomo Illuzzi di Molfetta. Serata piuttosto fredda ad Ascoli, terreno in discrete condizioni, sono presenti oltre 10.000 spettatori, tra cui 1.500 tifosi del Pescara che sono assiepati nella curva alla nostra sinistra, la curva nord del Duca, pienone in curva sud, quella occupata dai tifosi di casa, grandi coreografie da parte degli ultra delle due squadre. C'è da dire che il settore distinti è chiuso per lavori che sono in corso proprio in quel settore, ma c'è davvero una bella coreografia anche in curva nord dove ci sono i tifosi del Pescara. Il cronometro segna in questo istante 5 minuti nel corso del primo tempo, 0-0, non è accaduto praticamente nulla. Prima di restituire la linea allo studio, ricordiamo Jacopo che le due squadre sono reduci da due vittorie importanti, l'Ascoli per 4-0, successo rotondo in casa del Como, per il Pescara nell'ultimo turno, ricordiamo, la vittoria importante e meritata contro il Cagliari che oggi ha battuto il Cesena in maniera sicuramente rotonda e meritata. 5 minuti allo stadio Cino e Lillo del Duca di Ascoli, Ascoli 0, Pescara 0, voi la linea. Sì, Paolo, io ti volevo fare una domanda, c'è stata un'accoglienza particolare per Gianluca La Padula oppure no, è passato inosservato? Ma guarda, intanto c'è stata un'occasionissima del Pescara con questa conclusione di Caprari e il miracolo del portiere Lanni che in pratica è riuscito con i pugni a respingere. Pescara pericolosissimo in questa prima circostanza, poi non sono riusciti La Padula e Cocco a correggere il pallone verso la porta. Pescara dunque pericolosissimo dopo 6 minuti di gioco, dicevo, accoglienza per La Padula, ma non mi sembra che ci sia stata un'accoglienza particolare. Intanto c'è l'attacco dell'Ascoli, non riesce il filtrante di Perez in area di rigore per Jankto, dunque può ripartire il Pescara in avanti sul settore di sinistra proprio con Caprari, ancora il Pescara in possesso di palla, c'è un lancio nella zona di Cocco, fanno confusione i difensori dell'Ascoli, tiro di Cocco, il pallone che termina di pochissimo al lato della porta, difesa da Lanni, Pescara pericolosissimo per due volte in un minuto. Linea allo studio. Grazie Paolo. Allora, primi minuti, William, mi sembra Pescara che ha iniziato... Intanto devo dire che non è 4-3-3. Non è 4-3-3. Vabbè, 4-3-1-2. Però credo che Pescara stia... L'approccio è stato, diciamo, buonissimo, perché sta dominando attualmente, insomma, come inizio sicuramente positivo. Mister, sull'occasione di Caprari che si è trovato insomma in buona posizione, poteva forse golare un po' di più. Il tiro, il secondo palo, poteva fare gol, ha tirato un po' troppo centrale. Valerio, questo inizio come ti sembra? Ma proprio nelle corde di Massimo Oddo, il Pescara sta cercando di fare la partita, moduli a specchio, perché credo che anche l'Ascoli giochi con il 4-3-1-2 con Grassi dietro le due punte, e credo che il Pescara possa fare male, perché vedo che l'Ascoli sta lasciando anche un po' di spazi, soprattutto quando loro provano ad attaccare ripartono rapidamente con Benalì, ma devo dire che sta facendo anche una partita molto attenta a Bruno. Nonostante lui, credo che l'ultima partita sia stata a febbraio, se non sbaglio, partita, ha fatto 7 minuti, 14 minuti, quindi non gioca da parecchio tempo. Non gioca da parecchio tempo, però credo che possa dare
quella che cerca Oddo, cioè esperienza a centrocampo, perché comunque non credo che Bruno si sia dimenticato di giocare al calcio. Assolutamente no. Credo che possa essere una pedina importante per questa partita. A proposito dell'innesto di Bruno, che va a sostituire William, alcuni che non ci sono, ma come mai per la Serie A si ferma per le nazionali e per la B invece il Pescara? Attenzione intanto, Paolo! Sì, c'è stata questa azione pericolosa del Pescara con la Padula, che era riuscito in qualche modo ad entrare in area di rigore, a superare anche il portiere dell'Ascoli, poi è caduto a terra, ha chiesto il calcio d'angolo, non il rigore, ma il pallone è terminato sul fondo, l'ultimo tocco secondo l'assistente di La Penna è stato del giocatore biancazzurro, dunque rimessa per l'Ascoli. No, e invece ti dico che era assolutamente calcio d'angolo. È assolutamente calcio d'angolo, perché l'ultimo a toccare è stato Lanni in maniera anche abbastanza evidente. Quindi... E sì, tra l'altro l'assistente, che era ben piazzato, meglio di te e di me, ha visto male, ma Jacopo, permettimi di dire che l'inizio di gara del Pescara è stato sicuramente promettente. Ora attacca però l'Ascoli con Grassi sul settore di destra, ancora il tentativo di cross, un rimpallo ancora di Grassi, affrontato da due giocatori del Pescara, poi il traversone in area di rigore con il colpo di testa dei difensori del Pescara che cerca di portarsi in avanti, perde però un pallone con Cocco sulla tre quarti, rischia ora perché attacca ancora la formazione marchigiana con Grassi sempre sulla destra, ancora un tiro dalla distanza, la parata a terra sul tiro di Giorgi, la parata a terra di Fiorillo, quando i minuti sono in questo istante 11 nel corso del primo tempo, sempre 0-0 tra Pescara e Ascoli. C'è stata questa conclusione di Giorgi con la parata a terra del portiere Fiorillo. Ascoli che attacca dalla destra alla sinistra della nostra postazione, dunque sotto la curva ospite. Pescara che attacca invece sotto la curva dei tifosi dell'Ascoli. Pescara che recupera un pallone con Stelazzi a centrocampo, poi il controllo di Cocco, finisce per perdere il pallone Cocco e dunque può ripartire l'Ascoli in avanti. Io restituirei a te, Jacopo, la linea per qualche istante. Grazie Paolo. Dunque ancora 0-0. William, dicevamo, la Serie A si ferma, però il Pescara per impegni nazionali non ha Memuscià, non ha Mandragora, non ha Verre. Vabbè, sembra la solita storia, si parla tantissimo di questo problema. Però l'anno scorso, per esempio, per i playoff con il Bologna non c'era Bjarnason, diventa una sfortuna avere i nazionali. Quindi che significa questo? Che significa? Dimmelo tu. No, significa che le cose si fanno in maniera un pochino, in maniera superficiale, non tenendo conto veramente delle esigenze delle società e quindi delle difficoltà a cui vanno incontro nel momento in cui ci sono parecchi nazionali. L'anno scorso ne avevamo tantissimi e abbiamo dovuto rinunciare alle prestazioni di tantissimi nazionali e quindi diciamo che è un problema che soltanto le società, i presidenti possono risolvere facendo pressione sulla federazione. Torniamo da Paolo, perché poco fa c'è stata un'occasione per l'Ascoli, a te 5 minuti di cronaca. Sì, c'è stato questo passaggio in area di rigore dell'Ascoli con Cascia, che è riuscito solo a sfiorare il pallone, dunque poi sfera che è stata controllata dal portiere del Pescara Fiorillo. Ora è l'Ascoli che attacca sul settore di sinistra, la formazione bianconera che attacca ora a pieno organico con un pallone perso però da Perez, può ripartire il Pescara in avanti e c'è il contropiede della formazione biancazzurra con Cocco sulla tre quarti, pallone in area di rigore per la Padula che è stato anticipato in maniera millimetrica dal numero 27 della formazione marchigiana. Si tratta di Amici che ha seduto il pallone in fallo laterale, già effettuata la rimessa, il cross di Fiamozzi per il Pescara con ancora una rimessa laterale in favore della formazione biancazzurra. Fiamozzi impiegato questa sera al posto di Zampano, che non è al meglio, è stato convocato l'ex difensore del Crotone, ma è andato in tribuna perché evidentemente non avrebbe potuto supportare la squadra neanche con un ingresso a partita in corso, proprio perché non in buone condizioni. Intanto è sfumata questa azione offensiva del Pescara, attenzione Fiorillo con i piedi, pallone per Fornasier con gli attaccanti del Perez in particolare minacciosi, può ripartire ancora in avanti la formazione biancazzurra con Fiamozzi, il lancio per Cocco, poi sbaglia, poi Bruno, il servizio per la Padula, in area di rigore la Padula che viene anticipato all'ultimo istante da Almici proprio nel momento in cui stava cercando di andare a concludere, poi termina a terra la Padula. Ci sarebbero secondo noi gli estremi per il calcio di punizione, invece l'arbitro La Penna di Roma si lava le mani e assegna la rimessa dal fondo
in favore dell'Ascoli. A noi era sembrata azione fallosa quella ai danni dell'ex attaccante del Teramo, che ovviamente questa sera ha grandi motivazioni contro la squadra che milita nel campionato di Serie B proprio al posto del Paolo, Teramo. Paolo, chiediamo subito, sì. Chiediamo subito al mister, era fallo? Ma no, quale? Questo sulla Padula? No, non era fallo, secondo me no. Ma però si vede che ha delle motivazioni. Io sto dicendo che la Padula può fare male perché la difesa dell'Ascoli è molto lenta. È lenta? Lui è molto agile, quindi molto rapido. E può fare male, perché se non ci mette rimedio l'Ascoli prima o poi il gol glielo fa. Però quello che deve sto attendo il Pescara a Grassi pure, perché deve avere una marcatura un po' più sia con gli interni di centrocampo e sia con Bruno, e tenere la difesa un po' più alta. E quello che sto vedendo, le discese dei difensori Pescara e neanche dell'Ascoli, gli esterni che nel classico modulo a rombo, quelli che fanno male più di tutti sono le discese degli esterni bassi. Però non ne vedo discese dei difensori. Certo Oddo sta un po' più calmo perché sa che sull'avanti c'ha tre attaccanti, insomma è chiaro che non è che ci prova tanto, ma l'Ascoli che gioca in casa potrebbe... No, prego, mister. Potrebbe anche spingere, perché con rombo, giocando con rombo le fasce bisogna sfruttarle, certo. Perché i tre centrocampisti devono scivolare per coprire, e quindi con i cambi di fronte può anche fare male il Pescara, insomma, ecco. Però attendo a Grassi, perché io lo conosco l'anno scorso, le punizioni in particolar modo, il mancino, e c'è un bel calcio, cioè. Valerio, prime reazioni su forzapescara.com quali sono? Ma guarda, leggendo un po' i commenti che arrivano ovviamente in tantissimi, la sensazione è quella della partita col Bari, in molti la stanno evocando, sì, perché dice stiamo giocando, stiamo tirando in porta, però siamo sempre lì a non avere... il vantaggio in questo momento, anche perché a onore del vero poi magari poi finiamo su Striscia la Notizia con le gufate, però solo il tiro di Giorgi con la parata di Fiorillo, per il resto credo che sia stato solo il Pescara, il tiro di Cocco, Caprari e la Padula, tutti e tre il tridente d'attacco credo che stia funzionando al meglio, e credo, e come dicevo prima, che Bruno anche quando ha servito quella palla ha fatto capire che c'è, e soprattutto sto notando una differenza delle altre gare, perché abbiamo detto Zampano non c'è, vedo Fiamozzi molto propositivo, quindi spero che faccia una gran partita questo ragazzo, che credo sia molto talentuoso, e la Padula ovviamente che ha tanti stimoli, lo stava dicendo, ne stavamo parlando prima della diretta, molti di Teramo lo hanno contattato, sì, sulla pagina Facebook, la collega Ania me la stava raccontando. Sì. Comunque Caprari sta giocando fra le linee, taglia sempre dall'esterno fino verso l'interno, e che è la superiorità numerica sul mediano loro. Calcio di punizione per l'Ascoli, andiamo al Del Duca, Paolo. Sì, già battuto il calcio di punizione con l'Ascoli che manovra ora sulla tre quarti di campo del Pescara con Pirroni, pallone sulla destra controllato da Perez, ancora in avanti un cross, pallone poi per Giorgi in area di rigore, l'anticipo di Bruno di testa, può ripartire Pescara in avanti con Crescenzi, attacca la formazione di Massimoto sul settore di sinistra, ancora però un pallone perso dal Pescara con Caprari, e dunque può riportarsi in avanti l'Ascoli, che guadagna anche una rimessa laterale quando i minuti sono 16:58 nel corso del primo tempo. Siamo entrati ora nel corso del 18esimo, una comodità quella di avere due cronometri qui dietro le porte dello stadio del Duca di Ascoli, che dunque ci permettono di avere il tempo e il minutaggio davvero al secondo, una comodità che non è presente, bisogna dirlo, in tutti gli stadi. Dicevamo invece delle presenze questa sera sugli spalti, oltre 10.000 spettatori, davvero tanto pubblico per questa sfida che è un vero e proprio derby, nonostante stiamo parlando di due squadre di due regioni diverse. Intanto l'Ascoli ancora in avanti, c'è stato un traversone, la ribattuta dei difensori del Pescara, ma è ancora Grassi, il servizio per Giorgi, il traversone di Giorgi in area di rigore, colpo di testa del numero 21 Cacian, colpo di testa
centrale di Cacia, non ci sono stati grossi problemi per Fiorillo, ma Cacia, nonostante fosse marcato, è riuscito comunque a spizzicare il pallone di testa, anche se non è riuscito a dare potenza alla sua incornata con il pallone controllato senza problemi dal portiere Fiorillo. Siamo nel corso del 19° minuto, nel corso del primo tempo, scusate il gioco di parole, sempre 0-0 al Del Duca fra Ascoli e Pescara, dicevo derby, nonostante si stia parlando di due formazioni, di due regioni diverse, ma la rivalità tra Ascoli e Pescara è targata davvero dura da tantissimi anni e soprattutto c'è una grande rivalità, perché spesso le due squadre si sono affrontate dando vita a partite molto molto belle, anche da un punto di vista proprio delle emozioni e della tensione agonistica. A tal proposito, a proposito di tensione, bisogna dire che, per quanto siamo riusciti a sapere, Jacopo, prima dell'inizio della gara, non ci sono stati particolari problemi di ordine pubblico prima della partita, e questa è sicuramente una cosa importante, perché questa era e resta una partita ad alto rischio proprio per la grande rivalità esistente fra le due tifoserie. C'è intanto un calcio di punizione in favore del Pescara per un fallo commesso da Pirrone su Caprari. Si rialza l'ex giocatore della Roma, Pescara che può battere un calcio di punizione, siamo proprio a ridosso dell'anello di centrocampo, e Bruno che si incarica della battuta, dicevamo il rientro dopo alcuni mesi di squalifica per il giocatore nativo di Benevento, che può oggi giocare grazie anche alle assenze di tre centrocampisti. Pescara in pratica costretto, a causa di queste scriteriate regole che non permettono più di rinviare le partite quando ci sono giocatori nazionali impegnati, Pescara che deve fare a meno in una sola volta di tre giocatori, tutti di un reparto, ovvero del centrocampo, in riferimento a Berre, Mandragora e Memusciai. Pescara ancora che manovra con Selassie, anche lui in campo per la prima volta dal primo minuto in questa stagione, per i motivi di cui stavamo parlando qualche secondo fa. Pescara che ancora attacca, ma c'è un lancio sbagliato di Fornasier per Crescenzi, con il pallone troppo alto che termina in fallo laterale. Sono 21 i minuti in corso nel primo tempo qui al Cinellillo del Duca di Ascoli. Ascoli 0, Pescara 0, linea allo studio. Grazie, grazie Paolo. Tra le altre cose hai citato Memusciai, oggi vittoria per la sua Albania 3-0. William, abbiamo visto prima l'opportunità per Cacia, occhio perché Pescara deve fare la partita, può fare la partita a tutti i mezzi per vincerla, ma dietro ci vuole sempre molta 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 attenzione. È chiaro, questo è un derby, quindi qualsiasi risultato può essere quello prevedibile, quindi sì, bisogna stare attenti come in tutte le partite, per la verità. Ti sembra un po', come dicevano i tifosi su Forza Pescara, un po' la partita di Bari? Guarda, sì, sostanzialmente sì, anzi credo che stia giocando meglio il Pescara. Però, rispetto a Bari, anche meglio. Ho visto la partita del Lanciano oggi a Bari, 20.000 spettatori, una cosa incredibile, c'è un entusiasmo, una... diciamo anche una qualità da parte di... però il Lanciano ha giocato bene, solo che non punge davanti, quindi il Lanciano deve provvedere a far sì che poi le azioni vengano concluse. Ok, azione sfumata per l'Ascoli, torniamo al Del Duca, Paolo. Sì, 22° in corso, 0-0 fra Ascoli e Pescara, da qualche minuto più Ascoli che Pescara, dopo l'inizio sicuramente tutto di marca bianca-azzurra, con le occasioni che abbiamo raccontato in diretta qui da Ascoli per Caprari, La Padula e Cocco. Pescara che avrebbe meritato il vantaggio, ma Pescara che ancora una volta, come era accaduto in altre circostanze, bisogna dirlo, perché si parlava della partita di Bari, ha peccato di precisione in avanti, soprattutto di concretezza, perché per le azioni avute, per la pericolosità di queste azioni costruite dai ragazzi di Massimo Oddo, il Pescara avrebbe sicuramente meritato il vantaggio. Invece siamo ancora sullo 0-0 quando abbiamo superato la metà di questo primo tempo. Siamo infatti al 23° minuto in corso di questo primo tempo, 0-0 in questa gara in terra marchigiana, prima serata autunnale anche in terra ticena, dopo il caldo dei giorni scorsi, la pioggia proprio delle ultime ore, tra l'altro
rende sicuramente pesante, allentato soprattutto in alcune zone il campo. Intanto serviamo questo attacco dell'Ascoli con Cacia, il controllo dell'ex attaccante del Bologna, si gira, poi il tiro ribattuto e può ripartire il Pescara che guadagna un pallone con Caprari, il contropiede della formazione biancazzurra questa sera in maglia rossa, pallone per Cocco, poi all'indietro ancora per Caprari, un rimpallo, ancora Caprari che vince il rimpallo, si porta in avanti, termina a terra e c'è la prima ammonizione ai danni del giocatore che ha commesso il fallo, si tratta, dovrebbe trattarsi di Grassi, giocatore con il codino che è facilmente riconoscibile, dunque primo giocatore a finire sul taccuino del direttore di gara, si tratta di Grassi per questo fallo sul giocatore del Pescara, dunque il gioco è fermo, ci sarà un calcio di punizione in favore della formazione biancazzurra, mentre si fanno sentire tantissimo anche i tifosi del Pescara, 1371 i biglietti venduti ufficialmente, ma sicuramente ci ne sono, ci sono più tifosi almeno per quel che ci riguarda, anche perché abbiamo visto diverse decine di tifosi del Pescara anche in tribuna, dove abbiamo visto tra l'altro uno a fianco all'altro il sindaco di Ascoli Piceno Castelli e l'ex sindaco di Pescara Luigi Albore Mascia. Punizione per il Pescara, sul pallone è proprio Gianluca Caprari, siamo comunque lontanissimi, a circa 35 metri dalla porta, difesa da Lanni, vediamo se Caprari tenterà la battuta diretta in porta, tre giocatori dell'Ascoli in barriera, mentre siamo giunti al 25esimo minuto, sempre 0-0, la battuta di Caprari, anzi la Padula, scusate, il tiro di La Padula con il pallone che termina sopra la traversa e La Padula si è beccato i fischi dei tifosi dell'Ascoli, tra l'altro ovviamente La Padula anche con le dichiarazioni degli ultimi giorni sicuramente ha ancora di più reso interessante questa partita, dicendo per me è una partita particolare per quello che è successo l'anno scorso, ed è chiaro che ogni qualvolta, come è accaduto in questa circostanza, tocca il pallone ci sono fischi copiosi per l'ex attaccante del Teramo che sta giocando una ottima gara anche fino a questo momento in terra piscina. Dunque segniamo sul nostro taccuino questa punizione di La Padula dai 35 metri con il pallone sopra la traversa, e quando sono trascorsi 26 minuti nel corso del primo tempo con il Pescara ancora in possesso di palla, restituiamo la linea allo studio. Grazie Paolo, leggiamo qualche messaggio che arriva da casa con l'ausilio di Maurizio Daqui, grazie a tutti quelli che ci scrivono e ci hanno scritto, che ci continuano a scrivere. Biancazzurri oggi vincenti dalla Serie D alla Serie B, dai La Padula facci un gol. Intanto tra un po' torniamo da te Paolo per questo calcio d'angolo del Pescara, ne leggiamo solo un altro e poi ancora ad Ascoli, forza Pescara, vinciamo 3-1, tripletta La Padula e gol dell'Ascoli, Perez sta giocando bene, il Pescara che ne pensate? Siamo d'accordo, calcio d'angolo ancora ad Ascoli, Paolo Renzetti, Paolo. Sì, calcio d'angolo per il Pescara, ammucchiata di uomini in area di rigore dell'Ascoli, siamo proprio sotto il settore occupato dai supporters marchigiani, la battuta, pallone in area di rigore, esce con i pugni Lanni che riesce a rinviare, poi il rinvio perfezionato da Almici, ancora una volta pericoloso il Pescara anche sugli sviluppi di questa azione di calcio d'angolo, Pescara che è ancora in avanti sul settore di destra con Fiamozzi, questo campanile in avanti non proprio azzeccatissimo, con l'uscita senza problemi del portiere Lanni sulla corrente Cocco. Ora il Lascoli che avanza con Giorgi che serve sul settore di destra un compagno di squadra, si tratta di Pirrone, pallone ancora all'indietro, attacca la formazione marchigiana, ora il pallone sulla sinistra, dalla parte opposta per Antonini, ex biancazzurro, l'ex giocatore del Milan, all'indietro per Cacia, poi ancora il pallone all'indietro per Pirrone, questo tiro sporco di Pirrone, nessun problema, nessuna particolare problematica per Fiorillo che ha controllato il pallone e ora si appresta ad effettuare il rinvio. Tra l'altro, Jacopo, è giusto anche ricordare che questa sera sono in campo nell'Ascoli due giocatori che in estate erano stati seguiti molto intensamente dai dirigenti del Pescara, ma più che seguiti, richiesti, e stiamo parlando di Giorgi e di Cacia, che poi per motivazioni che a molti sono sfuggite hanno preferito declinare le richieste del Pescara, ma attacca ora la formazione marchigiana, c'è ancora un cross completamente sballato questa volta di Pirrone con il pallone che termina direttamente sul fondo, dunque quando siamo giunti al 28esimo minuto nel corso del primo tempo non ci resta che ribadire il parziale qui da Ascoli 0
Delfino Pescara 0, meglio il Pescara in generale, soprattutto per le occasioni costruite, ma dopo l'inizio davvero promettente, ora da qualche minuto c'è più equilibrio, promettente per il Pescara, ovviamente c'è più equilibrio con l'Ascoli che cerca di rendersi pericoloso, soprattutto con conclusioni dalla distanza come in questo istante, ma come è accaduto pochi secondi fa, anche se la mira non è stata delle migliori. Ora un pallone controllato dalla Padula, il pallone poi toccato da Caprari, che non riesce però a portarselo in avanti con il controllo dopo l'arrivo anche di due difensori dell'Ascoli, del portiere Lanni, che ora rimette il pallone corto con le braccia. Sono 29 minuti di gioco qui a Ascoli, ribadisco il parziale 0-0 tra Ascoli e Delfino Pescara lì nello studio. Grazie Paolo. William, sei d'accordo? Facciamo un piccolo giro. Dopo una fase iniziale molto promettente della partita, adesso il ritmo sembra un po' calato, anche perché... Sì, però le occasioni migliori le stiamo avendo noi. L'Ascoli mi sembra una squadra un po' senza... quasi quasi senza schemi, perché giocano così di rimessa, senza essere compatti, senza essere... diciamo una squadra che possa poi far male. Quindi prima ha ammonito Grassi per un fallo da dietro, hai notato una cosa che io noto spesso, fallo da dietro falciato, arriva il cartellino, sì, e c'è, sì, vabbè, anche la presunzione di lamentarsi. Ma io credo che la transagonistica purtroppo incide sui comportamenti dei giocatori, perché meravigliarsi di un cartellino quando sei consapevole di aver fatto un fallo da dietro, che sarebbe punito anche in maniera più severa, e mi pare che veramente c'è da meravigliarsi che questi giocatori facciano. Poi l'arbitro deve essere aiutato, perché se si nega anche un fallo del genere, un comportamento del genere da parte dell'arbitro, che ammonisce un giocatore che fa fallo da dietro, e certo non viene aiutato, l'arbitro può anche sbagliare poi, certo, con alcune occasioni. Calcio di punizione da ottima posizione per il Pescara. Torniamo ad Ascoli, Paolo Renzetti, racconto di questo calcio piazzato. Sì, calcio di punizione per il Pescara, siamo un po' più avanti, forse 2-3 metri rispetto alla punizione battuta qualche minuto fa dalla Padula. Vedremo se sarà ancora l'ex giocatore del Teramo ad incaricarsi del tiro dalla distanza. Crediamo proprio di sì, vediamo che va a sistemare il pallone, vicino a lui c'è Bruno, si è allontanato, si sono allontanati altri giocatori, ma potrebbe esserci anche una conclusione a sorpresa. Però vediamo che la Padula con le braccia sui fianchi, dovrebbe essere lui proprio ad incaricarsi della battuta, proprio di questo calcio di punizione, quando abbiamo superato da 15 secondi la mezz'ora di gioco nel corso del primo tempo. Davvero bello questo derby tra Ascoli e Pescara, fino a questo momento è mancato solo il gol, vantaggio che avrebbe sicuramente meritato più il Pescara che la formazione di Petrone. Punizione per la formazione bianca-azzurra, vediamo, non tira la Padula, tira il numero 19 Cocco, ma c'è la doppia respinta della barriera marchigiana con il pallone che termina in fallo laterale. Ci sarà la rimessa per il Pescara. A proposito di Cocco ancora a secco di gol quando siamo giunti alla settima giornata. È chiaro che questo è un aspetto da non trascurare, ma neanche da ingigantire, perché sappiamo che per gli attaccanti in un campionato possono esserci periodi positivi e periodi meno positivi. Cocco ha dovuto convivere quest'estate con un infortunio che sicuramente ne ha condizionato la preparazione. Oggi non è ancora al meglio della condizione, ma è chiaro che un gol sarebbe importantissimo sia per il morale ma anche proprio per i numeri del Pescara. C'è intanto questo attacco della formazione biancazzurra, questo cross di Crescenzi con il rinvio di Antonini, ma è ancora il Pescara che manovra sul settore di sinistra. Ora è Bruno in possesso di palla che scambia con Ransford Selassie, pallone all'indietro per Fornasiera, avanza il Pescara, il servizio per la Padula, ancora Selassie, pallone ancora all'indietro per Fornasiera, osserva lo schieramento dei compagni, poi lascia Fiamozzi, ancora il difensore ex del Varese che sta per combinare un pasticcio, poi recupera la sera la formazione biancazzurra con Benalì che si è visto poco fino a questo momento. Ancora il Pescara con questa ragnatela a centrocampo, pallone poi per Cocco, il servizio che non passa per la Padula, un recupero non sappiamo fino a che punto volontario di Antonini,
altrimenti sarebbero stati guai per l'anni. Ancora il Pescara che cerca di portarsi in avanti, ma c'è questo rinvio svirgolato di Telati che spedisce il pallone in fallo laterale. 32-10 ad Ascoli, 0-0 tra Ascoli e Pescara. Stavamo notando prima anche con alcuni colleghi la differente abbigliamento di Petrone, tecnico dell'Ascoli, che di recente ha rinnovato il contratto fino al 2017, e di Massimo Oddo elegantissimo, giacca e cravatta e soprabito, in tuta invece l'allenatore campano della formazione marchigiana. I minuti sono 33, gioco è fermo, calcio di punizione per il Pescara, già battuto, serviamo l'attacco della formazione biancazzurra, poi restituiremo la linea allo studio. Chiamozzi, questo traversone che non riesce a raggiungere nessun biancazzurro, ma poi è Benalì che arriva per primo sul pallone, ancora Caprari, pallone in area di rigore per ancora giocatore del Pescara in avanti, era la Padula, era terminato a terra, poi anche c'era sembrato Benalì, ma il direttore di gara ha segnato un calcio d'angolo, si è accesa anche una mischia in area di rigore dell'Ascoli, perché dopo le proteste dei giocatori del Pescara c'erano state le controproteste dei giocatori dell'Ascoli, soprattutto all'indirizzo dell'arbitro, per una presunta simulazione proprio da parte degli avanti biancazzurri. Certo è che si riprende con un calcio d'angolo il terzo tiro dalla bandierina per la formazione biancazzurra, che attacca ora da qualche minuto, è tornato ad attaccare con una certa insistenza quando siamo giunti al 34esimo in corso, sempre allo stadio del Duca di Ascoli. 0-0 tra Ascoli e Pescara, la battuta di questo calcio d'angolo è arrivato in fisso del direttore di gara, il rinvio corto, pallone ancora, il traversone con la sfera controllata dal Chiamozzi, è stato il tocco del giocatore pescarese, con la parata senza grossi problemi del portiere Lanni. In pratica Chiamozzi si è visto rimbalzare il pallone davanti, ha dovuto tirare in gran fretta e non nelle migliori condizioni di coordinazione, non ci sono stati problemi per l'estremo marchigiano. Ancora il Pescara che cerca di portarsi in avanti, chiedono un fuorigioco ai giocatori dell'Ascoli, lascia proseguire il direttore di gara. Può ora ripartire la formazione marchigiana, linea allo studio. Grazie Paolo, mister, non era calcio di rigore, no. Abbiamo rivisto il contatto, contatto regolare. Cosa succede Paolo? Sì, c'è stata un'occasione per l'Ascoli con Cacia, ma la difesa del Pescara è riuscita alla men peggio a rinviare. Ora la formazione marchigiana ancora in avanti con una rimessa laterale effettuata da Antonini per Grassi, pallone ancora all'indietro, perdono il pallone i giocatori dell'Ascoli, può ripartire il Pescara avanti. La Padula generosissimo, gioca da tutte le parti del campo, in attacco, a centrocampo, in difesa, e c'è proprio un contropiede della formazione biancazzurra sul settore di destra con la Padula, scatenato l'ex giocatore del Teramo, entra in area, effettua un traversone, questa volta sbagliato, pallone che non riesce ad arrivare a Caprari, ma sbagliano anche i giocatori dell'Ascoli. Poi Crescenzi dalla distanza prova il tiro a sorpresa con la sfera che termina direttamente sul fondo. 36esimo in corso, 0-0, okay. Giro studio. Dicevi, sì, William? In una difficoltà enorme l'Ascoli proprio. Sì, vero. Grazie, ma non per carenze loro, ma perché stiamo giocando benissimo noi, benissimo. Anche sugli esterni di difesa, sia Chiamozzi da una parte che Crescenzi dall'altra. Sì, stanno, diciamo, stanno attaccando. Stanno proponendosi, e quindi stavo dicendo prima, diciamo lui, che manca il Fiorillo che vada a tirare in porta. È in forte, e poi ci hanno provato tutti. Diceva lui, per i primi 10-15 minuti non sono visti i difensori di fascia a scendere, gli esterni, che nel rombo sono fondamentali perché hanno tutto lo spazio. Però sto notando che Caprari, diciamo, giocando da esterno, quasi da ala tornante, però poi taglia dentro, lui sta facendo in pratica il trequartista, perché le due punte sono Cocco e la Padula. Però ecco, secondo me quando il Pescara attacca dovrebbe accorciare un po' di più la difesa e non dare la profondità all'Ascoli. E naturalmente facendo un fraseggio dietro un po' più veloce il Pescara può risucchiare giù l'Ascoli e cercare dello spazio alle spalle della difesa dell'Ascoli, così la Padula e il Cocco possono sfruttare quelle praterie lunghe, perché sono molto lenti dietro. Quindi diciamo l'effetto spugna, ecco, di risucchiarli dietro con fraseggio e poi dare le palle in verticale. Assolutamente. Valerio, tra un po' vengo da te, però prima seguiamo il calcio d'angolo per il Pescara, minuto 37, Paolo a te. E sì, c'è questo calcio d'angolo del Pescara scaturito dall'ennesima azione offensiva della formazione biancazzurra, e Gianluca Caprari che si porta proprio nella zona della bandierina per la battuta di questo calcio d'angolo. Vedremo se ci sarà
il servizio per Benali, che mi sembra si aggiri da quelle parti, o la conclusione verso l'area di rigore, e così pallone in area di rigore, colpo di testa di Perez, perentorio che allontana, e ora può partire il contropiede dell'Ascoli, c'è il fallo commesso da Crescenzi che viene ammonito perché stava partendo in contropiede Cacia. Pescara che deve stare attento quando batte i calci d'angolo, perché anche a Bari, anche in altre circostanze, ha rischiato il contropiede della formazione avversaria, perché quasi tutti i giocatori di Oddo erano in avanti, stava accadendo anche questa volta, e non ha potuto far altro Crescenzi che commettere fallo e prendersi il cartellino giallo. Dunque, dopo Grassi, a finire sul taccuino del direttore di gara la penna di Roma 1, c'è Crescenzi, intanto attacca la formazione marchigiana con Pirrone, il controllo di Pirrone, il servizio per Perez, non riesce il colpo di tacco, poi Perez forse commette fallo, ma si continua a giocare con pallone per Grassi, poi Giorgi, il tentativo di tiro di Giorgi ribattuto, ma ancora l'Ascoli che attacca in percussione sul settore di destra con Giorgi che ha ricevuto dal Mici, ancora il Mici in possesso di palla, attacca la formazione marchigiana, ma non riesce a trovare spazi nella difesa del Pescara, e i giocatori di casa sono costretti a dare il pallone all'indietro. Ora c'è una nuova azione che parte dalla sinistra, e Antonini, l'ex difensore del Milan, che si porta in avanti, effettua un cross, l'intervento in scivolata di Bruno, ottima la sua prova fino a questo momento, pallone in fallo laterale, già battuta la rimessa dalla formazione marchigiana che manovra con Jankto, ancora Jankto, siamo sulla tre quarti, pallone in area di rigore per il numero 9 della formazione marchigiana, Perez, il traversone con la respinta dei difensori biancazzurri, ma ancora l'Ascoli che attacca, ancora Antonini, c'è ancora un traversone, ma c'è la posizione di offside, si alza la bandierina del secondo assistente, posizione di offside di Cacia, dunque gioco fermo, calcio di punizione in favore del Pescara, ma che rischio c'è stato su questo cross di Perez, linea allo studio. Sì, rischio su questa azione di Perez, Valerio, insomma, mai farlo girare, diceva il mister. Beh, assolutamente, credo che in area di rigore poi si insegni da piccoli, però è chiaro che il Pescara qualcosa dovrà pur concedere, non può fare 90 certo. minuti ad alti ritmi, anche se credo che Massimo Oddo chieda anche questo, però è chiaro che fisicamente non è una cosa possibile. Però Jacopo, solo una piccola riflessione, poi giuro non ti disturbo più. No, ci mancherebbe, disturbami, l'azione che ha portato al calcio d'angolo. Abbiamo giocato tutta quanta palla a terra dal centrocampo con Bruno che ha riconquistato palla, tutti i passaggi palla a terra, e voglio dire che Massimo Oddo, oltre ad aver riportato entusiasmo, perché siamo alla settima giornata, se non sbaglio ci sono 1500 persone ad Ascoli, l'anno scorso non c'erano neanche all'Adriatico 1500 persone, oltre ad aver riportato l'entusiasmo, ha portato un'idea di gioco. Stavamo parlando prima anche con William, la partita, abbiamo fatto l'esempio di Avellino, la partita in casa con l'Avellino, cioè Baroni si è chiuso dentro casa, si è chiuso ed è ripartito, invece il Pescara è sempre sfrontato, va sempre lì a fare la partita. Massimo Oddo ha detto: non voglio passare per presuntuoso, e ha ragione, questa non è presunzione, questo è giocare al calcio a mio avviso, e gli si deve dare merito sia a lui che alla società che ha creduto anche in questo allenatore, e credo che la B gli sia abbastanza stretta. Credo che sia un nuovo Di Francesco se non... Beh, i grandi allenatori della Serie A, quelli che insegnano calcio da queste parti, partono da queste parti. William, ma che partita sta facendo Bruno? Grande partita fino a questo momento. Sì, sì, a me sta piacendo moltissimo. C'è un rimpianto che non abbiamo potuto utilizzarlo l'anno scorso, anche se l'anno scorso avevamo veramente una signora squadra. Sì, ecco. Mister, come diceva prima Valerio, è una squadra questa che... cui la mano di Oddo si vede, magari anche lasciando qualcosa dietro, però impronta offensiva si vede. La prestazione di Bruno, sì, sta giocando bene, però Grassi sta giocando fermo, è uno. Due, per quanto riguarda la personalità della squadra, devo fare un grande elogio veramente a Oddo, perché almeno la partita se le gioca, cioè non va in trasferta a subire, a cercare il golletto in contropiede. Cioè si vede che la squadra corre insieme, e poi anche l'intesa fra le due punte mi ricorda quella dell'anno scorso a Teramo fra Donnarumma e la Padula,
Si cercavano continuazione e lo stanno facendo anche stasera. Certo, la Padula sta dando il massimo perché lui ha dei problemi nel senso passati. Però ecco, non si deve affaticare tanto perché poi perdi lucidità. Ma fammi chiedere una cosa, sì. Mister. Ma noi siamo, diciamo, c'è un dispendio di energie notevole per fare quello che stiamo facendo. Sì, perché sta pressando molto Pescara. Però la squadra quindi, si sta allungando un po'. Adesso no, io ho timore che ci sia un calo poi. Oddio. Attenzione, cioè, squadra, occasione per l'Ascoli. Secondo me dovrebbe stare un po' più alto con la difesa, in modo che i reparti siano più stretti le linee. E quindi pressando e servendo subito in verticale, l'Ascoli sicuramente subirà. Se invece si allunga il Pescara, allora è chiaro che poi i tre attaccanti non ci puoi contare che ti rientrano. Sì. E quindi là in mezzo si creano i vuoti. E là in contropiede Perez poi è molto veloce. Anche perché all'inizio in particolare, primi 10 minuti, abbiamo fatto un pressing in attacco. Ma anche adesso lo stanno facendo. Però le distanze sono un po' lunghe. E non vorrei, come hai detto tu giustamente, che si possano affaticare secondo te. Ma infatti è una cosa che Oddo rimprovera spesso alla squadra. Ma questa è la generosità. Che esattamente, lui lo dice sempre in conferenza. Dice, io l'unica cosa che quando accadono proprio queste cose, non voglio troppa generosità. Perché l'esempio è la Padula perde palla, rincorre l'avversario fino a quando non la riconquista. Certo. E quello è un dispendio di energie. Lui dice, poi arriviamo agli ultimi 10 minuti della partita e io non sono più lucido. Ed è capitato tante volte. Però per Oddo mi fa piacere perché sinceramente ha dato una svolta al calcio di Pescara di ottimismo. Quindi questo è fondamentale perché ha dato una personalità al gruppo e infatti lo stanno dimostrando. Certo, la classifica è un po' penalizza perché meriterebbe un po' di più di punti, però i punti verranno perché il gioco ce l'ha. Poi sai, oggi mancavano anche dei giocatori importanti, con tutto il rispetto a quelli che giocano. Certo, 44 minuti il corso del primo tempo. Paolo, con te fino alla fine della frazione e poi facciamo le considerazioni di questo primo tempo in studio. A te. Un minuto esatto al termine del primo tempo, Jacopo, sempre 0-0 tra Ascoli e Pescara. Pescara che ha battuto un calcio d'angolo 20 secondi fa, non è riuscita però la formazione bianca-azzurra a sfruttare a dovere questo ennesimo tiro dalla bandierina del primo tempo. In precedenza, ne stavate parlando anche voi da studio, si era resa pericolosa la formazione di casa con un colpo di testa sotto misura di Cacia, che davvero da buona posizione aveva mandato il pallone sopra la traversa. Si sta giocando l'ultimo minuto del primo tempo, vedremo se ci sarà qualcosa da recuperare o meno, se si chiuderà al 45esimo, cioè se questo attacco dell'Ascoli con Giorgi, cross corto, poi Zuparic che riesce a rinviare con qualche difficoltà, può riportare che in avanti il Pescara ma che perde la sfera, ci sarà dunque una rimessa laterale in favore della formazione marchigiana quando mancano 10 secondi al nostro cronometro al 45esimo, ancora l'Ascoli che attacca, pallone all'indietro per Pirrone, il servizio sulla destra, ancora il cross in area di rigore, attenzione con il numero 9 Perez che non riesce a toccare il pallone con il piede e l'uscita e il controllo poi di Fiorillo, finisce il primo tempo senza recupero 0-0 dopo 45 minuti al Cino e Lillo del Duca tra Ascoli e Pescara, lì nello studio. Grazie Paolo, dunque finisce senza reti, William, è mancato solo il gol al Pescara. Sì, è mancato solo il gol, però deve anche gestire secondo me un secondo tempo con molta, non dico prudenza, ma con un po' più di intelligenza perché quando cominciano a venire meno le forze l'Ascoli non ha speso nulla. Certo. Noi abbiamo speso tantissimo e la lucidità mentale dipende anche. Poi Tonino, molte volte i risultati purtroppo non rispecchiano quanto diciamo, si vede in campo. I meriti di una squadra. Il calcio è fatto così pure. C'è anche da dire, Jacopo, che comunque il Pescara giocando con Bruno a centrocampo, comunque la manovra è parte difficilmente, cioè non è un grande regista Bruno, quindi non ha quell'uomo che possa dettare il gioco, quindi deve sempre trovare la soluzione, deve aspettare i terzini, deve aspettare l'inserimento, sugli esterni, quindi c'è anche fatica da questo punto di vista. Che Caprari possa prendere le palle lui e per servire le due punte, perché lui è lontano, quindi come ha detto giustamente lui non è un regista
puro. Io volevo un commento rapidissimo flash, perché tra un po' dobbiamo andare in pubblicità, anche da Andrea Costantini in regia. Andrea. Beh, che dire, un bel inizio del Pescara che non ha concretizzato, poi però l'Ascoli ha preso le misure alla squadra di Oddo e si è fatta vedere, ha avuto anche la squadra di Petrone, ha avuto delle chance. Il rammarico è che il Pescara non ha concretizzato, non ha valorizzato i suoi primi 15-20 minuti dove sembrava poter affondare i colpi quasi a piacimento. Dopodiché l'Ascoli ha superato quell'inizio un po' difficoltoso, forse ha anche ammortizzato qualche scelta inaspettata di Oddo, perché l'assetto è un assetto molto spregiudicato con tre attaccanti puri, prese le misure a questo assetto nuovo, poi l'Ascoli ha tenuto abbastanza bene il campo. Chiudo dicendo che dopo tutto quello che si è detto, io penso che il Pescara quest'anno il campionato lo debba vincere, perché avendo un allenatore come Oddo, che sarà il valore aggiunto, non si può andare al di sotto del primo o secondo posto probabilmente, perché avendo un grandissimo allenatore come lui, questo dovrebbe essere il verdetto. Questo mi pare di desumere da quello che si legge, da quello che viene detto in studio. Chiudo con questa provocazione. Perfetto, incredibile, incredibile. Ci fermiamo per la pubblicità, non cambiamo. Sì, Andrea. Al 26esimo Paolo Renzetti ci ha detto che c'era una mucchiata nel corso. Ah, della, ti sei segnato partita. Anche il numero. Ti sei anche il numero a mucchiata in area. Okay. Nel secondo tempo sarà selvaggio, immagino. Certo, immaginiamo. Ci fermiamo per la pubblicità, non cambiate canale, perché tra un po' saremo di nuovo in studio per seguire il secondo tempo di Ascoli Pescara, le interviste e quant'altro. A tra poco. Lo sai che... Rientriamo alle 21.30 in punto, in diretta su TV6 per seguire il secondo tempo di Ascoli Pescara. Primo tempo terminato 0-0, ma Pescara davvero una grande partita, quella per il momento della formazione biancazzurra in divisa rossa. In questo momento sta rientrando l'Ascoli sul terreno di gioco. Prima di tornare da Paolo Renzetti, che già sento in collegamento del Duca, Valerio, durante l'intervallo hai detto... una considerazione su Cocco. Ma io infatti stavo su Cocco. Lo diceva anche Oddo. È stato il grande colpo sostanzialmente. Sono pienamente d'accordo con te, ma il grande colpo, come diceva Paolo, non bisogna dargli tante responsabilità, perché Cocco sì, è vero, l'anno scorso ha fatto il capocannoniere, non è che ce lo stiamo inventando, però se, a mio avviso, giocava anche con un sistema di gioco completamente diverso, dove lui era il fulcro dove si finalizzava le manovre del Vicenza, e qui invece ha un compagno di reparto come la Padula, quindi non è più da solo. E in più andando a rivedere anche i gol del Pescara, c'è sempre la mano, il piede, la giocata di Cocco, tanti assist, non i gol, però anche quando fai un assist sei parte importante della manovra, quindi voglio dire, Cocco il suo la sta facendo, forse non nei gol, però assist, sportellate, calci di punizione guadagnate, occasioni da gol, tante. Stai dicendo praticamente che non farà gol come l'anno scorso? A mio avviso no, non le farà, ma lo potrà fare anche la Padula, perché no? Perché la Padula, secondo te un può fare 20 gol la Padula? Secondo me sì, no, secondo me ha no. Le capacità per farle. Poi secondo è chiaro me che... no, perché sarebbe veramente un fenomeno proprio. Vabbè, non mai dire mai, il calcio è bello per vabbè, questo. Che c'è? La speranza è che ne faccia 30. Ah, vabbè. Sì, ah, sì, certo, certo. Comunque non ci sono stati cambi nel corso tra il primo e il secondo tempo, almeno ad una prima occhiata, quindi le formazioni sono sempre le stesse. L'Ascoli con Lanni, Almici, Milanovic, Canini, Antonini, Giorgi, Pirrone, Jantko, Grassi, Perez e Cacia. Pescara con Fiorillo, Fiamozzi, Fornasier, Zubaric, Crescenzi, Selasi, Bruno, Benali, Caprari, La Padula e Cocco. Torniamo al Del Duca da Paolo Renzetti. Paolo, per l'inizio di questo secondo tempo. Sì, un minuto 25 secondi, 0-0 nel corso di questa ripresa scusate, ma qualcuno che davanti alla nostra postazione si alza impedendoci di vedere praticamente tutto. Dicevamo un minuto e 30 secondi nel corso di questo secondo tempo, sempre 0-0 tra Ascoli e Pescara.
con, come dicevi tu Jacopo, gli stessi 22 del primo tempo non ci sono state sostituzioni. L'unica nota di colore, se così possiamo dire, è che il Pescara e i giocatori del Pescara sono rientrati in campo nella ripresa almeno 3-4 minuti prima i colleghi in maglia bianconera, questo proprio a testimoniare la gran voglia che hanno quest'oggi i biancazzurri in maglia rossa per l'occasione di cercare di fare qualcosa di importante. Tra l'altro, Jacopo, permettimi di correggere quello che avevo detto all'inizio di collegamento qui da Ascoli, perché Stelati aveva giocato la gara dal primo minuto anche nella prima giornata, nella sfortunata partita dell'Ardenza di Livorno, quindi questa è la terza presenza, la seconda dall'inizio. Aveva giocato anche uno spicchio di gara nel match con il Cagliari. Ma andiamo a seguire questa gara, questa del Duca. C'è un calcio di punizione per la formazione di casa con Grassi e Giorgi sul pallone, uno schema, la battuta di Grassi, siamo sulla tre quarti del, attenzione, c'è il tocco in fuorigioco però di un giocatore dell'Ascoli che si era portato in avanti. Vediamo di chi si tratta, probabilmente il numero è Antonini, 4, Antonini, maglia numero 3, sì, si gira in questo istante, ma era terminato in posizione di fuorigioco, si era alzata prima proprio dell'eventuale tocco del giocatore Ascolano, la bandiera del primo assistente. Dunque gioco fermo, punizione per il Pescara, già battuta, attacca la formazione biancazzurra in questo secondo tempo. Le due squadre attaccano sotto le curve dei rispettivi tifosi, Pescara sotto la curva nord dove ci sono i 1500 supporters giunti dall'Abruzzo, e l'Ascoli attacca invece sotto la curva sud, il tradizionale ritrovo dei supporters marchigiani. Allora siamo al quarto in corso in questa ripresa, non è accaduto nulla fino a questo momento rispetto all'inizio del primo tempo, che aveva visto due grandissime occasioni per il Pescara, la prima con Caprari, la seconda con La Padula nel giro di pochi minuti. In questo avvio di ripresa un inizio sicuramente più equilibrato con il Pescara, che però sta continuando a tenere bene il campo. Io sottoscrivo in pieno quello che stava dicendo Valerio De Carolis prima della fine del primo tempo, perché il Pescara anche questa sera sta dimostrando, nonostante le assenze, nonostante il clima sicuramente difficile di questo derby, sta dimostrando di avere una sua identità, un'idea di gioco, una squadra che sa quello che deve fare. Purtroppo, dispiace dirlo, manca il gol a questo Pescara, Pescara che costruisce tanto ma che finalizza poco per quello che riesce a proporre, soprattutto in attacco, e questo è sicuramente un peccato, perché una squadra che gioca così bene meriterebbe sicuramente di segnare qualche gol in più. L'augurio che possa arrivare qualche rete in questo secondo tempo proprio sotto la porta della curva nord, perché il Pescara fino a questo momento ha tenuto benissimo il campo e ha fatto meglio dell'Ascoli. Ne parlavamo anche con alcuni colleghi qui di Ascoli, sicuramente nel primo tempo c'è stata la vittoria ai punti della formazione biancazzurra, ma non accade nulla, siamo nel corso del sesto minuto della ripresa, 0-0 tra Ascoli e Pescara, mentre esplode in questo istante un petardo sotto la curva dei tifosi biancazzurri, c'è stato un sussulto da parte degli spettatori della tribuna. Si continua a giocare, attacca però la formazione marchigiana con Cacia sulla tre quarti, il pallone per Jankto che poi serve sulla sinistra Antonini, il cross, il colpo di testa di Fornasier che allontana, ma attenzione perché l'Ascoli è ancora in avanti, c'è un traversone del numero 3 Antonini, un traversone corto, nessun problema per Fiorillo. 7 minuti nel corso della ripresa allo stadio del Duca di Ascoli, 0-0 tra Ascoli e Pescara. A te Jacopo. Grazie Paolo. Dunque rientriamo in studio, si diceva del Pescara che finalizza poco, però William, guardando un po' la panchina, non è che ci sono questa sera molte alternative in avanti, sono Aresti, Campagnaro, Valotti, Boulevardi, Mitrizza, Cappelluzzo e Torreira. Sì, lo so, ma perché dovrebbe cambiare qualcosa? No, dico in attacco. In attacco. Non, anche per cambiare uomini magari dopo qualche... Dopo... Ma secondo me Caprari dovrebbe proporsi molto di più, perché è quello più capace di creare, di tirare in porta. E invece non lo vedo molto attivo in avanti. Mister, ma io, è vero o no? Io dico sì, io dico che il Pescara sta giocando la sua partita forse meglio dell'Ascoli, e però ecco, spregiudicatezza per spregiudicatezza, io manderei avanti anche un interno di centrocampo sia a destra che a sinistra, perché per portare la superiorità numerica ai quattro della dietro, in mediano bloccato che c'è l'Ascoli,
alla fascia sinistra, ad esempio, Caprari è uno che taglia sempre, giusto? Quindi tagliando viene su Crescenzi, da come stiamo vedendo, no? Però un inserimento a sfruttare il taglio di Caprari, anche della mezzala sinistra e dell'interno sinistro del Pescara, potrebbe creare una superiorità numerica al numero 2 dell'Ascoli e quindi praticamente è un punto dolente per la squadra. E a destra far salire Selassie, perché se attacchi con due punti, una mezza punta e porti su una mezzala e un difensore esterno dalla parte opposta e tu porti 5 persone dentro l'area. E quindi, perché qui si sta giocando molto sulla Padula e su come si chiama, Cocco, ma potremmo sfruttare di più le fasce, secondo me, con le sovrapposizioni. Poi va a spugnare che mi sbaglio. No, io condivido in pieno, però c'è anche da dire, da sottolineare, che manca quel tipo di giocatore. E però mi tu spiego. C'hai due mediani sempre fermi dietro, perché c'hai sia Bruno e sia Selassie, esatto. Se scende quell'altro. Ma per caratteristica, perché, sì, sì. Perdonami mister, no. Nel senso che Selassie non è un giocatore che... Però si può infilare... È un giocatore di quantità, non è un giocatore, sì, però di qualità. La fascia destra, se fai il caso, è scoperta completamente. Perché? Perché la Padula gioca dentro, non viene sulla fascia. Quindi tutta la fascia, o scende il terzino destro o si invia, esatto, la mezzala. Io quello volevo arrivare. Si volevo arrivare. E si coprono. Che credo che sia il compito più Lo so, però sai, se lui è impostato così la partita... Certo. Che... certo. William, noi nelle considerazioni tattiche che te... No, lasciamo perdere le considerazioni tattiche. Io ripeto, Caprari dovrebbe essere l'uomo di punta. Sì. Va bene, quindi Caprari magari più avanzato, qualche metro più avanti. Sì, sì, sì. Perché magari è più in grado di trovare la porta. Certo. È più in grado di trovare la porta. E di conseguenza Cocco sull'esterno. Sì, oppure Cocco che possa fare, cioè, creare spazio. Io vedere due ali, insomma. No, vabbè, due ali è difficile. Uno sì, Caprari. Le ali del destino. Però si può anche giocare un pochino più larghi con Caprari centrale. Un uccello con un'ala di meno. Cioè. Ok, torniamo ad Ascoli, decimo minuto. Paolo Renzetti, Paolo, per te 5 minuti. Calcio di punizione per il Pescara, ammonizione per Milanovic per un fallo commesso su Caprari che se ne stava andando tutto solo all'interno, quasi all'interno dell'area di rigore verso il portiere Lanni. Milanovic non ha potuto far altro che sgambettare l'ex giocatore della Roma. Calcio di punizione per il Pescara, siamo a circa 10-12 metri dall'area di rigore della formazione marchigiana. Dunque attendiamo la battuta di questo calcio di punizione mentre aggiorniamo il numero e il nome e i nomi dei giocatori ammoniti fino a questo momento dal signor La Penna di Roma. Si tratta di Grassi e Milanovic per l'Ascoli e di Crescenzi per il Pescara. C'è questo calcio di punizione per la formazione biancazzurra, non c'è sul pallone la Padula, ci sono Benalì e Caprari. Ora Benalì si allontana, probabilmente va a infastidire i giocatori dell'Ascoli in barriera e dunque probabilmente sarà Gianluca Caprari, non lo specialista La Padula, a battere questo calcio di punizione, ma deve a nostro avviso essere dovrebbe indietreggiare un po' di più la barriera che a termine di regolamento deve stare a 9,20 metri. Non mi sembra che sia così. La battuta di Caprari, pallone che termina lontanissimo dalla porta, difesa da Lanni, conclusione da dimenticare per Gianluca Caprari. C'era stata questa buona opportunità sul calcio di punizione, ma la conclusione di Caprari è stata sicuramente non delle migliori. Dunque riparte il gioco con una rimessa in favore del portiere Lanni. Si fanno sentire ora i tifosi dell'Ascoli, rincuorati sicuramente da un avvio di ripresa diverso dall'inizio di primo tempo e dunque della gara, perché nei primissimi minuti di questa partita, di questo derby tra Ascoli e Pescara, il Pescara si era reso pericoloso, mentre ora viene fatto esplodere un petardo sotto la curva dei tifosi ascolani. Dicevo, l'inizio della partita era stato tutto di marca biancazzurra, ora il Pescara che cerca di portarsi in avanti, ma la Padula che perde un pallone sulla tre quarti, c'è poi il rinvio del portiere Lanni con i piedi, il controllo, il colpo di testa di Bruno, poi è ancora l'Ascoli sul tre quarti che cerca di portarsi in avanti con Almici, il servizio per Giorgi proprio a ridosso della panchina del Pescara, il controllo dell'ex atalantino, pallone all'indietro per Pirrone che scambia il pallone con i compagni, poi Milanovic ancora sulla destra per
al Vici, ma l'Ascoli fa un po' fatica a portarsi in avanti. Ora cerca di sfruttare la fascia sinistra con Antonini, pallone all'indietro per Iancuto, ancora il servizio per Giorgi, pallone in area di rigore per il numero 9 Perez, che non riesce a girarsi, può ripartire dunque il Pescara in avanti, ma la Padula non riesce a trattenere il pallone in campo e dunque ci sarà una rimessa in favore dell'Ascoli. Perez pericoloso pochi secondi fa, in particolare più che Perez è stato pericoloso l'11 di casa, con Perez che in area del Pescara non è riuscito a girarsi, a provare la conclusione. Attacca la formazione di mister Petrone, lo sta facendo con maggiore insistenza dall'inizio di questo secondo tempo. Ora siamo sulla tre quarti di campo dell'Ascoli, cambia gioco Milanovic per Antonini, il lancio in avanti per Perez che viene fermato in posizione di fuori gioco. C'era sembrata netta la posizione di offside del giocatore ascolano, dunque calcio di punizione per il Pescara nonostante le proteste dei tifosi di casa. Pescara che cerca di portarsi in avanti, recupera un pallone sulla tre quarti, c'è il lancio per Caprari, ancora Caprari sul tre quarti, ancora Caprari, termina a terra, viene falciato in maniera davvero plateale da Canini, ma il direttore di gara ha lasciato proseguire, dunque ci sarà la rimessa in favore dell'Ascoli. Ci era sembrato piuttosto evidente il fallo di Canini su Caprari, ma l'arbitro, la penna di Roma 1, è stato di diverso avviso, ha lasciato proseguire. Ora c'è il Ascoli che riprende il gioco, siamo sulla tre quarti della formazione marchigiana, è stato rimesso il pallone corto dal portiere Lanni, c'è un rilancio nella zona di Cacia che non riesce a recuperare il pallone, poi però la sfera viene persa da Bruno che va a commettere fallo ai danni di un avversario e si prende il cartellino giallo del signor Lapenna, primo fallo di Bruno in questa partita, il cartellino giallo, ci sembra piuttosto severa la decisione del fischietto romano e dunque viene pareggiato il conto degli ammoniti, due per parte, Grassi e Milanovic nell'Ascoli, Crescenzi e Bruno nel Pescara, direi di grande sostanza la prova di Bruno all'esordio stagionale con la maglia del Pescara. Allora attendiamo la battuta di questo calcio di punizione prima di restituire la linea allo studio, quando siamo giunti al 14° minuto in corso nel secondo tempo di Ascoli Pescara, non si sblocca il punteggio 0-0 tra i bianconeri e i biancazzurri, questa sera ricordiamo in maglia rossa. Calcio di punizione per l'Ascoli, sul pallone Grassi, Grassi 83, pallone in area di rigore, troppo lungo per tutti, c'è l'uscita senza problemi di Fiorillo che ha già rimesso il pallone in gioco sul settore di destra, ancora attacca la formazione biancazzurra con Celati, tocchiamo il quarto d'ora, c'è un lancio in avanti, troppo corto però per la Padula che viene anticipato, poi recupera un pallone con un po' di fortuna, ancora la Padula si porta in aria, il traversone di la Padula corto, nessun problema per Lanni, poteva fare meglio la Padula in questa circostanza dopo aver recuperato un pallone importante ma non ci riesce, dunque pallone abbrancato dal portiere marchigiano, 15 minuti 0-0 ad Ascoli tra Ascoli e Pescara. Jacopo, grazie, grazie Paolo. Insomma, io tra le altre cose mi sono anche seduto, abbiamo dovuto rifare inquadratura, ma vogliamo parlare un po' di questa, di questa azione di La Padula, generosissimo andarsi a riprendere il pallone, però forse poteva darlo un po' prima, un po' meglio, fare un po' troppo tutto da solo, no? Perché insomma se deve vendicare va bene, però insomma c'erano due giocatori liberi là, poteva dare pure lo scarico dietro, no? La famosa lucidità di prima, no? L'insistenza, sì. No? Non è che deve fare il gol, è andato a riprendersi il pallone, però poi magari è stato un po' lucido, un po' più egoista. William, tu secondo me sei più per la versione egoista. No, è una sua caratteristica quella dell'egoismo, però William là stava vicino al palo, sì, sì, certo. Il portiere sta sul palo. Beh, vabbè, ma cioè è difficile, dai, soltanto sì. I fantasmi fa era a testa bassa, sì, dai. Non era chiaramente lucido. Attenzione, calcio d'angolo per l'Ascoli con Fiorillo che adesso riesce ad anticipare Cacia. Sì, sì Paolo. Sì, sta per entrare Torreira, si è già tolto la tuta, dunque tra pochi minuti entrerà Lucas Torreira, vedremo chi abbandonerà il campo, potrebbe essere Benali, l'indiziato numero uno, ma attacca il Pescara, scusami se ti ho richiesto la linea, attacca il Pescara con Caprari al limite, ancora Caprari, scambia con Cocco, pallone per Caprari, in area di rigore, il servizio, il gol del Pescara, il gol del Pescara! Si porta in vantaggio il Pescara, la formazione bianca-azzurra con Cocco che è andato a mettere il pallone in rete. No, la Padula, la Padula, la Padula, la Padula, la Padula, sì, scusa, la Padula. La Padula, abbiamo visto
Cocco che era andato dalla parte della curva, ma è stato la Padula a mettere il pallone in rete a porta spalancata dopo il servizio del compagno. Dunque cambia il punteggio quando siamo giunti al 17° del corso del secondo tempo. Ascoli 0, Pescara 1, il gol di La Padula, un'azione davvero da manuale del calcio. Si sono trovati i giocatori del Pescara in pratica tu per tu con il portiere marchigiano, e per La Padula è stato un gioco da ragazzi mettere il pallone nella rete sguarnita. Cambia il punteggio qui ad Ascoli, Ascoli 0, Pescara 1, il gol di La Padula. A te Jacopo. Beh, che azione, intanto fantastico il fatto che abbia segnato proprio La Padula ad Ascoli e contro l'Ascoli, però un'azione super, Crescenzi, Cocco, Caprari, tutto nello stretto. È stato bravo il 17, eh? Come si chiama? Sei d'accordo, sì. Mister? Caprari. Sì, sì, Caprari è stato bravo. Perché però cioè, l'Ascoli reclama un fuorigioco. Reclama, no, è partito da dietro lui. No, reclama un fuorigioco sul tocco di ritorno verso... eccolo qua, il tocco di ritorno. No, c'è un giocatore che partecipa all'azione, che è La Padula. Sì, è La Padula che partecipa all'azione, che si sposta. E partecipa attivamente all'azione. Ha partecipato all'azione, sì. Beh, quindi c'è questo dubbio, Valerio. Dubbio? Forse no, però credo che sia meritato perché... Nonostante tutto, innanzitutto un tiro clamoroso, se non sbaglio, di Giorgi, di Grassi, no scusate, di Grassi a sfiorare il palo alla destra di Fiorillo. E dicevo che è comunque un gol assolutamente meritato e cercato dal Pescara, ma come sottolineavi tu, questa è un'azione da manuale bellissima, del calcio. Veramente belli, palla a terra, idea, movimenti, profondità, veramente. Quattro giocatori da partire. Chapeau, esce Benali, entra Torreira. Esce Benali, entra Torreira, finalmente William. C'è il dubbio sul fuorigioco, ma possiamo dirlo, tanto magari chi non se ne può. Non lo so, Torreira in quali condizioni era prima della partita, ma però voglio dire, Torreira è indispensabile. No, sul gol dico. Gol. Sul gol? Sì, sì. Beh, sì. Caprari, stavo dicendo che Caprari sicuramente ha le qualità, però è stata un'azione, diciamo, corale, per cui c'è questo dubbio del fuorigioco che... Non so se possiamo... Andrea! No, si continua a dire dubbio, è fuori gioco, perché La Padula partecipa attivamente, perché si sposta, sì, però... fa passare vero, il pallone. Tant'è vero, Andrea... Si possono fare tante interpretazioni. Sì, però... no, La Padula poi si è reso conto di aver, diciamo, partecipato all'azione, essere in fuori gioco, ed è partito in ritardo quando ha visto tutto quello, certo, spazio. No, ma è andata bene al Pescara, ma bene così, però mi sembra evidente che sia fuori gioco. Sono fatto attivo e passivo, non è un equivoco che bisogna chiarire. E come si chiarisce? Sì, è possibile. Ma no, qui è semplice, Tonino. No, no, dico, si sposta, ma lui ne fa pallone. Un discorso, Andrea, scusami, il mister ne fa un discorso proprio di sistema, non su questo episodio in sé. Però è possibile poi fare... Sì, perché uno dalla situazione passiva poi diventa attivo, capito? Sto fatto che si mettono dietro tutti quanti. L'importante è che non divenga deponente. Attivo, passivo e deponente. No, facciamo per mettere d'accordo tutti, diciamo che hanno voluto premiare la bella azione del Pescara. Assolutamente. Sì. Assolutamente. Paolo, meritato, 1-0 meritato, torniamo da te Paolo. Ventesimo. Sì, grazie, ventesimo in corso, anzi ventunesimo per la precisione, tra l'altro si erano alzate un paio di persone dinanzi a noi, Jacopo, e dunque avevamo visto non benissimo proprio l'azione del gol, perché Cocco era stato il primo ad andare a dirigersi verso la curva, ma era stato ovviamente l'ex Teramano La Padula a toccare il pallone in rete, nella rete e nella porta completamente sguarnita. Terzo gol stagionale per La Padula, inutile sottolineare il valore che ha questa rete per l'ex attaccante del Teramo, che è andato a festeggiare proprio sotto il settore dove si trovano i 1500 tifosi giunti da Pescara. Dicevamo della sostituzione, Jacopo, avevamo visto bene, perché quando ti avevo detto che stava per entrare in campo Torreira, avevo preconizzato in un certo senso la possibile uscita di Benali, e così è stato. Dunque Benali fuori, dentro Torreira, in un centrocampo sicuramente muscolare con Bruno Esselati, ma anche tecnicamente valido, proprio con il giocatore di proprietà della Sampdoria, quest'anno ancora in forza al Pescara.
Pescara. Dicevamo delle proteste che ci sono state da parte dell'Ascoli per il gol del Pescara, bisogna dire però che le proteste non sono state molto, molto vivaci e molto particolarmente forti anche da parte del pubblico, che è rimasto gelato proprio dalla rete dell'ex attaccante del Teramo. Ora è l'Ascoli che attacca con la formazione con il numero 20 che perde il pallone, si tratta di Grassi, può ripartire il Pescara in avanti, ancora Cocco, siamo quasi al limite, ancora Cocco, non riesce, infiltrante per un compagno, errore di Cocco che aveva visto libero sulla sinistra proprio Torreira e non è riuscito a servirlo, e dunque il Ascoli che ora può riportarsi in avanti, attacca la formazione marchigiana con il numero 17 Giorgi, siamo al limite dell'area di rigore Pescara, ancora Giorgi, poi un servizio in area di rigore con pallone poi all'indietro per Almici, il colpo di testa poi sul cross di Almici del numero 9, si tratta di Perez con il pallone che termina di pochissimo sopra la traversa, pericolosa la formazione marchigiana, questa azione elaborata iniziata sul settore di destra da Giorgi, poi il pallone per l'ex giocatore di Lanciano e Avellino Almici, il cross, pallone all'interno dell'area di rigore dove è saltato più in alto di tutti Perez che ha messo il pallone di poco sopra la traversa. Sono 23 minuti di gioco nel corso del secondo tempo qui a Ascoli, ricordiamo il parziale con il Pescara che conduce per 1-0, attenzione, attacca l'Ascoli ancora con Perez, pallone all'indietro per un compagno che termina a terra ma non ci sono gli estremi per il rigore nonostante le proteste, c'è il contropiede del Pescara che parte sul settore di destra, la formazione bianca-azzurra si porta in avanti, ancora il traversone in area di rigore con l'anticipo di Almici su Cocco che pratica era tutto solo, avrebbe potuto controllare il pallone e concludere a rete, ma c'è stato l'anticipo di testa di Almici che ha dato il pallone al portiere Lanni. I minuti sono 24 nel corso della ripresa, sempre Ascoli 0, Pescara 1, abbiamo detto della sostituzione dell'ingresso in campo di Torreira al posto di Benalì, tra poco vedremo se ci sarà e quale sarà la risposta di Petrone, che sicuramente probabile almeno farà entrare in campo un attaccante o Petagno, Berrettone, attenzione ancora l'Ascoli in avanti, questo controllo è il pareggio di Perez, ma che errore della difesa biancazzurra, che errore della difesa biancazzurra che ha lasciato controllare il pallone a Perez che in mezzo ai giocatori del Pescara ha concluso in maniera violenta ed angolata non lasciando campo al portiere Fiorillo, dunque cambia il punteggio. Quando siamo giunti al 25esimo minuto nel corso della ripresa, il pareggio dell'Ascoli con Perez, linea allo studio. Grazie, grazie Paolo, insomma cattiva notizia. Il pareggio di Leonardo Perez, di che cosa si parla in studio? Abbiamo detto prima che Perez è un giocatore che vuole la profondità e ti fa male perché poi è forte fisicamente, è un toro e quando parte poi è difficile contenerlo. Vabbè, diciamo che ci sta. Infatti, anche l'Ascoli sì, Pescara sta cercando il 2-0 volutamente proprio secondo lo spirito di squadra che c'ha o l'ottimismo che c'è da oggi. Non sono d'accordo Tonino perché le due azioni nostre sono stati in contropiede, sì, quelle però di Cocco e l'altro della Padula a destra. Ma dicevo, il gol che ha subito, il Pescara stava molto lungo. William, adesso che siamo al 25esimo della ripresa, l'ultimo passaggio, quante volte è mancato questa sera? C'è sempre la chiusura all'ultimo istante, fosse arrivato l'ultimo passaggio decisivo, il Pescara non avrebbe fatto solo un gol adesso. Lo so, l'ultimo passaggio alla Verratti, tu dici. L'ultimo passaggio alla Verratti, sì, l'ultimo passaggio. Non ce l'abbiamo. Ma anche, guarda, sul contropiede di Cocco prima non serviva neanche Verratti, perché c'era un giocatore libero a destra, si è incapponito. Io devo dire una cosa, le assenze sono state assenze importanti, giusto? Però chi ha sostituito gli assenti, ha giocato bene, stanno giocando bene. Sì, sì, sì. Quindi merito di Oddo, secondo me, che è riuscito anche a far svolgere il suo dettato di gioco anche a quelli che non hanno giocato mai, come Bruno, per esempio. Esce Caprari, entra Valoti. Allora, Caprari. Sostituzione nel Pescara, esce Caprari. Entra Valoti. Entra Valoti. Leggiamo qualche messaggio, grazie a tutti quelli che ci stanno
continuando a scrivere, anche se sono le 21.57, ma noi ovviamente siamo qui per spingere il Pescara alla vittoria ad Ascoli. Come? Si è fatto male. Beh, no, è una scelta tecnica probabilmente. Non sono d'accordo. Sì. A cambio. No, c'è un cambio perché cambio del cambio. Caprari. Sì. Cambio del cambio, doveva uscire Caprari per Valotti, è uscito Bruno. Ma Bruno era anche ammonito, stava un po' in difficoltà. Mitrizza al posto di Caprari. Dunque, adesso, quindi il cambio è doppio, Mitrizza per Caprari e Valotti per Bruno. Questo è il doppio cambio comandato da Massimo Oddo quando i minuti sono 27 al corso della ripresa. Leggiamo il messaggio. I messaggi che sono arrivati, grazie a Maurizio da qui, a Claudio Di Giacomo alle camere, a Andrea Costantini in regia, davvero a tutta la squadra di TV6. Questo messaggio è per Andrea Costantini: ai tempi di Zeman c'era la coppia Insigne Immobile, intanto Ascoli in avanti, seguiamo questa azione, chiude la difesa del Pescara, Insigne Immobile era la coppia gemella del gol, oggi per la testardaggine di Oddo non ha voluto Donnarumma per fare coppia con la Padula, con loro due il Pescara poteva puntare alla Serie A, io non so quali motivi perché non voleva Donnarumma, però so una cosa, che il presidente Sebastiani e Oddo non vogliono andare in Serie A perché la Serie A gli costa molto e poi se vanno in Serie A faranno la fine dei tempi quando Zeman riportarono in Serie A i giocatori, si venderanno tutti i migliori giocatori, va bene, poi rispondiamo con Carlo, rifacendosi tanti soldi con il rischio della retrocessione dall'A alla B, perciò caro Andrea parla con Sebastiani, il presidente del Pescara, di riportare Donnarumma a Pescara, rifare la coppia gemella con la Padula come era una volta con Insigne Immobile, per favore parlane pure domani sera alle 21 sul replay. Ciao Andrea, ci ha dato anche, non solo ringraziamo il nostro amico che ci ha dato anche la appuntamento di domani alle 21 replay, sempre su TV6 con Enrico Rocchi, Andrea Costantini e tanti ospiti. Tra un po' poi leggiamo anche gli altri, c'è un contatto in area di rigore del Pescara, ma non c'è fallo su Perez. Valerio, io non so, scusa Andrea, sito come rispondo al volissimo sul messaggio, ma qual è quella società che non vuole andare in Serie A? Cioè, è un pensiero per me allucinante, cioè prendere 27 diciamo milioni che questa solo è un po' una leggenda metropolitana che da quando io sono piccolo va in giro che ci sono delle squadre. Occhio, attenzione, il Pescara in area di rigore con un colpo di testa di Cocco deviato. No, è una leggenda perché è una follia. È una leggenda società metropolitana. Cioè, hai tutti i vantaggi di andare in Serie A, hai vantaggi economici. Cioè hai solo vantaggi economici, anzi, cioè è un vantaggio economico, perché guadagni soldi per salire, guadagni soldi in sponsor, perché vogliamo emettere gli incassi, perché col Milan fai, con la Juve fai, con l'Inter fai, cioè dai, Valerio, con tutto il rispetto per chi la pensa in questa maniera. Ma non è un pensiero lucido. Ma credo che non sia, diciamo, cioè, non debba avere tanta, diciamo, risonanza queste dichiarazioni, certo, sì. No, assolutamente, ma questa, ripeto, è una storiella che io sento da sempre. È una sciocchezzuola e non solo sul Pescara, su qualsiasi squadra, non vuole salire di categoria. Attenzione al contropiede del Pescara, il tiro è centrale, Paralanni, il tiro era di Mitrizza. Allora facciamo così, agli ospiti dico: sedetevi comodi, gustatevi la partita perché siamo alla mezz'ora, l'ultimo quarto d'ora, caro Paolo, fino alla fine della partita seguiamo Ascoli Pescara insieme a te, sperando che da questo 1-1, che questo 1-1 cambi e che il Pescara possa portare a casa i tre punti. Ti do la linea, ci sentiamo a fine partita. Sì, c'è stata una conclusione di Mitrizza 30 secondi fa in un contropiede del Pescara con la parata, conclusione centrale, la parata dell'estremo marchigiano, perde un pallone però sulla tre quarti il Pescara, ancora avanti la formazione in maglia bianconera con lo scatenato Cacia, che poi va a commettere fallo ai danni di un giocatore del Pescara. Ci sarebbero, crediamo, a termine di regolamento ci sarebbero gli estremi per l'ammonizione, ma il direttore di gara comanda solo un calcio di punizione in favore del Pescara, è stato Torreira a subire l'azione fallosa. Dunque gioco fermo, calcio di punizione per il Pescara quando siamo giunti al minuto 31 di questo secondo tempo, dunque è durata poco la gioia del vantaggio del Pescara, perché pochi minuti dopo, dal 17esimo al 25esimo, dunque dopo 8 minuti, dopo il vantaggio di La Padula, terzo gol in stagione, è arrivato il pareggio di Perez. Prima sostituzione in casa marchigiana, esce con il numero 21 Cacia ed entra con il numero 29 Petagna. Dunque Petagna in campo, attaccante scuola Milan, in campo al posto di Cacia, che si è visto poco in questa partita. Dunque Petagna in campo con la maglia numero 29, ci sono comunque gli applausi del pubblico
di fede bianconera per l'ex attaccante del Bologna, che probabilmente non è ancora al meglio della condizione. E dunque in campo Petagna, mentre Cascia non deve aver preso bene la sostituzione perché ha scagliato una bottiglietta con i piedi contro il vetro della panchina. Dunque tutt'altro che contento della sostituzione Cascia, che probabilmente, anzi sicuramente, preferiva restare in campo. Attacca ancora l'Ascoli con lo scatenato Perez, il lancio sul settore di sinistra proprio per Petagna, il tiro di Petagna, il neo entrato, la parata a terra del portiere del Pescara. Dunque il tiro proprio di Petagna, poi la parata di Fiorillo, le squadre si allungano, attaccano il Pescara, c'è un lancio per la Padula, l'uscita di Lanni che va ad anticipare l'ex attaccante del Teramo, davvero scatenato la Padula anche in questa gara, sta giocando un'altra grandissima partita Gianluca la Padula. Non altrettanto, purtroppo, bisogna dirlo per Cocco, che se è vero che ha messo lo zampino anche nel gol del vantaggio del Pescara, sicuramente sta pagando ancora una volta una condizione non ottimale, anche proprio questo digiuno che continua e sicuramente crea problemi anche psicologici al giocatore biancazzurro. Ma ora attacca l'Ascoli con Janto, siamo al limite dell'area di rigore del Pescara, un tentativo di cross, poi e la difesa biancazzurra che riesce a recuperare un pallone proprio su Petagna, il rinvio dei giocatori in maglia rossa, ma c'è questo campanile, poi il colpo di testa tentato da Torreira, ma ancora l'Ascoli che recupera un pallone, poi Fornasier in area in anticipo su Perez e può cercare di portarsi in avanti il Pescara con Valotti che subisce un fallo e c'è il fischio del direttore di gara, che è stato Mitrica, maglia numero 28, a subire il fallo. Calcio di punizione per il Pescara, dunque il Romeno, il furetto Romeno in campo in questa ultima parte di gara, mentre ora è Valotti che controlla sulla tre quarti dell'Ascoli l'ex giocatore del Verona. Il servizio per Cocco, non riesce poi il servizio di Cocco per la Padula, ma ancora il Pescara che attacca sulla tre quarti marchigiana, Pescara con tanta birra in corpo, e proprio Cocco, circondato da tre avversari, riesce a mantenere il possesso di palla, ad allargare sul settore di sinistra proprio per Mitrizza, ancora Mitrizza, entra in area il Romeno, si allarga ancora Mitrizza, il cross di Mitrizza, l'intervento in calcio d'angolo del numero 28 Milanovic, c'è il tiro dalla bandierina per la formazione biancazzurra, pericoloso Mitrizza, molto veloce, giocatore di cui si dice un gran bene, probabilmente ancora da disciplinare tatticamente, ma che potrà, ne siamo certi, essere molto utile in questa stagione. Dunque Pescara che ha effettuato tutte e tre le sostituzioni, ricordiamo Valotti in campo al posto di Bruno, Torreira per Benalì e Mitrizza per Caprari. Calcio d'angolo per il Pescara, pallone in area di rigore, il colpo di testa con il pallone che termina al lato, è stato la Padula ancora una volta, sempre lui Gianluca la Padula a rendersi pericoloso, questo colpo di testa con il pallone che di poco non ha inquadrato lo specchio della porta, e c'è la seconda sostituzione in casa marchigiana, esce con la maglia numero 14 Janto ed entra con la maglia numero 25 Altobelli, dunque seconda sostituzione in casa marchigiana quando siamo giunti al 35esimo del secondo tempo, fuori Janto, dentro Altobelli con la maglia numero 25, dunque secondo avvicendamento in casa bianconera. Ascoli che è ancora a disposizione una sostituzione, ma è gara che si è un po' diciamo raffreddata dopo il pareggio dell'Ascoli. Pescara che su 1-0 ha provato a sorprendere ancora la formazione marchigiana in contropiede, poi è arrivato questo gol di Perez su a mio avviso una indecisione della retroguardia abruzzese, perché Perez era da solo circondato da due o tre difensori del Pescara, è riuscito a girarsi e a concludere a rete. Sicuramente c'è la responsabilità della difesa del Pescara, attacca ancora l'Ascoli con un traversone in area di rigore di Giorgi, riesce a respingere la difesa del Pescara, poi c'è un tiro sulla respinta dei difensori biancazzurri con il pallone che termina di pochissimo sopra la traversa, è stato proprio Perez, ancora lui, sempre lui Perez a sfiorare il gol del 2-1, un duello che si rinnova questa sera e che c'era stato anche l'anno scorso nella sfida tra Teramo e Ascoli, da una parte la Padula, dall'altra Perez, e questa sera non a caso sono stati proprio questi due giocatori a segnare i due gol che mantengono il risultato
sulla parità 1-1 tra Ascoli e Pescara, quando siamo giunti al 36esimo, anzi 37esimo in corso in questo istante, sempre 1-1 al Cino e Lillo del Duca di Ascoli, di fronte ad oltre 10.000 spettatori, di cui 1.500 provenienti da Pescara. Si stanno giocando le fasi finali di questo derby molto atteso alla vigilia, che sta comunque rispettando proprio le premesse. Gara combattuta, equilibrata, ma bisogna dire anche corretta e a nostro avviso ben diretta fino a questo momento. Intanto attenzione, in area di rigore Petagna, pallone all'indietro, il tiro di Pirrone ribattuto proprio da un compagno che resta tramortito, ma si continua a giocare ancora l'Ascoli in possesso di palla, ancora un tiro, attenzione, con Fiorillo che tenta la parata e per poco non combina la frittata, mandandogli il pallone in calcio d'angolo. Dunque piccola indecisione di Vincenzo Fiorilli, era stato Antonini a concludere e Fiorillo non è riuscito a trattenere il pallone, che ha deviato in calcio d'angolo. Attacca l'Ascoli, 36-58 nel corso della ripresa, quasi finale di questo derby. Calcio d'angolo, pallone in area di rigore, saltano tutti in aria, attenzione, poi Zubaric che va ad allontanare, rischia il Pescara su questa carambola di testa. Ora giocatori di Oddo un po' in affanno perché c'è il forcing della formazione marchigiana, che da un paio di minuti sta attaccando, sta premendo sul piede dell'acceleratore. Ancora Petagna in area di rigore, costretto ad uscire, il controllo del giocatore Scuola Milan, Traversoni in area di rigore, il tiro e il gol dell'Ascoli con il numero 17 Giorgi, il vantaggio della formazione di casa, incredibile questo tiro di Giorgi, un tiro svirgolato in un certo senso, che però è terminato in rete. E dunque clamoroso ma vero ad Ascoli, sì. Rientriamo un attimo, poi ti ridiamo la linea, insomma, per commentare, facciamo un giro con i nostri ospiti per commentare, insomma, questo vantaggio dell'Ascoli. William, guarda, secondo me la squadra è calata fisicamente, perché si è visto chiaramente, abbiamo speso tantissimo senza, diciamo, raccogliere quasi nulla nel primo tempo. E ovviamente c'è stata questa, diciamo, questa reazione da parte dell'Ascoli, e purtroppo siamo partiti bene ma stiamo finendo male. Crescenzi? C'è stata anche una deviazione sul tiro di Giorgi, sì, di Crescenzi, Valerio. Ma concordo pienamente con William, il Pescara è calato di intensità, di ritmo, fisicamente non è più quello del primo tempo, quello che abbiamo elogiato, cioè non è che ce lo siamo inventati. Il Pescara nel primo tempo ha dominato e è andata meritatamente in vantaggio, forse con il vantaggio è un po' contenti, possiamo dire così, dell'1-0, ha calato i ritmi, si è chiusa, il mister qui mi diceva adesso non si deve chiudere, invece il Pescara ha fatto esattamente il contrario, cioè oddio, non si è chiusa, però non ha neanche brillato, ha cercato di gestirla la partita, però senza ottenere il risultato, perché l'Ascoli ha fatto due gol, vabbè, questo era, credo che sia netta, credo che più che un gol di Giorgi sia un autogol di Crescenzi, perché credo sia fondamentale la deviazione, tant'è che Fiorillo rimane praticamente immobile, rimane immobile, quindi tiro svirgolato, sì, tiro abbastanza svirgolato del pareggio. È stato decisivo per te, difensori non possono far passare Perez in quel modo, ha fatto di più su quel gol, poi si è impaurito un po' la squadra, è abbassato il baricentro, abbassandosi, scusa. Ah, ti è caduto il microfono. Vabbè, sì, tra un po' lo aggiustiamo. Dico, abbassandosi un po' troppo, abbassando il baricentro, è chiaro che l'Ascoli ci ha creduto fino alla fine. È quello che dicevamo prima, cioè lo spirito del gioco di Oddo senza dubbio è produttivo, perché ti dà quell'ottimismo di attaccare sempre e cercare il gol. Non l'abbiamo fatto il gol, diceva giustamente Carosello al primo tempo, che potevamo sfruttare di più la vivacità che c'era la squadra su davanti. Poi che è successo? Che lì forse doveva non amministrare, perché non è nel costume di Oddo forse quel fatto di contenere, no? Però un fraseggio di palla respirava la squadra, no? L'Ascoli la doveva attaccare per forza, quindi, e poteva beccare un altro contropiede. Assolutamente, intanto cambia nell'Ascoli. Invece ha continuato nella sua filosofia di attaccare, pur con la stanchezza del primo tempo, come giustamente Carosella faceva notare,
E poi niente, il gol è l'episodio di condanna. Intanto è entrato Adae per Pirrone nel fila dell'Ascoli. Andrea, sei d'accordo con questa valutazione? Pescara che si è un po' troppo abbassato nel secondo tempo? Ha sofferto soprattutto magari lo sforzo dei primi 60 minuti? Ma guarda, questo è dettato anche dalle scelte dell'allenatore, perché abbiamo visto la formazione è stata molto offensiva. Siccome, come avete notato, non è che ci fossero grandissime alternative dal punto di vista offensivo, nel momento in cui parti con Caprari, Cocco e la Padula, poi anche a livello di sostituzioni è difficile fare un assetto più offensivo di questo. Detto ciò, è anche vero che ci sono stati dei problemi di gestione del risultato, come lo si è visto anche nella gara contro la Salernitana, che il Pescara vinceva ed era sopra di un uomo. Eppure nel secondo tempo la Salernitana non solo ha pareggiato quella partita, ma ha avuto due clamorose occasioni anche per vincere, sarebbe stato troppo. Però è evidente che ci sono dei problemi nella gestione della partita. Così come anche a Bari, sì, prova di personalità, tutto quello che vogliamo, ma le occasioni migliori poi per vincere la partita le ha avute effettivamente il Bari. Il lavoro da fare è ancora tanto, ora la partita non è finita perché mancano 3 minuti più recupero, il Pescara la può riprendere, però diciamo non è tutto oro quel che luccica. Ah, ti ha ribaltato la domanda. Non ho capito. Adesso ti faccio io la domanda. Lo deve vincere il campionato? Il Pescara? Guarda, dato lo spessore dell'allenatore, lui è l'arma in più, come doveva esserlo questa sera. E magari riuscirà a farlo proprio in questo finale, però la partita è stata anche presentata come, no, Oddo un ottimo allenatore, gioco propositivo, Petrone fa giocare non bene l'Ascoli. Ora il risultato è 2-1, stiamo a vedere. Vabbè, ma anche il Carpi di Castori non era chissà che, voglio dire, cioè, ha vinto un campionato una squadra che non ha idea di, o meglio, un'idea ce l'ha, cioè difendiamoci, ripartiamo e vinciamo il campionato. Va bene, ma a me quel calcio non piace, poi ragazzi. Va bene, torniamo ad Ascoli per gli ultimi minuti da Paolo Renzetti. Paolo, fino alla fine. 44esimo in corso qui al Del Duca, Ascoli 2 Pescara 1, è successo quello che in pochi forse si immaginavano anche in casa ascolana, ma purtroppo lo ripetiamo, dobbiamo ripeterci, quando nel calcio si gioca bene ma non si concretizzano le azioni create, e poi si rischia la beffa, e così è stato con l'Ascoli, che in pratica in due occasioni e mezzo costruite in questo secondo tempo. Ancora in avanti la formazione bianconera con Petagna, che fortunatamente in area incestica quasi sul pallone ma mantiene ancora il possesso di palla, poi c'è un colpo di tacco, tenta una giocata sicuramente impossibile, con la sfera che termina direttamente sul fondo, ultimo giro di lancette, poi solo recupero qui ad Ascoli. Dicevo, purtroppo dobbiamo ripeterci, lo avevamo detto nella gara con la Salernitana, lo avevamo detto nella gara di Bari, lo avevamo detto a Vicenza, quando si hanno le occasioni bisogna cercare di sfruttarle, il Pescara le occasioni le ha avute, soprattutto nel primo tempo non le ha sfruttate, ed è stato ancora una volta punito in un campo, in uno stadio maledetto dove non si riesce a vincere da ben 27 anni. Attacca ancora la formazione bianca-azzurra sul settore di sinistra, Crescenzi, il traversone termina a terra, un giocatore del Pescara dice che si può proseguire, il direttore di gara, la penna di Roma 1, ma ancora attacca la formazione biancazzurra con Stelasi, pallone per Mitrizza, il tiro, poi c'è una deviazione che favorisce proprio la difesa dell'Ascoli con il pallone che viene mandato in tribuna dei giocatori di casa, 10 secondi al termine del 90esimo e poi ci sarà solo recupero, vedremo, probabilmente saranno 4 minuti che farà recuperare il quarto uomo, il signor Illutti di Molfetta, ancora il Pescara che però perde un pallone, 4 minuti di recupero, avevamo visto bene, dunque gara che si concluderà al 94esimo, 320 secondi a disposizione del Pescara, anzi qualcosa in meno visto che siamo già 15 secondi dopo il 90esimo, Pescara che deve tentare il tutto per tutto, questa sconfitta sarebbe davvero una beffa, l'ennesima di questo avvio di stagione. Ora il Pescara che guadagna una rimessa laterale, formazione in maglia rossa, e questa sera ha giocato una gara sicuramente positiva sul piano del gioco, ma due ingenuità, anzi una e mezza, perché sul gol di Giorgi c'è stata la sfortuna, mentre ora la panchina dell'Ascoli fa di tutto per perdere tempo, il signor La Penna di Roma ovviamente non fa altro
che fare il gioco della formazione di casa. Viene allontanato un membro della panchina scolana, però si è perso un minuto e dunque siamo già un minuto e mezzo oltre il novantesimo. Ovviamente queste sono cose che nel calcio non dovrebbero accadere, ma accadono e non c'è da meravigliarsi. Sicuramente non era questo che pensavamo dopo aver visto un ottimo primo tempo del Pescara. Non pensavamo che il Pescara potesse, intanto c'è un tocco con la mano di Crescenti in proiezione offensiva, il fischio di La Penna di Roma, perdono tanto di quel tempo i giocatori dell'Ascoli sotto gli occhi di La Penna, che fa finta però di non vedere, è stato mandato un pallone fuori dai giocatori dell'Ascoli, che sono persi almeno altri 20 secondi. Dunque punizione per la formazione marchigiana, il portiere Lanni che si incarica della battuta, ultimi due minuti o poco più a disposizione del Pescara per tentare di raddrizzare questa partita. Per come per quello che si è visto sul campo, il Pescara strameriterebbe il pareggio. C'è intanto un calcio di punizione in favore dei biancazzurri dalla parte opposta per un fallo commesso da Perez. Ora ultimi assalti, probabilmente uno degli ultimi assalti, anzi sicuramente, per il Pescara, che deve tentare il tutto per tutto. Un briciolo di fortuna questa squadra fino ad oggi non l'ha mai avuta. Basti pensare al gol subito a Vicenza ad 8 secondi dal termine. Ancora in avanti la formazione biancazzurra, il Pescara termina a terra cocco, al limite, figuriamoci se La Penna fischia la punizione, dice che si può rialzare il giocatore del Pescara. Dunque una rimessa per la formazione biancazzurra questa sera in maglia rossa. Continua ad attaccare il Pescara, ancora un traversone al limite dell'area di rigore, il colpo di testa di Cocco, poi un rinvio, pallone per Cocco che ci mette mezza giornata per girarsi e tentare la conclusione, permettendo il rinvio della difesa marchigiana. Ancora il Pescara che cerca di riportarsi in avanti con Mitrizza che recupera un pallone, sbaglia poi il secondo controllo il giocatore romeno e può portarsi Ascoli in avanti e quantomeno guadagnare qualche attimo con Petagna che va a commettere fallo. Lascia proseguire il direttore di gara per la regola del vantaggio. Pescara che rischia di perdere un pallone sulla propria metà campo e così spera che termina in fallo laterale, si riprenderà con una rimessa in favore della formazione marchigiana. Ultimo minuto di gioco, non si gioca praticamente più perché i giocatori dell'Ascoli tutto hanno intenzione di fare tranne che rimettere il pallone con le mani in gioco, e Antonini che si incarica della battuta mentre inizia la festa dei 10.000 del Duca, con l'Ascoli che chiude la partita in avanti. Si chiudono così le partite quando si è in vantaggio, non come ha fatto il Pescara. Attenzione, calcio di punizione, anzi forse rigore per l'Ascoli, non si capisce bene, rigore per l'Ascoli. Dicevo, si chiudono così le partite quando si è in vantaggio. L'Ascoli è riuscito a respingere il Pescara, a guadagnare un calcio di rigore al 94esimo, cose dell'altro mondo, Pescara che prende rigori sempre negli ultimi secondi di partita, ma a questo punto la partita era praticamente conclusa. C'è il calcio di rigore per l'Ascoli, sul pallone è Petagna contro Fiorillo, ma la partita è finita, Petagna, il tiro è gol, il 3-1 della formazione marchigiana. Ma questa sconfitta deve far riflettere, perché se si gioca bene e si perde, evidentemente c'è qualcosa che non va. Crediamo sia finita la partita, perché non... Sì, è finita dopo 4 minuti di recupero qui del Duca di Ascoli. Ascoli batte Pescara 3-1, il terzo gol di Petagna su calcio di rigore. Per il momento è tutto qui dalla tribuna del Duca, a risentirci a più tardi, a tra poco, dagli spogliatoi con il collega Enrico Rocchi per le interviste del 91esimo. Ribadisco il finale, Ascoli batte Pescara 3-1. Grazie Paolo, insomma è andata male, dunque bisognerà aspettare almeno 28 anni per tornare a vincere ad Ascoli, perché anche questa sera è andata, posso dire la mia, William, come fino a mezz'ora dalla fine proprio non ci aspettavamo, nel senso che dal 62esimo sì, però... gol di La Padula è stata totalmente un'altra partita. Sì, però vedi, io te l'avevo preannunciato che la partita era aperta a tutti i risultati. Perché? Perché ci sono dei momenti in cui veramente ci sono dei capovolgimenti di fronte che ti danno poi la sensazione che tu abbia giocato male, ma invece hai giocato bene, ma non hai realizzato il gol in più dell'avversario. L'Ascoli lo ha fatto, quindi c'è una considerazione da fare, che
A me Oddo piace, la mentalità di Oddo piace, però nel corso della partita, nel momento in cui si deve far diciamo, tesoro di quello che si è costruito e quello che si è riusciti a fare come realizzazione, 1-0, un pochino di esperienza in più dovrà acquisirla Oddo per quanto riguarda un altro tipo di gioco, che è quello che, di cui si fa necessità virtù. Certo. E quindi non si può essere sempre propositivi. Abbiamo speso tantissimo nel primo tempo, tantissimo, e c'è stato un calo fisico che comporta anche, diciamo, poca lucidità mentale, e quindi praticamente avrebbe meritato sicuramente almeno il pareggio il Pescara. Secondo me ha giocato bene, però nel secondo tempo non ha giocato bene. Valerio, passo da te, perché insomma una partita che tu giochi bene e che finisce 3-1, al di là del risultato, però un po' fa pensare. Fa pensare, sì, anche perché, come diceva William, costruisci, crei, però poi... Allora, cosa manca a questo Pescara? Io credo che le attenuanti di oggi siano, se proprio Oddo non cerca mai alibi, però glieli voglio trovare io, perché credo che sia anche giusto trovare dei punti su cui aggrapparsi. Allora, manca Memusciai, manca Mandragora, manca Verre, e manca la lucidità, soprattutto negli ultimi minuti di gioco. Quella lucidità che vi dicevo, abbiamo sottolineato anche durante la gara, perché spreca tanto questo Pescara in termini di energie e anche di palle gol, e poi queste energie, poi ovviamente spendendole nei momenti più caldi della gara, cioè quando si è intorno al 70esimo per cercare di portare a casa il bottino, poi non hai quella forza di chiudere la partita. Forse Oddo non si chiuderà mai con 11 uomini dietro la linea della palla. Da un punto di vista, sì, ma estetico, di non passiamo da un'esagerazione all'altra, per carità, perché è giusto anche a un certo momento un certo equilibrio. Bisogna insegnare alla squadra che nel momento in cui le forze non sono più quelle iniziali, ti ha detto male perché magari sei stato sfortunato, però c'hai uno 0-0 o un 1-0. Insomma, qualcosa che possa difendere questo bottino deve essere fatto. Assolutamente, assolutamente sì. Credo che... Non puoi vincere tutte le partite 2-0, 3-0, no. 3-1, certo, 4-1. Certo, però è anche vero che raccogli meno rispetto a quanto semini, cioè voglio certo. dire. Questo è un dato di fatto. Come è un dato di fatto che bisogna, come dici tu, trovare quegli equilibri che citava Baroni l'anno scorso, perché Baroni parlava sempre di equilibri, e questo Pescara di equilibri non ne ha in senso di attrazione anteriore. Esatto, è una squadra attrazione anteriore. Prima di andare in pubblicità, rapidamente, mister, questa squadra deve abituarsi anche a lottare, a difendere, anche giocando male il risultato. Giocando male, per dire, anche chiudersi non è un sacrilegio. Quasi scontrato, una squadra esperta, con giocatori che hanno militato in campionati di superiore, Serie B, è una squadra sbarazzina, frizzante come il Pescara. Ma togliendo le assenze, ma per quelli che stanno sul campo, perciò si deve dare una calmata. Cioè, avendo consumato moltissimo al primo tempo col pressing asfissiante, che l'Ascoli diciamo, poteva anche subire 2-3 gol, diciamoci la verità. Sono stati mancati gol perché, diciamo, per inesattezza nell'esecuzione, diciamo, e basta, però Oddo ce l'ha portato in porta i giocatori con i movimenti di squadra. Il problema è che poi però l'equilibrio, come dice Carosella, ha ragione insieme a De Carlos, perché poi tu hai dato tanto al primo tempo, adesso amministra la palla, non dico di chiudersi dietro, ma far girare la palla, far correre l'Ascoli a vuoto, e poi ecco, mancata l'esperienza di una squadra matura, ecco. Certo. Naturalmente lui si è lasciato trasportare dai giovani, Oddo doveva frenare un po' più lui forse di quelli in campo, e questo, diciamo, forse vogliamo dargli una colpa, non una colpa, diciamo un suggerimento così. Le partite durano 90 minuti e rotte, anche 94 minuti. Certo, quindi. Certo. Ci fermiamo per la pubblicità. Scusami, sì, Jacopo, volevo dire una cosa soltanto. Sì, sì. Adesso
chiaramente le considerazioni si fanno di volta in volta, minuto per minuto, esatto. Per cui magari qualcuno potrebbe dire: ma com'è? Tu hai parlato in una certa maniera prima, adesso è chiaro, ma che sviluppa la partita, no, vedi, no, William, questo William, rispetto, aspetta, no, che no, mi senti caduto il... suggerito, ma mandè questo, questo sì, sì, ma no, ma a parte tu questo, ma comunque sai perché i nostri commenti sono, non sono altro che commenti per quanto riguarda quello che si vede in campo. Chiaro. Allora, se il mio commento è stato diametralmente opposto a quello iniziale, ci mancherebbe. Che vuol dire? Vuol dire che il Pescara il primo tempo ha giocato bene, in un modo, il secondo... non l'ha realizzato, nel secondo tempo non ha saputo mantenere il vantaggio e ha perso la partita, punto. E quindi una partita che si perde, io dicevo quando si parlava di Oddo sicuramente sta dimostrando adesso in campionato che quello che aveva fatto nei playoff era... diciamo frutto del suo dettato calcistico ed è anche ha dimostrato di essere bravo, però nel calcio la classifica vale, capito? Sì, sì. Allora, perché tu giochi bene, per carità, ma se non fai i punti la classifica piange. Certo. E poi si creano delle situazioni per le quali c'è uno scoramento magari dalla parte della squadra di tutti. Lo senti chi lo diceva non gioca bene, però alla fine la classifica dico così, vale. Sai perché dico così? Perché Delio Rossi quando venne dopo Galeone a Pescara aveva uno squadrone, Allegri, Rossi, Zanini, Gelsi, insomma aveva veramente uno squadrone. 21 punti. Abbiamo fatto 21 punti, siamo retrocessi. Sì, perché c'è il rischio, come dici tu, di perdere in autostima dopo. Sì, esatto. No, cioè, la squadra non è non più... Non credere più al detto dell'allenatore. Questo. Ok, ci fermiamo adesso tassativamente. Un piccolo break e poi rientriamo con le considerazioni e le interviste di Ascoli Pescara. Non cambiate canale. Eccoci rientrati post gara di Ascoli Pescara, terminata 3-1 in favore dei bianconeri di Petrone. Purtroppo per la formazione biancazzurra una brutta sconfitta dopo essere passati in vantaggio al 62esimo con gol di La Padula, insomma sono arrivati gol di Perez, Giorgi e nel finale sul calcio di rigore di Petagna. Andrea, abbiamo fatto il giro dei commenti, non siamo ancora venuti da te. Sì. Tu sei d'accordo sulla lettura? Sì, complessivamente sì, mi sembra tutto corretto, tutto giusto. Io torno al discorso fatto in precedenza, non è tutto oro quel che luccica, quindi l'allenatore comunque ha delle capacità, sa indubbiamente comunicare. La rosa è una rosa assolutamente competitiva perché è la più giovane del campionato e non dobbiamo mai dimenticarlo, ma è una rosa anche che ha grandissima qualità, quindi bisogna lavorare su tutto questo, però bisogna farlo cercando di non perdere contatto con la realtà. Perché a volte, a forza di dire che si è troppo belli e troppo bravi, essere i numeri uno, tra virgolette, non porta bene. Bisogna lavorare e bisogna farlo con tanta umiltà. Se la strada intrapresa sarà quella, il Pescara potrà togliersi delle soddisfazioni. Lo scorso anno Oddo in 6 partite non ha mai perso, ora in 7 partite sono arrivate 2 sconfitte, ma si sa, gestire una squadra da luglio e portarla a un percorso di crescita è un conto. Farlo come lo scorso anno, quando c'era un lavoro già fatto dietro, dove hai dovuto soltanto lavorare un pochettino sulla testa, le situazioni sono profondamente diverse. Si rischiava di far passare come Oddo, come il nuovo Udini del calcio italiano. In realtà anche lui deve intraprendere un percorso di crescita che si potrà riverberare poi anche sulla squadra, ma i numeri parlano chiaro e le prestazioni della squadra parlano chiaro. È una squadra che ha grande potenzialità di gioco, ma è una squadra anche che ha dei limiti nella gestione del risultato, che erano anche dei limiti visti lo scorso anno. Magari quest'anno sono stati finora un po' meno enfatizzati rispetto allo scorso anno, però la base c'è e bisogna andare avanti con la giusta serenità. Io non so, grazie Andrea, io non so se mi sente dalla sala stampa dello stadio del Duca, do la buonasera a Enrico Rocchi, buonasera Enrico, non so se mi senti insomma anche a te un rapido commento, insomma abbiamo detto dal 62esimo in poi si è vista una partita completamente diversa, avevamo visto un'ora di gioco di un certo tipo con il Pescara dominante e poi tutt'altro purtroppo.
Sì, è stato così perché poi sull'1-0 l'Ascoli ha avuto la forza di reagire, ha trovato subito il gol del pareggio, ci ha creduto fino alla fine, quindi una vittoria che è maturata nell'ultima fase, ci ha creduto di più l'Ascoli e forse qualche errore di presunzione da parte del Pescara nel gestire questo risultato. Alla fine ha ragione sempre chi vince, quindi una sconfitta che deve servire da lezione per la squadra di Oddo. Avrei la possibilità di sentire subito Luciano Rapa. Buonasera. Buonasera. Luciano, certo, chi vince ha sempre ragione, a prescindere dalle tattiche, a prescindere dalle prestazioni, contano i punti e questo resta un campo tabù per il Pescara. Assolutamente sì, nona sconfitta consecutiva per il Pescara qui del Duca, e dire che questa volta le cose si erano messe bene con il gol di Lapadula, poi un'amnesia, un blackout, non so nemmeno come definirlo, del Pescara che ha improvvisamente smesso di giocare e ha patito il ritorno dei bianconeri padroni di casa. La sconfitta forse c'è ancora qualche piccolo problema nel collegamento da Ask, forse. Vabbè, diamo certezze. Facciamogli una razza. È l'uomo delle certezze, William. Dai, diciamo così. Assolutamente. Vediamo qualche messaggio che è arrivato da casa. Grazie ancora una volta a Maurizio da qui. Ah, questo però penso che eravamo qualche minuto fa. Sì. Ancora. Diciamo che siamo. Questi poi non abbiamo fatto in tempo a aprire la Padula. Che okay. Un fruttivendolo. La Padula. Tra un po' torniamo ad Ascoli. Ascoli torna a casa, Forzatera. Vabbè, questi erano arrivati prima, ovviamente. Andiamo avanti. Donnarumma, la Padula sfondava l'Ascoli 6-0. Ancora. Ma. Ha ragione Valerio, andiamo in Serie A, il campionato è lungo, calma, c'è il mercato a gennaio, andiamo ai playoff. Ai playoff o vince il campionato? Vabbè. Sì, Donnarumma, la Padula e Pescara in Serie A. C'è un risparmio di consonanti. La Padula, gli manca la coppia gemella e Donnarumma, se volete tornare in Serie A, non Cocco. Che ci fate? Cocco, quello va bene solo con il 4-3, il gioco di Marino e Zeman. Ok? Va bene. Sono finiti i messaggi. Senti, Valerio, che voto dai a Cocco? Ma visto, guarda, che ne hai parlato tra primo e secondo tempo, Cocco... adesso ti chiedo la pagella. Allora, io ho fatto un'analisi da quando è approdato qui a Pescara. Oggi Cocco, a dir la verità, non mi ha entusiasmato, ma come non mi ha entusiasmato neanche Fornasiei. In un paio di poi Cacci è stato sostituito e ha sofferto lo stesso. Credo che siano state un po' i due meno presenti in campo. Ovviamente non do le colpe a loro, e ci tengo anche a sottolineare che non è che mi voglio contraddire, però oggi Cocco e Fornasiei, a mio avviso, sono stati non dico i peggiori in campo, però quelli che hanno dato meno, ecco, forse diciamo così. Mi aspettavo più, ecco, il Cocco che fa sportellate, che cerca di fa la sponda, la classica sponda, il classico attaccante che fa la sponda per gli inserimenti, no? Invece oggi l'ho visto lavorare poco, come ho visto lavorare poco Fornasiei, che credo abbia sofferto un po' le trame offensive dell'Ascoli. Secondo me non ci sono stati peggiori in campo, perché comunque il Pescara per 60 minuti, l'abbiamo detto, non ha giocato bene, quindi non è che... Però chi ha dato meno, secondo me, sono questi due. Abbiamo dimenticato anche l'assenza di Zampano. Certo, è chiaro. Non dimentichiamo. No. Zampano è un uomo essenziale in questa squadra. 9 punti in 7 partite, come dice un utente di Forza Pescara, sono troppo pochi, mister? Lo stavo dicendo dopo poc'anzi, Valerio, che l'Ascoli con 3 partite, 10 punti. È partita malissimo e poi ha vinto 3 partite a Como, in casa, un'altra partita e più oggi. Però ecco, l'Ascoli ha una quadratura di squadra che secondo me giocherà sempre così, in attesa degli sbagli degli avversari, perché non c'è un grande gioco, neanche l'anno scorso in Serie C. Però Perez ha influito molto, ha inciso molto. Cocco...
dal punto di vista fisico Perez si è fatto sentire di più, esatto. Cocco un po' di meno. L'ho visto distante io dalla manovra, sinceramente. Cioè gli compete una zona di campo molto più vicina alla porta, invece era delle volte era molto basso. Secondo me è bloccato, gli manca il gol e se non fa il gol, cioè secondo me per forza deve segnare qualche gol, perché sennò. Domanda che giro anche ad Enrico ad Ascoli, abbiamo ripensato il collegamento. 7 partite, 9 punti, Enrico, sono un po' pochi? Sì, per quanto ha fatto vedere la squadra in campo, sicuramente sì, perché ricordiamo anche il pareggio con la Salernitana, la vittoria che è sfumata a Vicenza, anche questo risultato, però ripeto, alla fine contano sempre i punti, quindi è vero che si parte da una base importante, quella di avere un buon gioco, però nel corso del campionato c'è anche tempo per recuperare terreno, però sono sconfitte che devono servire da lezione per capire quali sono gli angoli da smussare, i difetti ancora da correggere, e abbiamo visto anche in questa partita di Ascoli che non basta avere una buona qualità tecnica, bisogna avere altre doti che soprattutto in un campionato come quello di Serie B molte volte possono essere determinanti. Siamo in attesa allora dell'arrivo del tecnico Oddo, poi parleranno Crescenzi e Bruno, che ha disputato la prima partita in questa stagione. Ancora la linea a voi, torneremo tra qualche istante qui da Ascoli. Ti volevo fare una domanda a William Carosella da studio. Vai William. Sì, Enrico, volevo chiederti. Ciao William. Ciao. Quanto ha pesato l'assenza di in particolare di Zampano e Memusciai in questa partita? Ma io non credo molto, sai, sì, quella di Zampano un po' di meno, perché Fiamozzi stava su quella fascia, non stava commettendo grossi errori. Certo, Memusciai è sicuramente l'uomo di maggiore esperienza, l'uomo che detta i tempi, l'uomo che sa anche gestire determinanti momenti della partita. Più Memusciai sicuramente di Zampano, che resta sempre un signor giocatore molto, però se vogliamo Vabbè, rientriamo in attesa che migliori il segnale da Ascoli. Comunque abbiamo insomma capito molto della risposta di Enrico. Zampano, sì. E Memusciai sono due giocatori che forse avrebbero contribuito a una gestione però William, scusami se ti interrompo, io faccio l'avvocato del diavolo fino al minuto 62, però di Zampano e Memusciai non avevamo parlato, perché Pescara stava giocando benissimo nel momento opportuno. Io credo che poi giocatori come loro avrebbero potuto gestire la cosa in maniera diversa, capito? È mancata l'esperienza. Scusa, è mancata la capacità di gestione del risultato, sull'1-1 è un'altra cosa, William. Però insomma, Zampano e Memusciai erano in campo anche a Vicenza e lì la partita era vinta. Ma ogni partita ha una storia, certo, a sé, Andrea. Assolutamente. In questa partita, secondo me, l'esperienza dei due, diciamo, a supporto anche dell'entusiasmo dei giovani, avrebbe potuto dare una calmata e cercare di distribuire anche le forze fisiche in maniera un po' più un po' diversa. Vabbè, è vero, parlando col senno del poi si poteva anche pensare allora di mettere Bruno in corsa per gestire certe situazioni con la sua esperienza. I commenti vengono fatti alla luce di quello che accade, certo. Per forza, noi i commenti li facciamo dopo. Ecco Andrea, possiamo fare prima. Jacopo, se ci sentite. Enrico, sì, andiamo ad Ascoli. Siamo in diretta. Sì, allora un attimo solo, perché c'è il tecnico del Pescara Oddo che adesso è al microfono della RAI qui vicino alla nostra postazione, quindi tra qualche istante sarà in diretta anche da noi, tra un paio di minuti al massimo.
Ok, allora leggiamo qualche messaggio che arriva da casa, grazie a tutti quelli che ci hanno scritto. Appena vediamo Oddo con Enrico Rocchi, torniamo ad Ascoli. Nel calcio, oltre ai ricami, conta l'agonismo e l'atleticità. Che il Pescara ritrovi queste peculiarità, altrimenti la Serie A rimarrà nei sogni, scrive Donato. Ancora. La partita l'ha persa Oddo, Torreira davanti alla difesa non può giocare, Cocco è inguardabile. Ancora. Malacca non ce l'avete qua. Grosso primo tempo ma male, malissimo il secondo tempo, calo fisico e male interpretazione di Oddo, inesperienza e presunzione, le assenze non possono essere un alibi, no, scrive Franco dall'Aquila. Non sono d'accordo, mi dispiace. Non sei d'accordo? No, perché l'interpretazione di Oddo è quella, cioè i giocatori che è in panchina, quelli, cioè chi sostituisci, se mettiamo che la colpa sia di Cocco, mettiamo che la colpa sia di Bruno, chi metti? L'alternativa a Cocco in questo momento non c'è, c'è Forte, c'è Sansovini, ma che non sono a disposizione. A centrocampo che cosa vuoi fare? Che non è che se li può inventare i giocatori, cioè ha portato un 98 Oddo in panchina, che è Maloku, che tra parentesi non avrebbe ovviamente mai giocato, ma non ha in questa gara, parlo io di Ascoli, non ha la soluzione. Eccoci, Massimo Oddo e microfono. Eccolo Massimo Oddo, andiamo ad Ascoli. Mister. Allora, sentiamo subito il tecnico del Pescara. Come? Forse la miglior partita fino al gol, e poi abbiamo sofferto la loro fisicità, le loro palle lunghe, le loro spizzate, e abbiamo sofferto i tre tiri in porta che ci hanno fatto. Purtroppo siamo stati polli, colpa nostra, e niente, bisogna lavorare e migliorare. Ecco, ora si parla dei soliti peccati di gioventù, di un po' di presunzione. Invece il difetto che evidenzia di più l'allenatore, soprattutto sull'1-1, quale può essere stato? Ma diciamo che alla fine eravamo un po' stanchini, non riuscivamo più a accorciare molto, ma loro ci allungavano perché giocavano palla lunga sulle spizzate, quindi inevitabilmente facevi fatica a ripartire, quando ripartivi facevi fatica a accompagnare l'azione, e quando trovi una squadra che ti gioca costantemente sulle palle lunghe ti allunga e fai fatica. Diciamo che dobbiamo imparare a essere un po' più altruisti, perché se lo fossimo stato questa partita sarebbe finita sicuramente in maniera diversa. Le sue scelte tecniche hanno ripagato, soprattutto nel primo tempo abbiamo visto un Pescara veloce che ripartiva, impostava molto bene il gioco, sembrava che avesse in mano la situazione, così non è stato nel secondo tempo, forse il gol paradossalmente ha messo, come dire, al sicuro i suoi atleti? No, assolutamente no. Noi abbiamo continuato a giocare anche dopo, abbiamo fatto più fatica perché eravamo più lunghi, perché eravamo stati era l'Ascoli che ci allungava con le palle lunghe, questo è il loro gioco purtroppo, ci ha messo in difficoltà, loro sono stati bravi a sfruttare le tre occasioni da gol, i tre gol che hanno fatto, per il resto non è che hanno fatto molto più di questo. Sono stati bravi, sicuramente hanno avuto più cattiveria agonistica di noi, questo sì, alla fine. Lei aveva detto Ascoli può essere una partita più difficile rispetto a quella con il Cagliari, non tanto sotto il profilo tecnico quanto sotto l'aspetto, non so, della determinazione, della convinzione. Sono mancati questi aspetti probabilmente? Ma alla fine siamo calati vistosamente, ma ripeto, siamo calati, sono convinto di questo, siamo calati perché ci siamo allungati, non per colpa nostra. Certo, quando perdi hai le tue colpe ovviamente, abbiamo subito dei gol forse evitabili, anche un pizzico di fortuna in occasione del secondo gol, una deviazione. Però abbiamo continuato a giocare anche dopo con più difficoltà, perché ovviamente quando sei lungo fai più fatica. I cambi le hanno dato le risposte che si attendeva oppure non ha avuto quelle certezze che si aspettava? Ma i cambi sono stati obbligati, perché tre giocatori mi hanno chiesto il cambio e li ho sostituiti con i loro ruoli, anzi uno anche fuori ruolo, quindi quello avevo in panchina e hanno fatto quello che potevano fare, insomma. Quando lei dice dobbiamo essere più altruisti, ovviamente è un discorso di gruppo oppure c'è qualche reparto indicato? No, ci sono state 3-4 circostanze, 3-4 contropiedi in cui se lo fossimo stati avremmo svolto meglio le azioni offensive, che poi non si sono concretizzate, avremmo potuto fare più gol.
È amareggiato soprattutto per aver perso ad Ascoli davanti ai 2000 tifosi, per aver buttato l'ennesima occasione, oppure per questo calo finale che c'è stato? Ma no, ma sono amareggiato perché diciamola tutta, saremmo potuti stare primi in classifica, invece siamo lì a metà classifica. Perché è così, perché ci facciamo male da soli e sotto questo punto di vista dobbiamo è un peccato, perché quando perdi e gli altri meritano pieghi la testa e torni a casa, ma quando perdi così ne esci veramente amareggiato. Una sconfitta che dovrà servire da insegnamento sicuramente e potrà aiutare a crescere la sua squadra. Per forza bisogna andare avanti, non è che bisogna migliorare e lavorare sugli errori fatti, bisogna migliorare e lavorare sulla mentalità, su tutti gli aspetti per far sì che questa squadra possa crescere costantemente, perché ripeto, le qualità le ha e lo dimostra ogni volta che c'è una partita, poi ha delle carenze come lo hanno tutte le squadre e su cui bisogna lavorare. Grazie alla tecnica del Pescara Oddo, linea allo studio, vediamo se c'è qualche elemento anche in casa Ascoli. Sta arrivando Petagna, che è entrato nel finale e ha dato proprio una scossa alla sua squadra. Complimenti dunque a Petagna, si è procurato anche il rigore. Sì, penso abbiamo fatto una bella partita, nel primo tempo è stata molto combattuta, poi quando siamo andati sotto ha fatto proprio un bel secondo tempo. Diciamo, lei ha dato una scossa nel finale alla sua squadra, oltre negli episodi decisivi. No, penso che stava giocando anche bene Cacia, mi è sembrata l'opportunità di entrare, penso di essere entrato bene, ho fatto l'assist per Giorgi e poi gol su rigore, che ringrazio Perez, che comunque era lui il rigorista, ho calciato io e ringrazio anche lui per questo. Abbiamo visto Cacia uscire un po' scontento, non ha gradito la sostituzione? Ma non lo so, penso che Daniele sia un giocatore, uno degli attaccanti più forti della Serie B, un giocatore che ha fatto 110 gol, è normale perché comunque stava facendo bene, è normale un po' di nervosismo, però penso che adesso dobbiamo pensare alla vittoria e poi adesso da domani pensare a sabato. Sull'1-0 pensavate di vincere addirittura 3-1 questa partita? Ma non lo so, penso che dopo il gol di Perez abbiamo preso fiducia, una grande carica, poi accompagnati da questi tifosi e abbiamo raggiunto questo gran risultato. Grazie a Petagna. Ecco, sta arrivando nel Pescara Crescenzi o Bruno. Bruno è stato sostituito nel corso della gara. Vediamo un attimo chi arriverà per primo, solo qualche attimo, perché sentiremo soltanto questi due testati, ripeto, Crescenzi e Bruno. Vediamo, ecco, che sta arrivando Bruno all'esordio stagionale. Lui è uscito quando il Pescara stava attraversando un buon momento. Peccato per questa sconfitta. Ma abbiamo commesso qualche piccolo errore, ma tutto sommato abbiamo fatto una buona gara. Potevamo gestire meglio determinati momenti della partita, abbiamo fatto dei piccoli errori, penso che comunque non meritavamo questa sconfitta. Dobbiamo partire da ciò che di buono abbiamo fatto e subito pensare alla partita di Trapani. Per Bruno buona la prima, dopo tanto tempo? Sì, fatto discretamente. Potevo far meglio, però comunque non è servito a niente perché comunque abbiamo perso. Diciamo che non rispecchia l'andamento dei valori espressi in campo. Esatto, penso che comunque, hai detto bene tu, abbiamo dimostrato di valere tanto, è un peccato perché non meritavamo assolutissimamente di perdere questa partita in questo modo. Un 3-1 frutto di episodi, se vogliamo. La partita l'avete vista tutti, loro nel momento topico della partita giocavano solo con questi lanci lunghi e ci hanno messo un po' in difficoltà, però comunque noi abbiamo sempre cercato di giocare a calcio e cercare sempre di sfruttare le nostre caratteristiche. Peccato che è andata a finire male, però qualcosa di buono abbiamo fatto e dobbiamo ripartire da questo. Per chiudere, è mancato un po' di esperienza nel finale. Ma è mancata un po' di esperienza, gli episodi non ci sono andati a favore, abbiamo commesso, ripeto, qualche piccolo errore tutti e quindi l'abbiamo pagata a caro prezzo, dobbiamo fare tesoro di questi errori e cercare di ripartire. Il tecnico Oddo si è lamentato in qualche episodio un po' troppo egoismo da parte di qualche attaccante.
Abbiamo creato tanto, penso che comunque creare così tanto e segnare solo un gol dispiace. Dobbiamo essere più cinici, dobbiamo essere più altruisti e cercare comunque di servire il compagno che è posizionato meglio. Comunque c'è da lavorare e lo faremo senza ombra di dubbi. Grazie Bruno, è arrivato Crescenzi, eccolo qui. Allora Crescenzi, è difficile commentare questo 3-1 dopo quanto avete fatto vedere anche sull'1-0. Sì, diciamo avevamo sbloccato la partita con una bellissima giocata, poi purtroppo secondo me non siamo partiti col piede giusto comunque nel secondo tempo, eravamo poco cattivi e forse fisicamente ci hanno un po' sovrastati. Comunque l'avevamo preparata bene questa gara e c'è questo rimpianto dei 3 gol presi. Però questo ci serve alla lezione, già sabato a Trapani andiamo per i 3 punti. Un Pescara che ha costruito molto, ha dettato i ritmi del gioco soprattutto nel primo tempo, nel secondo tempo qualche peccato di egoismo da parte di qualche attaccante, perlomeno così ha anche sottolineato il tecnico Oddo. Sì, diciamo noi cerchiamo sempre di fare la partita giocando, facendo del possesso palla la nostra tattica e oggi abbiamo forse sbagliato qualche occasione di troppo, forse anche per un po' di egoismo, ma siamo una squadra giovane, siamo consapevoli dei nostri mezzi e prima o poi arriveranno tanti gol. In questa Serie B dove sì la qualità conta ma ci sono altri valori, cosa manca a voi? Siamo una squadra giovane, forse come ho detto già prima, oggi è mancata un po' quella cattiveria di portare il risultato a casa e di difendere anche la partita. Come ho detto anche prima, ripartiamo, ci serve da lezione per ripartire già dalla prossima partita. Peccato davvero perché i 1500 tifosi hanno fatto davvero un gran tifo. Sì, sono stati strepitosi, ce lo aspettavamo e ci dispiace non aver ripagato il loro tifo, però nel calcio è così. Grazie Crescenzi, c'è l'allenatore dell'Ascoli Petrone, quando si vince ovviamente si ha sempre i complimenti da parte di tutti. Che partita è stata Petrone? No, io volevo fare i complimenti a Pescara perché è una squadra importante, di grande qualità e sapevamo del loro atteggiamento che venivano a prenderci alti perché venivano a farci pressing nella nostra metà campo da subito perché è un atteggiamento che hanno avuto anche nelle partite precedenti. E dovevamo essere pazientosi, dovevamo avere un po' più coraggio di uscire palla a piede da basso il primo tempo, però poi sapevamo che il secondo tempo uscivamo fuori e i ragazzi sotto questo aspetto qua, i nostri, sono stati eccezionali perché ci hanno creduto fino alla fine e credo che nell'arco di 95 minuti sia stata una vittoria meritata. Ecco, sull'1-0 era difficile prevedere questo risultato finale di 3-1. In cosa siete stati premiati? Oltre al fatto di crederci sempre, oltre alla determinazione, anche nel fatto di saper reagire, no? Ma ripeto, la squadra è uscita fuori fisicamente il secondo tempo. Loro hanno speso tantissimo il primo tempo e abbiamo trovato poi gli spazi delle nostre giocate dal basso, di fraseggio che ci è mancato il primo tempo, l'abbiamo trovato nell'arco della partita. È una squadra la nostra che è in crescita anche sotto questo aspetto, perché questa partita col Cesena nelle stesse situazioni l'abbiamo persa. E invece stasera la squadra ha dato proprio un segnale di maturità, di aver lavorato su quegli episodi ed aver tramutato quelle situazioni negative in positive è un ottimo segnale. Giorni determinanti, abbiamo visto Cacia uscire alquanto, come dire, scontento, tra virgolette, per usare un eufemismo. Che cosa è successo? Non ha gradito il cambio? No, credo che, ho visto le immagini, ma credo che era non scontento, arrabbiato. Guai se non avesse un giocatore questo stato d'animo, perché io al posto suo non vorrei mai uscire, quindi è giusto che Daniele abbia avuto, se questa è la sua reazione, questo è il motivo, è giusto che abbia avuto questa reazione, però quello che i ragazzi non sanno benissimo è quello che gli dico sempre, quello che conta è il gruppo, quello che conta è la prestazione di Daniele, una prestazione importante anche stasera per la squadra, troverà il gol come attacco. Va bene, possiamo rientrare nel... A cercare in maniera insistente perché... Ok, possiamo rientrare in studio, insomma avete sentito Petrone, avevamo proposto anche Bruno Crescenzi,
Massimo Oddo. Sì, vediamo se ci sente Bruno e Oddo, abbiamo sentito anche Petagna e il tecnico bianconero. Chiudiamo qui il collegamento, saluto tutti gli ospiti in studio, a voi Jacopo e Andrea, ovviamente Maurizio Dagui, domani sera alle ore 21 con replay gli ulteriori commenti. Buonasera da Ascoli. Grazie, grazie Enrico Rocchi d'Ascoli, ovviamente vi ricordo domani sera ore 21 replay proprio con Enrico, con Andrea Costantini per fare il punto sulla situazione quando saranno passate nemmeno 24 ore da questa sconfitta contro l'Ascoli. Leggiamo qualche messaggio che arriva dai nostri telespettatori a casa, poi facciamo un po' di considerazioni anche con l'aiuto dei numeri. Hai ragione William, primo tempo Pescara, secondo tempo Ascoli, io tifavo Pescara. Ok, ancora? Un bel Pescara ma poco cattivo, Oddo grande mister ma un pessimo cocco. Ok, andiamo avanti. Domanda, ma Campagnaro non può provarlo a mettere dal primo minuto? Valerio? Di non aver Campagnaro a pieno regime, perché lo ricordiamo, viene dall'Inter con fuori rosa, se non vado errato Jacopo, e lo ha comprato il Pescara, è arrivato qui dove lui non aveva mai fatto attività con il pallone, ha fatto solo una parte atletica ovviamente da solo, e per quanto un giocatore si possa allenare da solo ovviamente trova sempre i suoi limiti, ha provato a reinserirlo con la squadra lavorando in gruppo, poi l'ha portato in primavera e adesso piano piano sta guadagnando minuti. Gli è stata fatta anche la domanda in conferenza stampa prepartita e lui ha detto se c'è la possibilità lo faccio entrare, altrimenti no. È chiaro che non è perché Campagnaro deve giocare, certo, Oddo certo. Ha le sue idee ed è giusto così, anche perché con Campagnaro credo che difficilmente possa giocare a 4. Altri messaggi? Sto allo stadio, bella partita, peccato per la sconfitta, vi sto guardando dal sito in streaming, grazie, grandissimo, veramente. Serie A, incredibile, proprio lui. Incredibile, proprio lui. Altri punti persi come Vicenza e Bari, ma non ci scoraggiamo, noi siamo il Pescara e con elementi del Carpio di Lapadula, Zampano e Mandragora possiamo puntare la Serie A. Cocco, hai rotto. Cosa? Ok. No, dai, non lo diciamo. Ma povero Andrea è nascosto. No, adesso ve lo facciamo vedere tra pochissimo. Sempre bello, guarda sì. Bello. Andre, ci sei? Ok, ci sono. La Padula, beccati queste tre pere. Teramani rosicati e tre pere anche a quel presuntuoso di Oddo. E vai. Ancora. Ricordiamo che l'Ascoli non ha vinto il campionato l'anno scorso. Perché ridevamo? Perché praticamente avevo detto forse si è bloccato il collegamento, sì. E William diceva forse. Invece si era proprio bloccato. Forse l'ha mandato Enrico questo messaggio. No. Primo tempo dominato per il Pescara, ma poi le solite amnesie difensive con un pessimo Crescenzi ci sono state fatali. Poi non si spiega questi cali fisici negli ultimi 30 minuti. Siamo scoppiati sia oggi ma anche le altre partite. Un plauso ai tifosi biancazzurri presenti a Ascoli, loro sì che hanno vinto. Va bene? Hanno. Sono finiti? No. Cocco fa schifo, non me lo mangio. Buono, il cocco è buono. Sì, l'altro dice. Jacopo, tu non lo puoi mangiare il cocco perché il simile non mangia il simile, quindi... Facciamo perdere che prima è arrivato un messaggio. Cocco di mamma. Tutte prime donne, basta che si vedono i pali e si tira in porta. Più volte uomini soli in area in attesa di un passaggio mai avvenuto. La preparazione atletica inesistente, grandissima lacuna. Ripartirei proprio da lì, attenuante, unica, le assenze. Questa ce la segniamo perché, dopo vi dico perché, riconfermo, Oddo va affiancato in campo e nelle concordanze linguistiche, scrive Federica. Non ci ho fatto caso, però è strano perché... Perché mi sembra uno che... Sì, si esprime, non dico in maniera aulica, però quantomeno un congiuntivo lo coniuga, voglio dire. Ancora o sono finiti? Aspettiamo. Ancora ci sono. Ma ti sei offeso quando ti ho dato del cocco? No, assolutamente. Dovresti vedere come mi ha apostrofato uno
2-3 ore fa. Ah no, l'ho visto. Ah, l'hai visto? Sì, l'hai vabbè, visto. Ma... Vabbè, non commentiamo. Va bene, sai perché mi sono segnato perché mi sono segnato quell'SMS? Perché la cosa che mi ha colpito più di tutti dell'intervista di Massimo Oddo è quando ha detto dobbiamo imparare, William e poi anche il mister, ad essere più altruisti. Questo è difficile sentirlo. Sì, effettivamente ci sono state delle azioni in contropiede che potevano essere sicuramente sfruttate meglio, ma c'è stato... Molte volte succede pure che magari le qualità del giocatore non permettono di sfruttare certe situazioni. In alcuni momenti devi avere la testa alta per vedere, per guardare e dare la palla a chi è posizionato meglio di te. Oppure se sono in un'occasione c'erano due giocatori del Pescara non mi ricordo chi ha scelto il giocatore peggiore nel senso quello che sbagliato era, quello sbagliato forse perché la Padula voleva essere incoronato stasera. C'è in questo probabilmente la voglia anche di diventare protagonisti magari in un match che tutti sappiamo che a Pescara è molto sentito quello con l'Ascoli, allora si cerca magari di risolverla da soli, di risolverla in modo spettacolare. Volevo chiedere a tutte e due, anche a te, io del Pescara ho seguito poco quest'anno, ma ha giocato qualche volta il 4-2-3 proprio classico? No. Quindi chi lo sa se è Cocco, abituato a Vicenza in quel modo, a Cagliari, col Cagliari. Vagamente col Cagliari. Sì. Vuole più spazio, forse... E sembra assurdo che la Padula vicino, che praticamente è una spalla, che lui possa pestargli i piedi, soffrire la presenza, che lui vuole il cross da fondo campo, cioè non è un giocatore che può agire però l'allenatore sì, però allora che cosa lo prendi a fare? Poi un'altra cosa, poi chiudo. Quando l'allenatore dice che Cocco è imprescindibile anche perché l'abbiamo preso e ci aspettiamo tutti molto da lui, anche l'allenatore stesso. Poi, durante gli allenamenti, ce l'ha da luglio questo giocatore, quindi praticamente lui sa che tipo di gioco deve praticare la squadra per sfruttare al massimo le caratteristiche, le qualità di Cocco. Se questo modulo non si adatta, io credo invece che il problema sia un altro, che il ragazzo si è fatto male alla spalla, ha avuto una convalescenza lunga, la preparazione è stata approssimativa. Voglio dire, anche i timori per chi è ha avuto un problema come un centravanti che ha avuto un problema alla spalla e non è un problema da sottovalutare. Poi scusa per chiudere col Vicenza, io mi ricordo lui prendeva un sacco di cross da fondo campo e faceva i gol proprio con prepotenza, entrava in aria, no? Oggi forse con le spalle alla porta rende un po' di meno, cioè in pratica il Caprari, che oggi ha giocato come un'ala finta, diciamo, che poi ha fatto più il trequartista andando fra le linee alle spalle del mediano dell'Ascoli, però chi lo sa se per lui, giocando con la Padula insieme, non desidera avere più una mezza punta fissa in mezzo che, diciamo, che gli possa dare palle in verticale nei pertugi che si creano. Certo. Perché il fatto che Caprari va dentro va bene, però a lui è stato poco servito pure in certe palle. Ti posso fare una domanda, Tony? Ci sono dei giocatori che hanno delle annate straordinarie. Sì. Io faccio sempre l'esempio di Rebonato. Rebonato prima e dopo Pescara non ha fatto assolutamente nulla, ma nel Pescara veramente era... Però Galeone mandava i cross continuamente. Allora voglio dire, io vado a guardare il curriculum di Cocco, non è che sia stato sempre un gran bomber. Vicenza ha segnato assai, mi sembra. L'anno scorso, Andrea, tu volevi dire qualcosa? Io sono d'accordo con quello che ha detto William, perché intanto Cocco è arrivato alla fine del mercato, quindi lavora con la squadra da 40 giorni. Mettiamoci pure che nei primi
10 giorni almeno ha lavorato a scartamento ridotto, ha avuto un problema alla spalla che lo ha condizionato e questo rallenta il processo di inserimento, che già non è facile per chi arriva al 30 di agosto o al 2 di settembre, figuriamoci se arrivi poi in condizioni come quelle di Cocco. Peraltro non è neanche tanto chiaro, perché Cocco quando è arrivato ha parlato quasi di un arrivo forzato, forse si erano create delle condizioni perché lui andasse via da Vicenza, magari lui con la testa forse non era neanche convinto al 100%, ma al di là di queste cose comunque vanno messe in conto. E ricordiamoci anche lo scorso anno di Bjarnason, girone d'andata un semifantasma, girone di ritorno un giocatore strepitoso. Voleva il trasferimento in Serie A. Appunto, dico, ci sono tante componenti. Quando poi non si è concretizzato il trasferimento, certo, in Serie A, è uscito fuori il vero Bjarnason. Appunto, quindi questo per dire che tra le tante componenti che ci sono, diamo a Cocco il tempo di finire l'inserimento e di dare il suo contributo. Sì, perché però, ecco, lo scorso anno c'erano altri capri espiatori, ora sembra che il Pescara perde due partite però io e mi faccio... Cocco è il problema. Cocco è uno che deve rendere, scusami William e finisco, deve sicuramente rendere di più, ma diamogli tempo di inserirsi in una squadra dove è arrivato 40 giorni fa, mentre la Padula, Caprari e gli altri attaccanti, d'accordo, stanno qui da luglio. Però io mi faccio una domanda, come se la pongono a tantissimi. Nel momento in cui hai preso Cocco, Sansovino infortunato, un'altra variabile, perché sì, non certo, può dargli tanto certo respiro. Per carità, pure forte. Nell'economia della squadra queste assenze sono importanti, l'ho sempre detto, quindi anche stasera. Però voglio dire, Cocco è un giocatore importante, l'anno scorso ha fatto 21 gol, quindi l'abbiamo preso perché faccia gol. Se questo modulo di gioco non si confà a questo giocatore, vogliamo, che facciamo? Cambiamo giocatore? Oppure, perché la forzatura, se l'allenatore si accorge che questo con la Padula, giocando in due in attacco, non fa quello che sa fare, credo che sarebbe opportuno anche cambiare modulo. Poi, scusa, perché cosa, il calcio è fatto anche di momenti sì e momenti no, di situazioni che bisogna gestire. Se una squadra va bene con un 4-3-3 non gli puoi far fare 4-5-1. Però il problema, William, è che gli attaccanti del Pescara, Caprari può fare il 4-3, ma la Padura non mi sembra un giocatore da 4-3, e a centrocampo ci sono giocatori che sono più mezzeali o trequartisti, ma mancano gli esterni puri. Esatto, cioè un giocatore da 4-4-2 non lo trovi nell'organico del Pescara. Caprari potrebbe fare l'esterno sinistro, già ce l'ha. Manca Politano a destra, però voglio dire, poi l'allenatore vedrà che cosa fare, perché però è ovvio che lui... Se poi giochi con due interni di centrocampo, di tutti quei tanti giocatori che hai, togli ancora più spazio tra Verre, Mandragora, Torreira, Selassie, è chiaro che deve Bruno, tutto quadrare, no? Sono troppi sacrificati con quel modulo. Se poi fai giocare Caprari quarto da una parte, devi metterti qualcuno fuori ruolo e vai a sacrificare degli altri giocatori. E allora speriamo che... è stata costruita per giocare, penso, con questo modulo, il trequartista, due mezzali e un metodista. Ma Cocco in questo modulo pare che non si... Intanto messaggi, William, tra un po' ti faccio finire di rispondere. L'unico gioco dell'Ascoli, palla lunga e spizzicata degli attaccanti per gli inserimenti centrali. Forse se si leggeva meglio la partita. Guarda, dalla panchina sarebbe preoccupante. Se fosse così sarebbe preoccupante. Allora basta giocare in questo modo e il Pescara va in parlare di questo. Andrea, scusa, sì, ti ricordi, ma adesso un parallelismo un po' strano, ma non tanto. Ti ricordi Immobile a Pescara giocando da solo come vertice alto, quanti gol ha fatto? Certo. Come mai la dopo caterma, quando andate in altre squadre a giocare con due punti non ha segnato più con l'intensità, certo, come a Pescara? Perché certo, ci sono certi giocatori che vogliono lo spazio, diciamo. Vabbè, sembra un assurdo che la Padula a terra, ma non faceva. Quella è la Serie B. La Padula era Serie sì, vabbè, B. Ma la Padula a terra, ho capito, vabbè, anche quello. Ma la Padula, cioè il miglior rendimento Immobile l'ha dato come vertice alto. Sì, sì, la sua caratteristica. Però ecco. Però una cosa, la Padula a terra, ma non faceva la punta
fissa. Alla terza giocava, partiva da dietro. Sì. Però una cosa, Valerio, scusami, io riprendo il messaggio che è arrivato, ma perché l'avevo notato anche in fase di intervista. Oddo continuava a dire: abbiamo perso perché ci siamo allungati, perché arrivavano lanci lunghi e ci siamo allungati. Riprendo il messaggio per dire: allora è preoccupante, perché basta lanciare lungo, il Pescara si allunga e diventa vulnerabile. Anche contro il Bologna lo disse. Ma io credo, sì, credo con giocatori che... più esperti, questo non accadeva, non sarebbe accaduto, sì, secondo me. Perché anche ci sono anche gli allenatori in campo. Assolutamente. Io credo che come Herrera non era il vero allenatore dell'Inter, era un motivatore, ma l'allenatore era Picchi. Che condivido pienamente l'idea di William, nel senso che manca un po' di esperienza, e quindi credo che su questo fattore gli allenatori le preparano le partite. C'è stata la polemica in settimana degli allenamenti spiati, e credo che si possano facilmente rendere conto di avere contro una squadra giovane come il Pescara e di sfruttare in determinati modi. L'Ascoli non ha grandi mezzi, cioè non ha grandi giocatori per attaccare, io non vedo da un punto di vista tecnico grandi interpreti, però ha tre attaccanti davanti, come Perez, come Cacia, che possono sfruttare le palle lunghe, quindi credo che l'Ascoli l'abbia fatto quello. Il problema è che poi oggi è stata una partita assolutamente no di Fornasier, a mio avviso, e come io l'ho detto prima e lo sostengo ancora adesso, perché Fornasier ha dormito su tanti palloni, soprattutto con Cacia. Perez poi ha fatto quello che voleva, 3-1 è un risultato esagerato, però voglio dire, comunque tu due gol li hai subiti, quindi su errori difensivi. Ci andiamo a vedere le immagini adesso, visto che abbiamo parlato tanto. Scusami, mister, immaginate un attacco con Sansovini, Mitrizia e la Padula, spettacolo assoluto, dice Giampiero da Pescara. Attacco molto veloce, molto molto rapido. Al fantacalcio si possono schierare a centrocampo, Ragusa, Coronado, Morosini e Pasquato. Posso aggiungere una al cosa? Al fantacalcio, però poi in campo bisogna strutturare. Ok, rapidamente su questa questione degli interpreti da cambiare. Cioè non è che William faccio il 4-3-3 e poi è detto che vinca. È anche possibile che magari cambiando e fare il 4-3-3 poi la squadra non renda. Già adesso fa difficoltà con il 4-3-1-2, non credo che Oddo sia... No, ma la mia era una provocazione. Voglio dire, cioè, se cambi e fai il 4-3-3 è poi renda. Tu il tuo dettato tecnico, tattico è quello, è ovvio che non puoi cambiare. Allora la mia era una provocazione, abbiamo preso l'unica Cocco, alternativa è il 3-5-2 che ha provato a fare col Cagliari quando ha messo Campagnaro, poi non l'hanno capito, il giocatore lo ha detto lui stesso, ma credo che lui possa fare 4-3-1-2 e 3-5-2, quindi giocherà sempre con le due punte, a meno che non accada altro. Voglio dire, può fare pure il 4-4-2. Ok, vediamoci le immagini però, dopo aver commentato parecchio, aver vissuto la partita, ci vediamo le immagini di Ascoli-Pescara. Questo è lo stadio Cino Lillo del Duca di Ascoli, come detto Pescara, che dall'inizio schiera Caprari a sostegno di La Padula e Cocco in attacco. Non ci sono Mandragora, non c'è Verre, non c'è Memmuscià impegnato con la nazionale albanese, tutto confermato. Invece sul fronte ascolano giocano Perez e Cacia davanti, con Grassi a sostegno. Ecco, questo è Petrone, l'allenatore dei bianconeri, e questo è Oddo che va a salutare Antonini, con cui è stato anche compagno di squadra al Milan. Arriva il fischio iniziale dell'arbitro. Allora andiamo a vedere subito il Pescara, che parte fortissimo con questa azione di Caprari, grande respinta di Lanni, e poi c'è un giocatore a rimorchio che non riesce a colpire il pallone. La prima vera occasione, eravamo al sesto minuto, subito dopo pochi istanti l'occasione è per Cocco, gran destro dopo un pasticcio dei difensori dell'Ascoli, gran sventola, pallone fuori, ma c'è solo il Pescara in campo, pallone profondo per La Padula che prova a superare Lanni, che è l'ultimo
l'ultima a toccare, ma non c'è calcio d'angolo per il Pescara. La prima reazione dell'Ascoli è questa, con il colpo di testa di Cacia bloccato da Fiorillo, cross che arrivano dalla destra, ancora sul secondo palo, ancora per Cacia, stavolta non inquadra invece lo specchio della porta, pallone che termina alto, conclusione sotto misura di Cacia. Inizia il secondo tempo della partita, sempre sullo 0-0, dal via la penna e c'è il vantaggio del Pescara. Minuto 62, triangolo, Caprari, Cocco, Caprari, la Padula a porta vuota per il vantaggio del Pescara. Abbiamo parlato della posizione di la Padula al di là dei difensori dell'Ascoli, però un'azione bellissima, guardate, Caprari, Cocco, ancora per Caprari, la Padula si sposta e poi va a ricevere il tappino vincente dell'ex attaccante del Teramo per il vantaggio bianco-azzurro. Come detto, siamo al minuto 62, da questo momento purtroppo inizieremo a vedere però un'altra partita con l'Ascoli che comincia a prendere coraggio, un grande tiro dalla distanza da parte di Grassi, esterno, con l'esterno sinistro che termina non molto distante dalla porta di Fiorillo. Qui è Perez lasciato completamente solo e libero di colpire al centro dell'area di rigore, praticamente un rigore di testa, niente da fare. Ma pochi minuti dopo, 69esimo, il controllo è proprio di Perez che si fa spazio e poi con il destro batte, cioè la sponda di Cacia, batte Fiorillo, vedete, sono in due a contrastarlo in maniera un po' morbida, devo dire la verità, probabilmente sia Fornasier che Crescenzi, e poi il destro vincente di Perez. Fuori Cacia, dentro Petagna, perché Petrone questa partita vuole vincerla, e il Pescara però piano piano scompare dal campo. Sinistro di Giorgi al minuto 83, deviazione di Crescenzi, Fiorillo immobile, c'è il sorpasso dell'Ascoli, ecco riproposto il tiro sempre di Giorgi che raccoglie l'invito dalla sinistra, il tiro mancino, la deviazione sfortunata di Crescenzi. 94esimo, Fornasier, il contrasto su Petagna al limite dell'area di rigore, ma come vedete un fallo insistito che inizia magari fuori ma poi termina per la terza volta in area di rigore, calcio di rigore, va Petagna per il gol che vale il 3-1 per l'Ascoli. Purtroppo una sconfitta dalle proporzioni sin troppo pesanti, arriva alla fine della partita con il signor La Penna di Roma 1 che dice che può bastare così. Rivedendo la partita concentrata, c'è qualcosa che... Beh, insomma, no, ho rivisto il gol. Tu prima hai detto, mister, quando stava parlando Petrone, insomma, fai che prendi il secondo gol e poi magari parliamo di un'altra partita. No, ma il gol che ha preso, che ha fatto Perez, due persone addosso. La spizzata di Cacia, un giocatore va dietro a Cacia, ma gli altri devono staccare, devono scappare, invece sono rimasti bassi e quindi poi lui, Perez, in velocità l'ha fatti fuori. Sì. Allora, siamo praticamente quasi in conclusione. Andrea, torno rapidamente da te per chiederti se poi alla fine di questa lunga diretta manderemo anche qualche servizio di Serie D che avevamo promesso che avremmo mandato. Ce n'è uno in particolare. Matelica San Nicolò con la vittoria del San Nicolò proprio all'ultimo istante di gioco. Vediamo rapidamente la classifica e il prossimo turno. A questo punto non ci rimane che vedere quello che sarà il prossimo impegno del Pescara, ma anche della Virtus Lanciano, con la settimana prossima che si torna di sabato, perché torna il campionato di Serie A. Cagliari 16 punti, che comanda sempre, il Pescara rimane a 9 insieme a Latina e al Brescia, l'Ascoli è a quota 10 nella parte sinistra della graduatoria. Vediamo il prossimo turno, sarà la 8ª giornata del campionato di Serie B: Avellino Brescia, Cesena Spezia, Crotone Livorno, Latina Perugia, Modena Ascoli, Novara Cagliari, Provercelli Vicenza, Ternana Bari. Pescara, altra trasferta, ma stavolta non più vicina come quella del Duca, ma molto lontana, al provinciale di Trapani contro gli uomini di Serse Cosmi, che oggi hanno vinto alla Rechi grazie a un gol di Citro dopo 4 minuti. Virtus Entella Salernitana, per la Virtus Lanciano invece impegno interno contro il Como. Bisogna vincere a questo punto, Valerio. Assolutamente sì, io credo che debba essere la partita che
possa dare il via a un filotto di vittoria, anche perché se non sbaglio il Pescara poi ha Provercelli in casa e poi subito dopo tre giorni c'è il turno infrasettimanale, però in anticipo contro il Novara, se non vado errato, sì, credo, sì, che sia, credo che Andrea sia Andrea conferma. Quindi... Sì, sì, è così, ma attenzione che Trapani comunque, oltre che essere una squadra in grandi condizioni, in casa sua impone dei ritmi terribili, sì. Quindi poi c'è l'ex Cosmi in panchina, sarà una gara molto complicata tra due squadre che comunque giocano un calcio speculare, entrambe col trequartista, quindi sarà una gara molto difficile. Poi sì, Provercelli, che dovrebbe essere sulla carta agevole, e poi c'è la trasferta a Novara. Ieri abbiamo avuto l'ufficialità che probabilmente ci sarà ancora Marco Baroni sulla panchina del Novara, visto che era a rischio, ma forse se l'è scampata. Sì, sì, io mi dissocio da quello che diceva Jacopo insieme a Valerio, che bisogna vincere per forza. Non bisogna, no, no, vabbè, no, non è bisogna vincere, è per bisogna forza, vincere, nel senso, per forza. Che... se pareggi non va bene, cioè lo buttiamo quel punto, no, per poi no, giocare, no, ma è chiaro che non può essere questo, o vinciamo o perdiamo, ma no, pareggio, ma assolutamente, però, ah, ma però non puoi andare ad accontentarti del punto dopo che vieni da una sconfitta. Ho capito, giochi perché se tu mi dici che dopo 8 partite sei contento di essere a 10 punti con la squadra, con una squadra come il Pescara, se tu mi dici col Provercelli in casa bisogna vincere, sono d'accordo con te. Bisogna assolutamente. No, io ti dico che però se tu mi vieni a dire, caro Jacopo, io dopo 8 partite a 10 punti sono contento con la squadra che ho, allora ti dico va bene, hai ragione tu, va bene anche il pareggio. No, no, ma io, ma la squadra che ho, la squadra. Beh, però ci sono partite e partite, Trapani è difficile. Esatto, ogni obiettivamente Trapani è difficile. Poi il Pescara ha i mezzi per vincere, ma certamente la partita, sì, di Trapani, per come sta il Trapani, a Trapani è molto complicata. Io credo che Oddo cambierà a Trapani. Credo che. Ma intanto rientrano, andrà... diciamo, no, giocatori, parlo anche da un punto di vista tattico, credo che cambierà qualcosa. Credo che forse veramente vedremo Campagnaro dal primo. Campagnaro dal primo minuto. Ci sono altri sms, li leggiamo e poi veramente chiudiamo. Ok, questo l'avevamo letto perché era il continuo. Era il continuo, era arrivato metà. Sì. Dice, visto che Lascoli giocava palla lunga e spizzicata, allora bisognava mettere magari un Campagnaro che è bravo nel saltare di testa e che se c'è da menare. Io che insomma l'ho avuto nella mia squadra, posso dire che quando si tratta di picchiare, picchia e come, si fa rispettare. Voglio ricordare a Luzzi che Immobile con il Torino ha vinto la classifica a cannonieri in Serie A. Sì, sì, sì. Saluta William Lucianone. Si esprimeva molto di più 4-3. Ancora? La forza del Torino è diversa. Partita dominata per un'ora, dobbiamo crescere in personalità, solo così vinceremo tantissime partite. La squadra è fortissima, bravo Oddo. Un saluto da Tony, da Giulianova. Ciao Tony, da Giulianova. Ancora palese egoismo di La Padula, assenza di intesa su occasioni per il raddoppio, sempre La Padula contro Cocco e dopo contro Caprari. Con i cambi Oddo dice che si è avuto un calo fisico, in realtà abbiamo giocato in 7 contro 11. Sono finiti? Sono finiti, va bene, va bene. Io chiudiamo qui questo lungo appuntamento con l'Abruzzo del Pallone. Abbiamo iniziato alle 19.30, sono le 23.25. Al mio cronometro farebbero quasi 4 ore di diretta ininterrotta. Mica pizza e fighi. Esatto, io ringrazio tutti i nostri ospiti partendo dal mister Antonio Luzzi. Ciao mister, ci vediamo presto. Poi grazie a Valerio De Carolis, ciao Valerio. Grazie a te Jacopo, un abbraccio. Grazie davvero a William Carosella, ciao grazie William. A voi. Grazie a voi. Ad Andrea Costantini in regia, in redazione. Grazie anche a Maurizio, a Claudio che stanno qui, a Silvia e Paolo che pure loro hanno avuto 7-8 ore oggi, notatevi, belle pregne. Sì, fate bene. Esatto, grazie anche a Maurizio da qui in regia, a Claudio Gentile alle camere, a Enrico Rocchi, e Paolo Renzetti e Silvia Gentile che erano ad Ascoli. Noi chiudiamo qui questa lunga diretta. Adesso, prima di chiudere però, prima della sigla, Andrea, mandiamo giusto il servizio, sì, di Matelica San Nicolò. Il gol di Casolla al 93esimo. Ok, non mi lasciamo con il gol di, con il servizio di Matelica San Nicolò, con la vittoria al 94esimo del San Nicolò. L'Abruzzo del Pallone invece torna domenica prossima sempre alle 19.30, ma domenica prossima promesso nel formato consueto dalle 19.30 fino alle 21, sempre su TV6, sempre poi sul il derby canale d'Italia. Sì? Poi c'è il derby d'Italia, io me ne vado. Poi c'è il derby, anche perché poi saremo a ridosso del derby d'Italia e quindi poi rischio di perdere Andrea Costantini in diretta che mi scappa a casa a vedere la partita.
Torniamo domenica prossima. Tu no. Io proprio lascio la diretta. Lascio proprio la diretta. Ci vediamo domenica prossima alle 19.30 con l'Abruzzo del Pallone. Buonanotte. Decolla il San Nicolò e lo fa al 93esimo. La terza vittoria consecutiva permette agli abruzzesi di balzare al quarto posto. Scivola il Matelica, adesso sesto, a cui non bastano una manciata di occasioni colossali. Clementi, al terzo inciampo stagionale, il primo in casa, chiude nel peggiore dei modi la settimana del caso Esposito, il vezzo di mercato del presidente Canil, mal sopportato da allenatore e squadra, che anche stavolta parte dalla panchina, salvo poi entrare nella ripresa quando l'ex attaccante del Pescara cambierà marcia al Matelica. E cominciano meglio i biancorossi. Picci, tra il nono e il decimo, si trova per due volte davanti alla porta teramana, ma Calore si salva sempre in angolo. Ecco il San Nicolò al 18esimo, con la punizione di Brighi non trattenuta da Nobile, che permette a Margarita di tirare, anche se senza risultato. Poi si battaglia sul fango con tanti errori da una parte e dall'altra. Il Matelica si rifà vedere sul finire di tempo con Bondi. Sgroppata sulla destra, cross a centroarea per Pesaresi, che però non ci arriva. Sipario con l'acrobazia di Lazzarini, Nobile è sicuro. La ripresa, c'è il debutto casalingo per Esposito, che prende il posto di Pesaresi e si piazza dietro Picci. Lo stesso Picci non raccoglie l'invito del solito Bondi. Dopo il San Nicolò reclama per il contatto Lazzarini-Lispi, dubbi. A ruota il tentativo dalla distanza di Borgese, entra Spitoni, Matelica adesso col 4-3-3. Nobile è costretto a uscire di testa su Margarita, lanciato a rete, e qui si scatena Esposito. Alla mezz'ora serve una gran palla a Iachetta, che tira addosso a Calore. Due minuti dopo l'esterno molisano si divora il gol da pochi passi. San Nicolò alle corde, insomma. Spitoni dal limite, alta. Poi l'arbitro Bonaldo Di Conegliano allontana per proteste dalla panchina biancorossa il DS Dolce. Al 39esimo riecco Iachetta, quindi a tempo scaduto Esposito prova ad armare la testa di Picci, niente da fare, e così scatta la punizione del San Nicolò, che va a dama con il debuttante Casolla. L'ex Teramo, nell'ultimo spezzone di stagione a San Marino, raccoglie l'assist di Di Sante dopo l'uscita incerta di Nobile. Sogna il San Nicolò, che ha la migliore difesa del girone, 4 gol incassati, e ora al pacchetto arretrato aggiungerà Micolucci. L'ex Ascoli ha appena finito di scontare la squalifica per lo scandalo scommesse, mentre il Matelica si prepara a vivere un'altra settimana a fior di nervi. L'amore non si, la serie B, l'amore che non si arrende, non si arrende mai. Serie B con te.it, il campionato degli italiani.